sessione su Borgogna e Rotagliana, territori che si incontrano. E prima di iniziare la parte scientifica diamo la parola al sindaco eh, di San Michele, eh, Clelia Sandri. Prego. Bene, buongiorno. È un piacere essere qui. Porto il, volentieri il saluto eh, del comune di San Michele all'Adige ma anche degli al delle altre due istituzioni locali. Che hanno compartecipato eh, a questo evento: il Comune di Mezzo Lombardo e il Comune di eh, Mezzo Corona. Saluto tutti gli intervenuti, tutte le autorità presenti, tutti gli studenti. Eh, è un bel momento, è, siamo al secondo giorno di questi eh, incontri rotagliani, Ieri è stato eh, nonostante insomma, il metro non abbia aiutato con questo freddo inaspettato, però, insomma, c'è stata una bella partecipazione a tutte le varie eh, relazioni, tra l'altro ricco e di grande spessore culturale, scientifico, sia in materia eh, enologica ma anche culturale, eccetera. E, io credo che questi momenti, ed è per questo insomma, che come istituzioni locali ci abbiamo creduto e speriamo che sia eh, un avvio insomma, di un percorso. Che, che, che duri nel tempo. Eh, è un momento di confronto tra due realtà per tanti aspetti diverse, ma per molti aspetti anche eh, molto simili due realtà che tanto hanno da eh, condividere e reciprocamente da, eh, da scambiarsi. Insomma io credo e spero insomma, che sia stato quindi formativo per tutti, a riguardo eh, voglio ringraziare l'associazione Alteritas che ha creduto eh, in questo evento e in particolare appunto Roncador che con tanta passione ce l'ha anche esposto a noi comuni e ci ha insomma, anche convinto a partecipare, eh, a questo importante evento. Eh, ringrazio tutti i vignaioli del nostro territorio che hanno eh, partecipato, eh, quelli della Borgogna che ovviamente sono venuti. Ringrazio poi la Fondazione MAC, che insomma, diciamo, eh, ha contribuito a, a dare ad aumentare il lustro eh, di questo evento in quanto insomma, fiore all'occhiello nost del nostro territorio, di tutta la provincia, ma insomma, e non solo per quel che riguarda la formazione e gli studi in ambito. Eh, Enologico. Ringrazio poi tutti gli altri partner che sono tanti, anche questo è indicativo del fatto insomma, che il territorio e la provincia ha creduto e crede eh, in, questo, in questo evento. Ecco, quindi io eh, auguro a tutti un, un buon lavoro per le attività di oggi e ripeto insomma, che questo sia l'inizio eh, di un percorso. Eh, che duri nel tempo e che possa contribuire anche a ulteriormente eh, sviluppare e a far conoscere anche al di fuori, insomma, della nostra terra trentina il, il teroldego, in questo caso, come vino tipico della, della rotaliana. Rota grazie. Bene, grazie al Sindaco Sandri. Ora diamo la parola al, al, al direttore generale della Fondazione MAC, dottor Sergio. Menapace. Eh, buongiorno a tutti, anche da parte mia, in particolar modo agli ospiti della Borgogna, un benvenuti in Fondazione Dumas, questa è un'istituzione che quest'anno compie 145 anni, è un'istituzione che fin dalle origini eh, si è occupata di istruzione, formazione, sperimentazione, trasferimento tecnologico e ricerca, eh, discipline che eh, come avete avuto già modo di eh, appurare purare di verificare sono a pieno servizio del territorio e del settore vitecnologico in particolare e del teroldeco a maggior ragione oggetto eh, di, diciamo, di questa eh, iniziativa. È eh, chiaramente un'attività per la Fondazione importante, quella del settore vitecnologico, sulla quale la Fondazione Istituto Agrario di San Michele laggia ha costruito, se possiamo così dire, anche i blasoni di eh, riconoscenza a livello nazionale e internazionale e proprio questi momenti di confronto, di scambio, uno scambio peraltro che in termini didattici con questo territorio ha eh, sicuramente vanta già una storicità ultra decennale, per questo ringrazio anche eh, il personale della scuola, in particolar modo il professor eh, Facchini che so che segue direttamente eh, gli scambi. Eh, diciamo di tirocini formativi che i nostri, i nostri studenti, i migliori studenti, oserei dire anche perché eh, muoversi e andare a raffrontarsi in territori importanti come la Borgogna deve anche essere un argomento e una grande attenzione per chi chiaramente invia e quindi gli studenti migliori del percorso formativo enologico hanno la possibilità a termini di studi di fare uno stage formativo in Borgogna quindi evidentemente una, uno stage una, eh, al quale i, gli studenti riservano grande attenzione anche l'istituzione che manda le persone perché sa che lì effettivamente c'è la possibilità di conoscere di eh, apprendere anche nuove tecniche nuove nozioni però Può farlo e deve farlo giustamente chi ha anche un background importante e una certa eh, attitudine e capacità per farlo. Quindi, credo che in prospettiva continueranno sicuramente questi scambi, che oggi sono anche richiamati o sono stati anche un elemento di aggancio, se così possiamo dire, per realizzare questa iniziativa dove eh, i produttori, in primis del Teroldego Rutagliano, quindi i vignaioli soprattutto, ma anche le cantine e le aggregazioni cooperative, le cantine sociali che vedo anche rappresentate in sala, possono sicuramente rappresentare i produttori della, Bro della Borgogna, eh, la qualità è elevata. Eh, di, questo, di questo prodotto e, e consentitemi anche di ringraziare proprio Alteritas, la comunità eh, Konigsberg, per diciamo, eh, aver organizzato, soprattutto mi pare di poter già dire, so che la giornata sarà fitta, ci saranno dei B2B e quindi degli approfondimenti anche eh, e delle opportunità strettamente anche più operative e imprenditoriali, però credo che questo sia il modo corretto anche con le amministrazioni locali di proporre un territorio, le opportunità di un territorio, i prodotti di un territorio. In un'ottica chiaramente di riuscire a generare ulteriori opportunità. Io credo che eh, all'interno di questo territorio e con questo tipo di produzioni sicuramente ve ne siano, proprio anche in un'ottica di filiera completa, dalla produzione alla trasformazione fino alla vendita, ci siano degli spazi ulteriori per il nostro territorio e queste sono sicuramente iniziative molto positive, interessanti che possono eh, spingere e concretizzare ulteriormente in questa, in questa direzione. Eh, vi lascio alle relazioni scientifiche eh, alle quali credo la Fondazione DUMAC eh, partecipa in maniera determinante con professionisti, esperti riconosciuti a livello eh, internazionale sui, sui vari settori e che hanno, credo, negli anni contribuito e contribuiranno sempre al miglioramento qualitativo, chiaramente eh, del prodotto eh, che questo territorio eh, è vocato e saprà produrre sempre al meglio. Grazie a tutti e buon ascolto. Bene, prima di iniziare la prima relazione dobbiamo ancora dare la parola alla già menzionata Rosa com come come... <ride> Diciamo, organizzatrice che sta, sta contribuendo in maniera fondamentale al successo di tutto l'evento. Dopo vorrei scomparire, vi dico dopo, <ride> perché tra ieri e oggi vorrei ricordare che appunto effettivamente questo evento è fatto da una sinergia di tantissime persone, non solo da me, ve l'assicuro. E quindi vorrei ringraziare queste persone in questo momento e poi vi lascio alle relazioni. E, i, tutti i membri del consorzio turistico Piana Rotaliana Königsberg che è appunto coorganizzatore dell'evento, in particolare Francesco Anderlini, Paola Zanirato e Giulia Carli, che in questi mesi hanno veramente lavorato duramente all'evento e mi hanno supportato tantissimo, eh, lo staff di Civiltà del Bere di Alessandro Torcoli e di tutte le sue collaboratrici, che anche loro sono state veramente impagabili nel sostegno e anche nel, eh, nell'ideazione di tutta quella che è la parte eh, diciamo dedicata al vino, quindi alle masterclass e ai walk-around. E anche appunto come ricordavamo prima, eh, si è formata questa sinergia di tutta la piana Quindi con le amministrazioni appunto di eh, Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele, abbiamo avuto oltre che il supporto economico anche il supporto organizzativo e logistico. E quindi ringrazio tutti. Un, un grazie particolare a Monica Bacca che è venuta con noi anche in Borgogna e che anche ieri ci ha aiutato tantissimo. Insomma, anche insomma, oltre il dovere istituzionale. E, mh, le proloco anche senza la prologo di Mezzolombardo e oggi di San Michele all'Adige non saremmo riusciti a mettere in piedi tutti i walk around e tutte le attività che abbiamo fatto e innanzitutto spero di non dimenticarmi qualcuno comunque ecco i vignaioli come ricordavamo prima quindi sia i più piccolini che i più grandi hanno contribuito oltre anche in questo caso economicamente con le loro conoscenze, con la loro passione e con il loro aiuto nel, nell'aiutarmi perché io appunto non sono proprio esperta di vino, sono un archeologo e quindi non so molto. Un grazie ovviamente speciale alla delegazione che è venuta dalla Borgogna, quindi alla cattedra UNESCO, che insomma ci ha dato anche un sacco di energia e di voglia di fare ulteriori progetti nel futuro e anche questa, questa collaborazione che è nata con il centro C3A, quindi dell'Università di Trento e della Fondazione Mache, la cattedra UNESCO, ci ha inserito in questa rete mondiale di ricercatori diciamo, dedicati al vino, alla vita e al vino. Eh, un grazie a tutti appunto alla provincia autonoma di Trento, alla regione Trentino Alto Adige. Alla comunità di Valle Rutenach-Königsberg, al BIM eh, della Valle dell'Adige, tante istituzioni per poter appunto mettere insieme questo evento, le biblioteche, non dimentichiamocele, e gli sponsor privati. Anche questo è importante, una sinergia importante tra pubblico e privato che ci ha permesso appunto anche di poter curare alcuni dettagli no, di questi due giorni. E quindi ringrazio Codipra, l'Associazione dei grossisti e delle piccole e medie imprese del Trentino, Itas Assicurazioni, Vetri Sp Speciali, le casse rurali, sia la Rotagliana Giovo che Mezzocorona Valle di Cembra, la Vis, Enartis, Carto Trentina, Enjoy 33, Amorim, Vason, Centroeno. Qui vedete quanti sono, perché appunto tutti hanno contribuito. E ringraziamo anche Ais Trentino che ci sta aiutando tantissimo nella parte appunto di degustazione e walk around e la Strada del Vino e la Confraternita della Vite del Vino. Spero Ah no, mi sono dimenticata una cosa fondamentale, mi sono dimenticata di, di ringraziare appunto la Fondazione Ma. In particolare il professor Massimo Bertamini, che ci ha aiutato nella organizzazione e nella gestione delle relazioni, ma anche eh, ci ha dato un sacco di spunti e, e di aiuti insomma, a, a tutti i livelli. Eh, anche al professor Facchini, un grazie, e anche a Salvatore Maule. Poi vedrete nel pomeriggio c'è anche questa sinergia che si è creata tra il concorso appunto, dei Vini e Territori e eh, Incontri Italiani. Credo e spero veramente, se mi dovessi essere dimenticato qualcuno, perdonatemi perché sono anche un po' provata alla fine dei due giorni e ora vi lascio alle relazioni. Grazie mille. Bene, allora possiamo dare inizio adesso alla sessione scientifica. E il tema di questa prima sessione del mattino è Borgogna e Rotaliana, territori che si incontrano, quindi parliamo appunto del terroir. Iniziamo con la Borgogna, abbiamo il piacere di avere con noi Jean-Yves Bisot, che è una, una, eh, vignaiolo, un vignaiolo, che è proprietario della Domaine che porta il suo nome, nella, nella Vosne Romané, e è qua nel suo ruolo di... Di eh, vicepresidente del Comitato Tecnico del Bureau Interprofessionale Douvain de Bourgogne, che è un esempio interessante da meditare, probabilmente anche per il Trentino, dato che eh, la promozione in questo caso è condotta in maniera congiunta da viticoltori e commercianti in una maniera sinergica. E quindi prego, prego la, lascio la parola al relatore. Grazie. Je sais pas quel micro fonctionne. Celui-là, ça sera bon. Voilà, merci. Alors, merci de votre présence ce matin. C'est moi qui suis chargé de commencer les, les hostilités. Donc, je vais vous présenter les, la, les vins de Bourgogne via la présentation officielle, un peu officielle du BVB, puisque je, je ne représente pas mon propre domaine aujourd'hui, mais effectivement l'interprofession, comme ça a été souligné. Donc je me tiendrai un petit peu à peu près au cadre que j'ai quand même modifié parce que j'ai toujours du mal avec les cadres. Et j'apporterai aussi des informations complémentaires sur ce qui peut être dit dans ce PowerPoint qui est quand même plus à destination d'une formation sur les vins de Bourgogne que à public comme celui d'aujourd'hui. Donc j'apporterai quelques informations complémentaires. Donc la Bourgogne, c'est une petite région viticole. Donc, euh, un peu moins de 30 000 hectares euh, de vignes répartis sur cinq secteurs. Donc, au nord, vous avez <laughs> l'Auxerrois et Chablis. Un peu euh, toujours au nord, mais euh, à l'est, c'est le vignoble du Châtillonnais. Côte-de-Nuit, côte de Beaune, Côte-Chalonnaise et le Mâconnais qui constitue la partie sud. Donc, le Châtillonnais est au nord, juste au nord du Châtillonnais, c'est la Champagne et au sud, c'est le Beaujolais. Il faut que je trouve la bonne touche. Hein. Voilà. Donc la Bourgogne, elle est connue pour une multitude d'appellations. Il y en a 84, de différents, différents niveaux, qui se répartissent sur le, tout le territoire. Donc certaines sont très connues, euh, bon, les grands crus, bien évidemment, mais aussi euh, des appellations communales, d'autres le sont nettement moins. Donc il y a une grande diversité de réputation dans les vins, mais globalement, la Bourgogne jouit d'une grande réputation. La Bourgogne, c'est euh, différents types de vins. C'est du blanc, du rouge, des créments et un petit peu de rosé. Alors, la Bourgogne, aujourd'hui, c'est 59, enfin, à peu près 60% de, de production de, de vin blanc. Euh, c'est l'habitude de dire chez nous que la Bourgogne blanchit. Donc, cette part augmente d'année en année, assez régulièrement. Alors... C'est assez intéressant parce que euh, si l'on se réfère à la, aux nouveaux marchés mondiaux, ce sont plutôt des marchés qui consomment des vins rouges. Et c'est un, un peu une inquiétude parce que la Bourgogne euh, plus, se développe plutôt sur des vins blancs, plus pour des raisons, éco des raisons économiques. Donc euh, parce que le vin blanc euh, se produit un peu plus, l'élevage est plus court et euh, se, se vend un peu mieux euh, au, niveau du, au, niveau, au niveau du vrac, qui reste quand même un gros marché sur le, en Bourgogne. Les vins, les vins rouges, donc 30%, euh, ça a longtemps été l'image de la Bourgogne, ça le reste encore, mais c'est une, une, une image qui tend à s'estomper au profit donc justement de, des vins blancs. Le crément, c'est une euh, production qui est en plein développement. Euh, donc qui est, qui est porté par une interprofession du crément qui est extrêmement dynamique, qui élabore beaucoup de stratégies et qui aujourd'hui arrive à s'implanter sur des marchés euh, intéressants, mais peu valorisés encore. Alors il y a aussi un peu de rosé, mais voilà le verre aurait été trop petit, donc on n'a pas pu le mettre. C'est vraiment on doit faire à peu près 1% de production en verre rosé en Bourgogne, donc c'est vraiment anecdotique. Pour, la, pour quelques, donner quelques chiffres, euh, la Bourgogne, donc je vous disais 29 500 hectares, c'est moins de 20% du vignoble mondial, c'est moins de 0,3% de la production mondiale, mais c'est un peu plus de 3% du chiffre d'affaires. Donc, autant dire que ce sont des vins qui sont plutôt bien valorisés. Bien valorisés ne signifie pas que tous les vins sont. Atteignent des prix très élevés, puisque globalement, l'ambitus est très large. Il y a des vins qui sont à des prix très bas et d'autres qui sont des prix parmi les plus chers du monde. Donc, cette, ce, ce 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires traduit mal les disparités. En gros, sur les 186 millions de bouteilles commercialisées, 50% appartiennent à des appellations régionales. Et sur, euh, ce ne sont pas les vins les plus, les plus enfin les qui, qui, qui margent le, le plus. Sur euh, le chiffre d'affaires à l'export, qui représente à, à peu près la moitié aussi de la moitié des ventes, le 36% du chiffre d'affaires est constitué par les grands crus et les premiers crus. C'est-à-dire moins de 15% de la production. Donc, on a une grande disparité dans les revenus. Donc, le vignoble bourguignon, donc là, on, va, on va rentrer un peu dans le, dans le mythe. Euh, donc, 2000 ans de construction des terroirs. C'est euh, là que je vais prendre aussi un peu de distance par rapport à tout ce qui est écrit sur le, sur le diaporama. Là, on présente toujours le vignoble bourguignon comme étant l'alchimie du terroir, donc un, élément, un ensemble d'éléments naturels, euh, la météorologie le sol, le sous-sol et euh, l'exposition des coteaux favorable. Donc, euh, on a décidé que l'exposition le, la plus favorable, c'était l'exposition est, parce que dans notre imaginaire, le vignoble bourguignon, la représentation du vignoble bourguignon se résume essentiellement à la côte de Nuit et côte de Beaune. Bon, le vignoble bourguignon est bien plus diversifié, chablis à une situation à des coteaux dans toutes les, dans tous les, dans toutes les directions, enfin, sauf le nord. Et la côte chalonnaise, de la même manière, c'est une structure qui est bien plus diversifiée que la, la côte de Nuit, côte de Beaune. Mais dans notre imaginaire, c'est toujours cette, cette, cette image qui est prépondérante. Donc deux cépages. Alors là, deux cépages, ces c'est pareil, à, ça relève un petit peu du mythe, parce que le blanc, par exemple, le blanc, c'est le chardonnay, effectivement, mais c'est aussi le pinot blanc et la ligotée. Euh, le le Pinot, bah, effectivement, euh, constitue la, majeur, la, la production du, en, majeur, en grande partie du, du, du vin. Bon, bah, il y a un peu de Gamay dans quelques cuvées et un peu de César euh, à hérancy. Donc c'est vraiment sur le plus, plus ponctuel. Dans les, j'en ai encore oublié, dans les blancs. Excusez-moi, il y a aussi donc du Sauvignon à Saint-Brie. Donc l'imaginaire bourguignon n'est pas enfin, est fondé sur le Chardonnay, mais en réalité est beaucoup plus divers, beaucoup plus divers que ce qu'on veut bien dire habituellement. La question se pose d'ailleurs historiquement, puisque dans le, dans le livre de Laval en 1850, il utilise... Euh, aussi bien le terme de Chardonnay pour les blancs que le terme de Pinot blanc, sans qu'on sache s'il fait vraiment une différence entre les deux, si c'est une confusion du terme ou une confusion des cépages. Voilà. Donc là on, a la... on, va par... on va parler un peu de la géologie. C'est le... ce qui est représenté là, c'est l'image du vignoble tel qu'on veut la faire passer. Donc sur des terrains qui sont anciens. Donc, 135-195 millions d'années. Euh, en réalité, c'est. Désolé, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. C'est cette partie-là qui est considérée comme le substratum. Mais le vignoble, en réalité, ne s'arrête pas à cette limite ici. La vignoble s'étend beaucoup plus bas sur le, le versant et donc va recouvrir aussi des terrains du, du tertiaire le, les marnes de l'Oligocène. Alors, pour l'anecdote, euh, sur cette partie-là, vous avez quand même des, des, des grandes appellations. Donc, je pense, par exemple, sur vos la les Saint-Vivants ou grands écheveaux. Donc, c'est pas du tout euh, une limite. Euh, la limite géologique n'est pas du tout une limite qui permet de différencier les, les grands crus, mais enfin les, la qualité des crus. Mais voilà, dans l'image que l'on a des, des vins, c'est un petit peu l'image, c'est ce qu'on veut projeter. Alors, je trouve ça assez intéressant. Pour quitter un petit peu le milieu viticole, c'est la capacité que l'on a, par ces mots d'expression, à se mettre des pots de banane devant les yeux lorsqu'il s'agit de communiquer. Il y a une réalité, et au bout d'un moment, on n'est plus capable de la regarder en face et de pouvoir l'analyser sereinement. On passe dans la, trop dans la communication. Donc là, nous avons les photos de, après avoir vu la, la, la coupe géologique qui permet de comprendre la côte, le, le vignoble bourguignon, on passe sur des secteurs qui sont très différents et qui, en, en, en réalité, structurellement, n'ont rien à voir, que ce soit le paysage, enfin, le, la, côte de, la côte de Beaune, qu'on vient de voir sommairement, mais le paysage de Chablis est un paysage de, de Cuesta qui n'a rien à voir avec le paysage de, de, de relief de faille. Le paysage du Mâconnais, ce sont des plans inclinés, géologiquement. C'est pareil, c'est une structure complètement différente de ce que l'on a en, en Côte de Beaune et ce qu'on a vu tout à l'heure. La constante, c'est d'avoir des terrains plutôt calcaires ou marneux. Donc, euh, ce qui nous fait dire d'ailleurs en Bourgogne que les meilleurs terroirs sont calcaires ou marneux, ce qui est aussi un peu réducteur, parce qu'on est heureusement qu'il existe des vins sur d'autres euh, terrains. On ne boirait pas beaucoup autrement. Alors la question de la météorologie, donc là j'ai parlé en faisant très attention parce que j'ai une professeure de climatologie qui, me, qui va me contrôler dans mes propos. Euh, c une, effectivement, c'est une donnée importante. Est, la, la Côte Bourguignonne est, enfin, est un, la Bourgogne est dans un, un vignoble septentrional. Euh, c'est la partie quasiment extrême de la production des vins rouges, euh, donc avec le Pinot, euh, et les conditions sont, euh, enfin, sont parfois limites ou pourraient être limites. Effectivement, euh, le, 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 si on se réfère à Côte de Nuit, Côte de Beaune, la situation est quand même assez privilégiée. On a une zone le, en bas de coteau qui nous met à l'abri des vents d'ouest, des vents un peu des vents du nord et qui nous permet d'avoir une zone, un optimum climatique à cette, euh, dans, dans, au bas du versant. C'est donc là que sont installés les, les vignobles. Plus au nord, à Chablis, le, le vignoble, donc là, ce sera plus orienté vers le, vers le blanc que vers le rouge. Il y a un tout petit peu de rouge, mais plutôt blanc. Et euh, la situation euh, dans, dans, dans l'Equesta euh, n'évite pas les jets de printemps et c'est un vignoble qui a souffert pendant très longtemps de ces phénomènes euh, météo jusqu'à la, la, la mise en place de systèmes de lutte contre le, contre le gel. Donc euh, par aspersion essentiellement ou euh, par bougie maintenant. Alors... Voilà, on va rentrer là encore un peu plus dans l'imaginaire la Bourgogne le berceau naturel du Pinot Noir et du Chardonnay. Alors le Chardonnay, euh, alors le, le Pinot, on euh, enfin, va commencer par le Pinot plutôt par le rouge, c'est effectivement le, un cépage que l'on considère comme étant très attaché au, à, à la Bourgogne. Apparemment, d'après ce que j'ai cru entendre de la part de Jean-Pierre Garcia qui est ici présent, donc je parle sous son, sous, sa, sous son contrôle, les premières traces du Pinot sont euh, en réalité dans le vers euh, dans l'Yonne plutôt dans le, la partie nord du département et elles doivent dater du 13e ou 14e je sais plus. Voilà. donc on n'a pas forcément une attestation aussi forte du pinot en bourgogne ancienne et c'est probablement peut-être un cépage qui s'est développé euh, par la suite peut-être. Voilà. quant au chardonnay euh, le chardonnay c'est un mélange c'est un, un croisement entre le, entre le Goué et le pinot qui s'est fait quelque part dans l'est de la france sans qu'on sache si c'est en alsace, en champagne, dans le jura ou en bourgogne. Ce qui, il a pris le nom d'un petit village de, 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 de Bourgogne qui s'appelle Chardonnay, en Saône-et-Loire, et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on considère qu'il est, qu est de chez nous, mais seulement parce qu'il porte le nom d'un village sans qu'on qu sache s'il provient vraiment de ce village ou si c'est parce qu'il s'est particulièrement installé là. Donc il y en a d'autres de ces pages, dont un qui est, enfin deux qui sont toujours issus du croisement du Goué et du, du Pinot. Alors, le Goué c'est un cépage qui est assez, assez rustique, qui a plus qui était plus tellement développé aujourd'hui, il avait resté une vigne en Suisse, je crois, mais qui est extrêmement productif, voilà. Mais les descendants du goût et du pinot sont très intéressants puisqu'on en connaît déjà au moins, il y en a deux en Bourgogne, le Gamay et le, la ligotée, et il y a aussi le melon de Bourgogne, euh, qui, est, qui est, qui a trouvé, euh, qui a pris racine dans le, dans le muscadet. Donc vous avez les pourcentages, il y a 3% de gamets, de souvignons et, euh, et d'autres cépages et 6% d'alligotés. C'est c'est assez marginal, mais c'est un cépage qui est, assez, euh, qui est très bien implanté en Bourgogne. Une partie importante, effectivement, c'est le, le savoir-faire. Donc euh, un savoir-faire qui est, qui est relativement ancien. Donc, dans, dans, le, dans le, les, les pratiques viticoles aujourd'hui, enfin les pratiques de vinification et les pratiques de culture de la vigne, ne sont quand même pas, ne datent pas du Moyen Âge. Il faut quand même bien s'en se, se, persuader. Et c'est plutôt des techniques qui sont issues du XIXe, voilà. donc notamment la macération. Euh, le, les, les usages loyaux et constants, c'est le terme auquel on se réfère régulièrement, loyaux étant euh, qu'on répond à la loi et constants qu'on n'évolue pas. Mais en réalité, les, les pratiques évoluent tout le temps fort heureusement, comme dans tous les vignobles, sinon on serait déjà mort depuis longtemps. Une partie importante aujourd'hui, justement, pour dire qu'on doit, on doit ne peut pas être constant complètement, ce sont les enjeux environnementaux. Alors, le vignoble bourguignon est un vignoble qui est, enfin, qui est très imbriqué avec les, les habitations, les villages. Et cette situation entraîne des zones, enfin, entraîne des conflits assez réguliers et de plus en plus fréquents avec les, les riverains. Donc, pour des problèmes de traitement, des problèmes de bruit, mais essentiellement euh, liés au, à l'utilisation des, des pesticides. Donc, euh, le, le vignoble bourguignon s'est engagé dans une voie de, 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 de rationaliser les traitements et d'essayer d'éviter, donc, peu à peu, les, les d'évoluer vers une pratique plus environnementale des, des, des choix de produits, donc moins de produits toxiques, voilà, et, euh, et de prévenir, d'avoir des relations plus, plus que plus, enfin, plus fraternelles avec les riverains, donc prévenir quand on fait un traitement, par exemple, voilà. euh, éviter les traités euh, à côté des écoles euh, pendant les cours de pendant les récréations, ça évite quand même des, des conflits. Voilà. Mais c'est un point très important et de toute façon qui euh, à terme va nous, nous obliger à changer de modèle de production. Jusqu'alors, le traitement était quand même, un, enfin, pour moi, le traitement est un moyen peu onéreux de, sur une récolte. Euh, si l'on est obligé de se passer de ce système, il va falloir euh, revoir complètement notre, notre système et de production et de commercialisation. Les vignobles, alors les climats, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse des climats aujourd'hui, donc un héritage mondial, il dit. Sur de la Bourgogne, alors les, les climats, les climats bourguignons, effectivement, c'est un classement euh, au, au, au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est qui est important, enfin, qui est assez fédérateur au niveau, au niveau de la Bourgogne, pas forcément au niveau de tous les vignobles, parce qu'il n'inclut que la côte de nuit et la côte de Beaune. Euh, jusque dans son prolongement sud avec les Maranges, mais le reste en est exclu. Euh, donc, ça, ça crée un petit peu des tensions au sein des vignobles, mais politiquement, c'est assez, euh, c est, c est très porteur. Alors. Les appellations bourguignonnes. Donc, ça, cette pyramide, c'est la représentation qu'on se fait habituellement. C'est pyramide de la hiérarchie des appellations. Donc, quand, qui dit pyramide dit déjà quelque chose de sacré, mais si vous si vous ajoutez hiérarchie, vous êtes vraiment carrément euh, dans le sacré du sacré, et elle paraît immuable, cette, cette pyramide. Il faut bien voir que les appellations ne se sont pas construites à partir de cette pyramide, c'est cette pyramide qui s'est construite après les, la, la, la mise en place des appellations. Voilà. Et donc, euh, le, on a superposé l'ensemble, alors que, dans, initialement, les systèmes fonctionnaient les uns à côté des autres. Donc, au-dessus, évidemment, les grands crus. 3, 2% de la surface, moins de 1% de la production des Bourgognes. Ils sont au nombre de 33. Les, les premiers crus, qui est classe, la classe intermédiaire, oh, décidément, ils me sont encore trompés de bouton. Ah. Désolé. On va y arriver. Voilà. La, la classe intermédiaire, les premiers crus, qui est une, une, une zone intermédiaire entre, les, entre les, les grands crus et les communales, donc des, des zones de que de, des appellations communales qui ont été délimitées par, par l'INAO. Ça, c'est une création qui est venue se greffer euh, sur le, dans la hiérarchie euh, au moment de la, pendant l'occupation, entre 1939 et 1945. Voilà. Les appellations communales qui représentent ici. Dans, le, dans la pyramide le cœur de la production et puis les bourgognes en réalité si on se réfère à la à, à, aux surfaces le cœur de, de la production c'est le bourgogne c'est là que le, 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 le plus de surface voilà. Le, la, 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 la base étant euh, cette offre-là ne représentant pas forcément d'ailleurs la gamme, puisque certains grands crus euh, ne sont pas sont sont, bien, sont moins chers que certaines appellations communales. Donc c'était ça c'est l'offre, ça n'a rien à voir avec voir avec la gamme de de vins des domaines. Mais cette pyramide, elle est elle est importante, c'est celle celle que l'on que l'on projette, projette en permanence. Mais ça, une, une, comme je le, je le redis, c'est une construction qui s'est faite a posteriori. Donc elle n'est pas forcément immuable. Et euh, bon, à titre personnel, j'essaye un peu de faire bouger, les, de, de faire bouger euh, la représentation de manière à, ne, à, à débloquer un petit peu cette, ce système qui est quasiment un système social. Voilà. La répartition du, des grands crus, euh, sur, euh, la répartition des appellations sur un coteau, là, c'est l'exemple le, de Chambol. Qui est, qui n'est comme, comme chaque fois en Bourgogne jamais un exemple type, puisque donc là nous avons le, le c'est toute représentation cartographique qui est qui est non normée puisque normalement la, la, le nord est à droite ici. Donc vous avez une vous avez ce qu'on appelle une combe, c'est la vallée ici. Voilà. Et les, 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 les grands les, les dans, dans, dans un village dans une combe normale dans un système normal entre guillemets il n'y a pas de premier cru en dessous des Combes, sauf à, sauf à Chambol. C'est un, un exemple particulier. Donc, en réalité, les appellations régionales sont, vont constituer le bas, la partie très basse du coteau, donc vraiment dans la plaine, sur des sols assez, assez, assez épais, lourds, souvent peu, enfin mal drainés, un peu humides. La partie un peu plus haute, sur des, des cailloutis ou des fois des sols aussi un peu argileux, ce sont les appellations communales, les premiers crus. Et ici, vous avez deux grands crus là, les Bonnes Mares et les Musigny. Voilà, qui, se, qui, se, qui occupe la partie euh, normalement médiane du versant, pas la partie haute. Voilà. Mais ça correspond. cette, 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 cette image-là correspond un petit peu, répond à celle de la hiérarchie, c'est-à-dire que le haut est occupé par le grand cru. C'est une représentation euh, symbolique. Le haut du versant est occupé aussi, comme c'est le cas ici, par un grand cru. Voilà. Ça, 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 ça conforte l'idée de la pyramide. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Donc c'est euh, pour. Euh, enfin, je crois qu'il n'y a plus d'image. Voilà pour dire que le, les appellations en, en, en Bourgogne, c'est euh, enfin c'est notre c'est notre c'est notre, notre force. Voilà. Mais il faut savoir les regarder aussi de manière assez assez lucide et savoir exactement. Euh, enfin essayer de comprendre un petit peu comment elles se sont construites pour pouvoir aller. Enfin pour pouvoir aller plus loin et continuer. Voilà. Donc dans toutes les démarches, il ne faut pas faut oublier que l'appellation, c'est une construction humaine, ça se construit euh, au fil des années, avec euh, des avancées, des fois des, des reculs, et que rien n'est euh, condamné à être éternel, donc tout doit pouvoir pour continuer à bouger. Voilà. Je vous remercie de votre, de votre attention. Scusate, ringrazio il relatore per essere stato nei tempi, il programma prosegue adesso col professor Paolo Facchini, storico professore di viticoltura di San Michele e un ricordo personale, io, il primo convegno del Tiroldi che ho visto era nel 1989, mi ricordo che ne curava gli atti, quindi direi che eh, abbiamo aspettative alte, buon, buon lavoro. Assieme al nostro comune amico Mario Falcetti peraltro. Buongiorno a tutti, buongiorno alle signore e alle signorine, molte delle quali mie studentesse. Buongiorno e grazie di essere intervenuti soprattutto ai nostri graditi ospiti francesi, la delegazione della Borgogna, territorio eh, al quale mi lega un'amicizia particolare. Ringrazio il nostro direttore generale per aver ricordato le esperienze di tirocinio vendemiale che San Michele, col seno di poi potremmo dire, ha saputo con lungimiranza proporre. Vent'anni eh, fa si partiva con la prima pattuglia di studenti di San Michele alla volta della Borgogna nel 1999. Ho avuto il piacere ieri pomeriggio di fare un breve intervento da attore non protagonista, peraltro perché i protagonisti sono stati tre miei ex studenti che hanno illustrato a turno queste loro esperienze, quindi un, un grazie agli amici della Borgogna. E, è sempre un piacere ritornare in quella terra. Il mio intervento, devo starci è nei tempi perché l'amico francese che mi ha preceduto è stato ottimo e quindi metto sotto osservazione il mio orologio. Un intervento che vuole essere un'informativa, un un'informativa molto più di immagine che non di testo, molto più illustrata che non scritta. Spero che questo possa intercettare questa mattina la vostra attenzione. Eh, ho l'onore, in molti passaggi anche l'onore, eh, di occuparmi di viticoltura a San Michele da oltre 30 anni e il dottor Mativi ricordava giustamente un appuntamento quasi storico ormai nel lontano 89. Eh, con un convegno organizzato proprio sul teroldego eh, rotagliano. È doverosa, però, visto che il tema che mi è stato chiesto di trattare è una breve panoramica sulla viticoltura trentina e, in particolare, su quella della piana rotagliana, una premessa sul contesto produttivo della viticoltura italiana, ragionando su. I tre grandi areali che vedete riprodotti, il nord Italia, la fascia centrale italiana e poi il nostro mezzogiorno, l'Italia meridionale, compresa la Sicilia e la Sardegna. I dati del nostro Istituto Nazionale di Statistica hanno contato 650.000 ettari. Intesi come superficie uva da vino, a cui si aggiungono quasi 44.000 ettari di uva da tavola. La ripartizione, voi vedete, è, il ruolo importante è della, del mezzogiorno, non secondario quello del nord Italia, con importanti realtà produttive anche in campo spumantistico, e poi la fascia centrale, dove evidentemente la Toscana la fa da padrona. Per quanto riguarda l'uva da tavola, vi ricordo che due sono le realtà regionali che eh, primeggiano: la Puglia e la Sicilia. Il vigneto Italia, per quanto riguarda le denominazioni di origine, si attesta su 415 denominazioni di origine protette, 74 di queste sono controllate e garantite, 341 sono. Le denominazioni di origine controllate. Questa è un'infografica che vi illustra il passaggio, se volete, da un vecchio sistema di denominazione eh, dei vini italiani, peraltro tuttora operante, e l'adeguamento alla normativa europea a partire dal primo di agosto del 2009. Il regolamento c'è, peraltro era dell'anno precedente. Dati 2007 noi abbiamo su un totale di quasi 44 milioni di ettoletri prodotti in quell'anno una ripartizione che è del 40% per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, abbiamo un 33% di vini da tavola e un 27 per le indicazioni geografiche protette o tipiche che dir si voglia. Eh, ci fa piacere, nonostante l'essere noi Trentini un vigneto molto piccolo rispetto alla realtà nazionale, eh, poter occupare la prima posizione in termini di percentuali di vini a denominazione di origine protetta rispetto alla produzione. Eh, nazionale. Al Trentino bisogna tornare perché alcune informazioni volevo fornirvele. È il Trentino, la parte meridionale della regione Trentino Alto Adige, la provincia autonoma di Trento che confina con la provincia autonoma di Bolzano. Sulla parte destra, per voi che guardate, l'indicazione delle sette denominazioni di origine controllate le sette doc che caratterizzano il territorio provinciale le vedete elencate nella parte alta della diapositiva a queste aggiungiamo le quattro indicazioni geografiche protette o tipiche della nostra realtà per dire quanto siamo piccoli se questa è una Lussureggiante pianta di vite, quasi bucolica, potremmo dire, i 650.000 ettari la rappresentano. Noi siamo quella piccolissima cosa, poco più di 10.000 ettari di superficie coltivata a vite in Trentino. La distribuzione di questi 10.000 ettari è più o meno equamente ripartita tra pianura e collina, abbiamo un 20%. Di viticoltura di montagna. La produzione in termini di quintali di uva del 2018 ha visto una impennata notevole rispetto, peraltro, all'esiguità di produzione del 2017 e ci accomuna in parte all'illustrazione delle ripartizioni produttive della Borgogna, il fatto di avere una netta percentuale. Di produzione di uve bianche tre quarti eh, e un quarto destinate alle uve rosse. Se tornassimo indietro di qualche decennio, penso fino alla fine degli anni 70, ebbene questa ripartizione era esattamente rovesciata, vedevamo in quei tempi un 70% di uve rosse e appena un 30% di uve bianche. Questo per farvi capire quanto abbia significato negli ultimi decenni la diffusione, l'importanza che ha assunto soprattutto il vitigno Chardonnay, utilizzato per la produzione del nostro spumante metodo classico e negli ultimi anni, eh, onestamente, anche la diffusione del pino grigio, che vedete da qualche anno ha superato in termini di presenza varietale lo stesso Chardonnay. Tra le uve russe il teroldego, è il primo attore seguito a poca distanza dal Merlot. L'evoluzione delle superfici vitate, vado veloce, siamo, quando io ho iniziato a, fare, a insegnare viticoltura si ragionava in termini di superficie provinciale eh, sugli 8.700, poco meno di 9.000 ettari, c'è stata una, una crescita eh, graduale e costante che ci porta oggi ai 10.300 ettari. Vi dicevo e vi ricordavo prima l'eccezionale produzione del 2018 che fa da contraltare: vedete, all'esigua produzione che c'è stata nel 2017. Quindi potremmo ragionare su un valore medio che copre gli ultimi dieci anni: ben inferiore al 1.300.000, ma sicuramente superiore ai 980.000 quintali del 2017. Eh, ci sono state punte produttive molto importanti, come vedete, nel 2013 e nel 2009. Cosa è successo alle nostre uve, eh, sia a bacca rossa che a bacca bianca? Lo, lo vedete una crescita costante, graduale, delle varietà a bacca bianca rispetto uh, alle uve rosse. Eh, vedete che, vi dicevo, prima del, degli anni 70 e di quel 70% di, di rosse. Eh, a metà degli anni 90 le uve bianche avevano già raggiunto e superato seppur di poco le varietà bacca rossa. Pino Grigio, Chardonnay e Muller turga fanno il grosso della produzione della viticoltura trentina. Abbiamo poi eh, l'opportunità nelle prossime... Slide di vedere alcune particolarità sui vitigni che noi consideriamo autoctoni. Queste sono le cinque fondamentali zone in cui eh, ripartiamo la nostra viticoltura. Partiamo dalla piana rotaliana, che è l'argomento, il, il motivo del nostro essere qui oggi riuniti. La Valle di Cembra, a seguire eh, in un percorso verso sud la Val d'Adige. Per arrivare poi nella parte meridionale del Trentino in Vallagarina e spostarci leggermente verso occidente nella Valle dei Laghi, queste zone hanno una serie di vitigni, Il Terodigo, credo abbiate ormai capito, è l'emblema della piana rotaliana. Così come per altri versi il Muller Turgo è diventato emblema produttivo della Valle di Cembra, così come il Marzemino è il vitigno rappresentativo della Valla Garina. Certo, c'è molto Chardonnay. C'è ancora del Merlot e del Cabernet Sauvignon. La Valle dei Laghi è altrettanto conosciuta per un vitigno bianco locale, nostro, che è la nosiola, e con una discreta presenza del Sauvignon. In Val d'Adige, sia nelle zone di pianure che lungo i versanti, abbiamo soprattutto lo Chardonnay e il Pino Bianco, che sostanziano soprattutto il primo. Il nostro spumante metodo classico. Eh, ho citato i vitigni autoctoni. A noi piace ricordare che il Teroldego è della piana rottagliana, il Marzemino caratterizza la parte meridionale del Trentino, la Nosiola, la valle dei laghi. Eh, L'abbiamo aggiunto il Muller-Turgau, eh, a noi piace considerarlo quasi acquisito e, e ben acclimatato in Valle di Cembra e quindi permettetemi di inserirlo tra questi. I vigneti della Valle di Cembra sono un elemento del paesaggio viticolo della provincia di Trento ineguagliabili. Questa è una veduta presa dalla zona di San Michele che ci ospita, la Valle dell'Adige, guardando verso sud e poi arrivando alla città capoluogo, i vigneti collinari che circondano la città di Trento nei suoi diversi versanti. Arriviamo a Rovereto, andiamo verso la parte meridionale del Trentino, la valla Garina, la valle dei laghi, con il suo magnifico castello a incorniciare il tutto. Velocemente le forme di allevamento. Noi abbiamo soprattutto la pergola trentina semplice con la particolarità di avere questo piano inclinato, questo tetto inclinato, sul quale tutta la fascia vegeto-produttiva si appoggia. Alcuni dettagli tecnici. Abbiamo delle densità di impianto che superano quelle tradizionali, quando la pergola semplice si piantava a tre metri tra i filari e un metro sulla fila, abbiamo un po' ristretto, arriviamo a 4.400 cepietri. Abbiamo poi la pergola doppia trentina che caratterizza invece in maniera più importante la piana rotagnana, si allargano le distanze tra i filari e la densità evidentemente diminuisce. Questo è un esempio di pergola doppia trentina concatenata. Abbiamo poi anche in alcune realtà eh, sostituito, abbandonato, provato eh, il Guillot nelle sue versioni che noi definiamo classiche piuttosto che ad archetto eh, e anche un po' di cordone eh, speronato. Eh, il Guiò nostro, il modello classico italiano è abbastanza, abbastanza leggermente diverso, però per un aspetto fondamentale che riguarda l'altezza di impalcatura del fusto. I, I francesi sappiamo nelle diverse loro realtà produttive impalcano molto più basso, quasi a metà di questa altezza e di conseguenza anche l'altezza complessiva fuori terra dei loro filari non supera generalmente il metro e 50 il metro e 60. Questo è un esempio di applicazione <coughs> di un sistema a spalliera nelle nostre realtà produttive. Velocemente ho solo qualche minuto la Piana Rotaliana, il cuore del Trentino della regione. Questa è una veduta presa da nord, in primo piano sulla parte bassa, le realtà della Piana Rotaliana e poi sullo sfondo la Val d'Adige e Trento. Sono poco più di 400 ettari quelli coltivati a Teroldego, 65.000 quintali prodotti. La pergola doppia vi dicevo è caratteristica di questa realtà, abbiamo del Guyot adottato da alcuni importanti produttori locali. Eh, la Piana Rotaliana interessa il comune di San Michele all'Adige nella parte che sta al di là dell'Adige, una frazione di Grumo e poi i nuclei storici di Mezzo Corona e di Mezzo Lombardo che voi vedete qui rappresentati presi dalla collina di Faedo. Mezzo Lombardo, Mezzo e San Michele all'Adige, questi sono i borghi che coinvolgono questa importante realtà produttiva e i vigneti che rientrano nella denominazione terrore italiano arrivano fino a lambire la frazione di grumo di San Michele all'Adige. Importante perché oggi eh, si è soliti considerare la, la, la piana, lo dice il termine stesso, una pianura alluvionale. Era in realtà un tempo un conoide di, di direzione eh, formato da un torrente importante che nel corso dei secoli. Prima che avesse il percorso attuale, ha notevolmente caratterizzato eh, l'areale produttivo. Questi sono un po' di dati tecnici: l'altitudine, la quota media, le temperature medie annuali, quelle di germogliamento importanti, nonché quelle di fioritura. Per eh, gli addetti ai lavori, due indici bioclimatici che danno l'idea di quanto sia la potenzialità dal punto di vista climatico dell'areale eh, viticolo, 900 mm. E sto veramente per chiudere. Teroldego con un tipico grappolo allungato. Lo troviamo in Trentino, citato a partire dal 1500. Considerato da molti il vino principe del Trentino. È la prima doc riconosciuta in Trentino nel 71. Ricordo solo alcuni cloni importanti, non tutti alla stessa maniera. Sicuramente quelli magari a grappolo un po' più contenuto in termini di dimensioni e di compattezza, quindi non penso al 146 ma forse al 152 piuttosto che all'ultimo. Vorrei ricordare qui eh, uno dei pionieri della, vit della viticoltura ma soprattutto della selezione clonale in Italia, Italo Roncador che ci ha lasciato ormai dieci anni fa e che mi ha accolto nel... 85, quando io sono arrivato a San Michele, eh, cercando di istruire un neofit della viticoltura che poco o nulla era riuscito a carpire dai suoi studi universitari. Sui cloni ci sarebbe da soffermarsi parecchio, perché molte critiche hanno offerto questi primi lavori di selezione clonale. C'è chi oggi punta molto di più ad una selezione clonale debole, piuttosto che a interessanti lavori di autofecondazione sul teroldego. Se avrete tempo e piacere, eh, se dal vino si passa al piatto, una, una prelibatezza è sicuramente questa. I protagonisti eh, li avete in parte conosciuti nelle degustazioni di ieri e che continueranno anche oggi. Permettetemi di ricordare questa iniziativa che nasce lo scorso anno, nove giovani produttori, un teroldego che vuole essere in parte sia evoluzione ma forse anche rivoluzione e riconosco in questa immagine alcuni dei miei studenti che ho avuto l'onore di accompagnare in una parte dei loro studi. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Bene ringrazio ringrazio anche il professor Facchini per questo intervento e purtroppo non abbiamo tempo per discussione perché siamo 20 minuti in ritardo e passo la parola al dottor Emanuele Ecel per la prossima sessione. Grazie a tutti. Eh, buongiorno anche da parte mia. Eh, Inizia adesso la seconda sessione che prevede tre relazioni. Eh, la seconda sessione è dedicata ai cambiamenti eh, climatici e alla viticoltura sia in Borgogna che in Trentino. È una tematica, come eh, sapete, eh, piuttosto attuale. Eh, non è attuale da adesso, è attuale già da un po' di anni, ma eh, si comincia a parlarne in modo diffuso solo da poco, purtroppo. È una tematica che eh, investe la viticoltura e la produzione di vino, eh, secondo me, in modo eh, particolarmente importante, eh, non tanto perché, perché eh, la vita sia più soggetta di altre culture agli effetti del cambiamento climatico, quanto piuttosto perché... Eh, sono rilevanti gli effetti che il cambiamento può avere su una cultura così specializzata come quella della vite. Eh, non voglio dilungarmi, ma, ma semplicemente ricordo il legame inestricabile che esiste tra un vitigno e la sua zona di origine, sia dal punto di vista ambientale che eh, geografico e culturale. Naturalmente un cambiamento importante, forte nel, nell'ambiente, nei suoi aspetti climatici, nel futuro è in grado anche di, di mettere in discussione questo eh, potenzialmente questo legame che esiste tra eh, un vitigno e il suo, il suo territorio. Eh, quindi cominciamo subito con la prima relazione del eh, professor Benjamin Bois dell'Università della Borgogna eh, che ci darà un quadro delle, eh, della situazione della relazione tra il cambiamento climatico e la viticoltura nella sua regione. Prego. Grazie. Grazie Emanuele. Eh, buongiorno a tutti. Allora, il mio italiano è un po' random. Eh, ok, sì. Eh, allora io preferisco parlare in francese, quindi se avete le cuffie sarà più facile. Però prima volevo... Ringraziare a nome di tutta la delegazione francese di de, de Borgogna, la, la Piana Rotaliana, l'Associazione la, Cultura, il Consorzio Turistico, grazie per la e, e anche uh, la, la Civilità di Bere che, che ha in collaborazione di questo evento. Siamo molto contenti. Io sono di Savoia, quindi delle Alpi, quindi mi fa sempre piacere di de, 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 de vedere delle montagne perché in Borgogna dobbiamo dire che le montagne sono un po'. Snell, <ride> e, però eh, vedremo che c'è una diversità climatica anche di là. E, e poi devo dire che eh, mi, mi ricorderò di questo viaggio perché quest comincia la mattina qui, sembra che comincia la mattina qui, prendere la... La, andare in montagna in tre minuti, facciamo 600 metri di altezza da mezzocorona con la teleferica, non so come si dice. E poi discende e prende la colazione con della musica. Prende, mai ho fatto questo in tutta la mia vita. Quindi grazie mille per questa esperienza unica. Um, ok, io non voglio allungarmi, cambio al francese. Um, là Alors euh, voilà, je, je, parle en, en, je vais m'exprimer en français, ce sera mieux pour la, pour la durée de la présentation. Um, donc, je vais vous parler de l'impact du, du changement climatique sur le vignoble de Bourgogne et les réponses possibles. Mais avant de démarrer, je voudrais euh, commencer dès la matinée, comme vous êtes encore alerte, par un, un graphique un peu complexe qui représente l'espace climatique des régions vitivinicoles dans le monde. Au moyen, c'est assez réducteur, de deux indices uniquement, l'un basé sur le bilan hydrique, l'indice de sécheresse, et l'autre basé sur l'indice de Huglin qui a été présenté précédemment, qui présente donc la précocité, la chaleur au cours de la saison de végétation. Donc en haut plus humide, en bas plus frais, à gauche... Euh, plus sec, pardon, à gauche, plus frais, et à droite, plus chaud. Vous avez chaque point gris qui représente un kilomètre carré de régions vitivinicoles dans le monde. Donc là, voilà l'espace climatique des régions vitivinicoles mondiales, 630 régions viticoles dans la planète qui sont présentées ici. C'est un travail que nous menons depuis une dizaine d'années avec mes collègues du Centre de recherche de climatologie de l'Université de Bourgogne. Et si l'on positionne la Bourgogne sur cet espace, eh bien, voilà où nous sommes... Un climat subhumide, plutôt frais à tempérer. Alors, je me suis euh, hasardé et je regarde mes collègues euh, de, de la Fondation NBUNMAC parce que c'est assez imprécis. Hein. J'ai des données sur Trento Alto Adige et donc ça, c'est une, une moyenne sur un paysage qui est très diversifié avec des grandes variations climatiques. Mais enfin, ça permet de, de se positionner approximativement par rapport à la Bourgogne. On est sur un climat qui, en termes de bilan hydrique, est assez similaire mais avec une dynamique. Saisonnières très différentes et des conditions thermiques plus chaudes, comme vous le voyez ici. Alors, si on regarde les moyennes extraites sur la base de données que nous exploitons, eh bien nous avons une pluviométrie qui est légèrement supérieure dans le Trentino, un petit peu plus généreuse au printemps, si j'ai bien compris, et plus sec, plus, un climat un peu plus sec pendant la période de maturation ou de récolte du raisin. Alors, on va parler de la Bourgogne. La Bourgogne présente, en dépit d'une topographie peut-être moins marquée, mais en raison de son étalement latitudinal assez grand, une diversité thermique en termes de température assez marquée. On voit par exemple qu'à Chablis, on a un climat qui est plutôt frais. Alors ici, vous avez euh, des couleurs qui représentent le niveau de précocité, tardiveté potentielle de la récolte. C'est-à-dire est-ce qu'on va récolter tard dans l'année ou tôt dans l'année Potentiellement, attention, puisqu'il y a derrière, il y a, la, il y a le sol, et puis il y a la main euh, de la vigneronne ou du vigneron qui va euh, choisir sa date de récolte. Mais ça nous donne une idée de l'ambiance thermique des températures en saison de végétation. Et donc, euh, on a plutôt des régions euh, tardives à intermédiaires à Chablis, dans le nord, euh, également dans le, le châtillonnais qui n'est pas présenté ici. Une assez grande unité, même s'il y a une diversité locale qui est très marquée, en euh, regard de l'ensemble de la Bourgogne, un climat plutôt précoce, des conditions climatiques plutôt précoces sur l'ensemble de la côte de Nuit et de la côte de Beaune. À gauche, vous voyez ces zones colorées en bleu et en vert correspondent à euh, ce que l'on appelle les Hautes Côtes de Nuit et de Beaune, qui sont euh, des euh, régions vitivinicoles, des zones vitivinicoles, des secteurs plus en altitude et par conséquent plus frais. Au sud de la région, la température augmente et à proximité du Beaujolais, eh bien, on a les secteurs les plus précoces, sans surprise en allant au sud hein, de la Bourgogne viticole. Et si on essaye de quantifier par des modèles qui simulent la date de récolte, eh bien, on a potentiellement jusqu'à un mois, un peu plus d'un mois d'écart entre le début et la fin de la récolte sur le territoire, dû à cette variation de température alors localement il y a également une variabilité assez forte puisque les vignes sont généralement positionnées en coteaux jean yves bizeau vous a expliqué que de se méfier un petit peu des images euh, de communication qui, qui caricaturent et simplifient à l'excès mais enfin une bonne partie du vignoble est positionnée sur la partie médiane basse du coteau de manière à éviter les gelées les gelées printanières j'y reviendrai après qui ont tendance à avoir lieu plus souvent dans les euh, positions basses, en raison de l'écoulement de l'air froid. Et puis plus en altitude, on est en retard parce que euh, il y a le gradient altitudinal classique hein, de 0,6 degrés tous les 100 mètres qui retarde euh, la maturation du raisin. Donc c'est la raison pour laquelle la plupart du vignoble est situé à mi coteau, bas coteau. la traduction. Voilà. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé Ah, si, voilà. Alors je vais parler maintenant du, de l'impact du, du, du réchauffement climatique. Le premier point que l'on voit sur l'ensemble, c'est les documents qu'on présente en général sur l'influence du changement climatique et qui intéressent le plus tant les consommateurs que les, que les, euh, euh, j'allais dire que les journalistes, que les amateurs. C'est euh, quel impact, bien sûr, sur la qualité du raisin. Euh, nous avons une série assez longue euh, par un domaine vitivinicole qui est situé en Côte de Beaune, au nord de la Côte de Beaune. Euh, ici, deux climats de la région de Corton, du secteur de Corton, Donc, euh, de, de, alors quand je dis climat, c'est deux terroirs de la, de la zone de Corton. Euh, depuis, euh, vous voyez, les années 20, on a des séries d'acidité de, dans les vins et euh, de titres alcoolométriques potentiels, à savoir le degré d'alcool qui est offert par la teneur en sucre du raisin à la récolte. Eh bien, on voit que on a des oscillations. Hein. On a notamment une période dans les années 40 qui était relativement chaude, avec une bonne maturation du raisin au regard de, euh, le, du degré potentiel récolté. Euh, que l'on a eu une période fraîche dans les années euh, 60-70. Euh, J'attire votre attention sur le fait que quand on a des séries climatiques qui commencent dans les années 70, eh bien, on a tendance à exagérer le réchauffement climatique contemporain, qui est bien là. On va le voir juste après. Mais enfin. Euh, si on veut exagérer les faits euh, eh bien il faut prendre des données à partir des années 70 c'est ce qu'on voit ici vous voyez que on a une, un accroissement spectaculaire de euh, l'augmentation alors excusez-moi il y a une erreur ici c'est pas des degrés c'est euh, pas des degrés euh, euh, Celsius, c'est des degrés d'alcool c'est des pourcentages d'alcool dans le raisin j'avais oublié cette petite erreur donc on a plus 0,5 degrés d'alcool potentiel dans le raisin à peu près euh, 9 grammes par litre et pour le pour le, le pinot à peu près 17 grammes par litre dans le dans le sucre donc euh, d'alcool euh, qui correspond à 1 d'alcool euh, dans les vins. Voilà, donc euh, une augmentation plus marquée sur le pinot mais qui reste modeste à comparaison de ce que l'on peut voir dans d'autres régions comme l'Alsace où on a presque gagné 2 degrés d'alcool dans les vins entre les années 70 et actuellement. Et une des raisons à cela, c'est peut-être la capacité que l'on a en Bourgogne d'anticiper la date de récolte. Euh, ici, je vous présente une des, un, un, un travail qui, a, qui est publié assez récemment. Alors, les, la, la, la série de, de dates de récolte euh, de, de Beaune, de la région de Beaune, euh, elle est assez longue et, et, et n'est pas, pas récente. Elle est, elle est bien sûr très ancienne. Vous voyez, on remonte au XIVe siècle. Euh, mais enfin, elle a été réajustée hein, pour tenir compte euh, des, des usages au fil des siècles et être le plus fidèle possible euh, des conditions climatiques qui auraient pu impacter la date de récolte. Donc, euh, vous voyez bien sûr des oscillations au fil des siècles. Et euh, vous, on, on, je crois que cette série présente très bien euh, le réchauffement climatique contemporain. Euh, qui se traduit par des dates de vendanges régulièrement, de plus en plus régulièrement, avant le 1er septembre, euh, des dates de début de récolte hein, avant le 1er septembre pour la région. Et cette anticipation qui est réalisée en Bourgogne, elle n'est pas aussi forte dans toutes les régions. Dans certaines régions, on a profité du réchauffement climatique pour attendre encore plus la maturation euh, la et allonger la période entre véraison et récolte. C'est le cas, par exemple, du Cabernet Sauvignon à Bordeaux, où on, a, on, on, on ramasse plutôt, certes, mais on a allongé la durée entre véraison et récolte pour assurer une bonne maturation des tanins. Alors, c'est la question qu'on peut se poser, justement. Sous un climat plus chaud, on va être poussé à récolter plus tôt. Et donc, la, période de la durée de la maturation est plus courte. Et on s'interroge en se disant, est-ce que les tanins vont être mûrs Puisqu'il faut un certain temps, difficilement compressible, pour euh, la maturation des tanins. Mais pour garder cette acidité, en Bourgogne, on, on a tendance à anticiper la récolte. Et euh, pour voir si ça a un impact sur la qualité du raisin, eh bien, une première approximation, bien sûr, hein, euh, peut être réalisée en regardant le millésime 2003. Le millésime 2003, en effet, est un millésime qui est assez représentatif des conditions climatiques attendues pour la fin du XXIe siècle. Ici, vous avez des travaux de collègues suisses qui ont fait des projections de variations de température, de précipitations et de température, et qui ont comparé donc la période historique de référence fin du XXe siècle à la fin du XXIe. Et vous voyez que 2003 se situe plutôt dans ce nuage de points. Rouge qui correspond à la fin du 21e siècle. Alors, c'est intéressant de regarder la qualité des vins de 2003, ou la caractéristique des vins de, de, de ce millésime. Alors, c'est un millésime avec des rendements assez bas, en raison notamment de gelées printanières, et parce qu'il y a eu de, de la contrainte hydrique. Les rendements sont bas, les teneurs en sucre étaient plus élevés qu'à l'accoutumée, les pH un peu plus élevés également, ce qui faisait douter de la capacité de conservation de ces vins. Pour autant, il y avait beaucoup de tanins et de couleurs, et je parle sous le contrôle des, 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 des vigneronnes et des vignerons qui, bourguignons qui sont dans cette salle. Il me semble qu'ils n'étaient pas verts. Hein, C'était des tanins qui étaient relativement mûrs. Mais je sais qu'il n'y a pas de, de, de position unanime en Bourgogne sur ce point-là. Mais enfin ça a permis une, une bonne conservation des vins rouges, disons tout à fait honorable par rapport à ce à quoi on s'attendait au début. Et si on regarde les notes données par les critiques, alors là j'en ai isolé que quelques-unes, euh, c'est assez partagé, mais disons que c'est pas un millésime qui est mal noté, hein, c'est un millésime qui est soit plutôt bien noté, soit plutôt intermédiaire. Donc, ce qui est une note plutôt positive, une note d'espoir par rapport à euh, la, la, la capacité de résilience au changement climatique de cette région. Alors, le problème, euh, c'est qu'on peut avoir quand même de, de, des. On fait face de plus en plus à des, à des problèmes de sécheresse. Et 2018 en est un, un, un excellent exemple. Ici, vous avez euh, une photo que j'ai prise sur un, des sols de cône alluviaux, c'est-à-dire très caillouteux, drainants, euh, des vignes assez jeunes. À Marsan et la côte, en côte de nuit. Et vous voyez le feuillage qui est euh, complètement euh, tombé. Hein. Donc, on a, on a une, une défoliation quasiment totale due à la contrainte hydrique et les raisins flétris. En réalité, on a quelques parcelles, c'est resté modeste, mais quelques parcelles qui ont souffert fortement de stress hydrique et de problèmes d'alimentation azotée également, hein, en raison d'une euh, mauvaise assimilation associée à cette contrainte hydrique. Alors ce type de situation, fort heureusement, euh, est, est, est quelque chose qui est commun dans des régions plus méridionales. Et euh, je crois, je, je reste optimiste sur la capacité de s'adapter à cela, puisque vous avez des porte-greffes qui sont utilisés en Bourgogne, qui ne sont pas du tout des porte-greffes qui sont très résistants à la contrainte hydrique. Donc on peut imaginer que des porte-greffes de type 110 Richter ou 114 Ruggieri pourraient être adaptés dans le futur, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui, qui est nécessaire, urgent d'expérimenter en Bourgogne aujourd'hui. Alors un autre problème, et je cite ici des travaux qui ont été présentés par mon collègue Jean-Pierre Garcia dans le cadre... Euh, d'un colloque organisé par la chaire UNESCO Culture et Tradition du Vin euh, en 2007, vous voyez, plus de 12 ans euh, sur le réchauffement climatique et euh, qui présentait euh, les, les problèmes d'érosion qui sont en effet chose commune en Bourgogne et les projections climatiques euh, nous invitent à être prudents quant à cet aspect en raison du fait que l'on attend plus de précipitations intenses. Alors Là encore, il existe des solutions hein, comme l'aménagement des coteaux ou alors l'enherbement euh, hivernal, quelque chose qui est de plus en plus fréquent mais qui n'est encore pas vraiment généralisé hein, en Bourgogne pour essayer de lutter un peu contre, contre l'érosion. Un autre problème euh, plus d'actualité, celui-ci, c'est le gel euh, de printemps, euh, qui est donc paradoxal sous un climat plus chaud. Et, Également, si l'on regarde les chiffres, eh bien, euh, en français on dit il n'y a pas photo, euh, il n'y a aucun doute, avant 87, qui marque une rupture statistique sur l'Europe de l'Ouest sur l'augmentation des températures. Il y a une rupture en 87-88 qui permet de dater euh, l'élévation contemporaine de la température. Donc avant 87-88, vous voyez, la dernière gelée de printemps, elle était au 8 avril en Bourgogne. Après cette date, elle est passée au 25 mars jusqu'en 2017. Mais si l'on regarde ce qui s'est passé les dernières années, eh bien, d'aucuns alarmistes auraient envie de nous dire que le retour des gelées de printemps est là. Euh, un climatologue qui est habitué à la variabilité va être très prudent par rapport à ces informations et, euh, et va euh, euh, attendre un peu pour s'assurer qu'il ne s'agit euh, simplement d'aléas ou vérifier s'il s'agit bien de tendance Mais il y a quand même quelques informations euh, sur la science du climat qui euh, peuvent être euh, considérées qui doivent être considérées avec beaucoup d'attention euh, si ce n'est un peu d'inquiétude vous avez en haute altitude des courants d'ouest qui s'appellent les courants de jet eh bien, ces courants de jet ont, dans le climat du XXe siècle, tendance à osciller de manière très modeste entre le nord et le sud et souffler d'ouest en est de manière assez régulière. Ils sont canalisés par les pôles très froids et euh, les tropiques très chauds. Cette différence thermique canalise ces courants. Sous un climat plus chaud, les pôles se réchauffent plus vite que les tropiques et par conséquent, on attend des oscillations plus marquées de ces courants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir concrètement plus, potentiellement, plus de mouvements de masse d'air du nord vers le sud et du sud vers le nord que d'est en ouest. Une, une augmentation de ces oscillations nord-sud. Et qui peuvent amener donc des vagues de chaleur et des vagues de froid de manière plus répétée. Par ailleurs, je vous ai dit, les, la date de dernière gelée de printemps se rapproche de l'hiver, mais la date de débourement également. Ce qui peut donc conduire à une augmentation des gelées de printemps. Et c'est ce que donnent les simulations actuelles avec une élévation peut-être de l'ordre de, de, de 10% sur les fréquences des années des, des gelées de printemps. Donc, pour conclure sur euh, cet exposé, euh, en Bourgogne, euh, il y a des adaptations qui sont possibles, notamment la plantation de clones. On a parlé du, du caractère quasi monocépage de la Bourgogne sur les blancs et les rouges. Mais euh, on peut euh, tout à fait sélectionner des clones peut être plus tardifs et gagner quelques jours. Avoir une grande vigilance dans la, concernant la date de récolte, puisque sous un climat plus chaud, au mois d'août, la maturation va très vite et il faut mobiliser des équipes de vendangeurs, être très réactifs par rapport à cela. Alors qu'au mois de septembre, la maturation évolue plus lentement, et donc on peut avoir une certaine latitude. <laughs> euh, Également, alors je ne vais pas tout lister ici, hein, mais vous voyez qu'il y a un plus grand contrôle de l'hygiène au chais, euh, l'endermement hivernal pour limiter l'érosion ou encore des réflexions sur le mode de conduite. En tout cas, si je peux me prononcer de manière un peu personnelle, il me semble qu'il y a un peu un défaut d'expérimentation euh, sur les techniques d'adaptation au changement climatique actuellement en Bourgogne et qu'il est urgent de, 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 de faire de l'expérimentation pour envisager dès aujourd'hui des alternatives. Et puis, il n'y a pas que ces défis, et je finirai sur ce, sur ce point-là. Euh, il faut considérer le changement climatique dans un contexte plus large. Euh, Jean-Yves Biseau, au tout début de matinée, vous en a parlé. Il y a une vraie pression de la société civile sur l'usage répété des pesticides. Par ailleurs, le prix des vins s'associe à une hausse du prix du foncier, et on a aujourd'hui des... Euh, des terres qui ne deviennent accessibles qu'à des gens qui ont ou des structures qui ont beaucoup, beaucoup d'argent et ce qui a tendance à concentrer un peu euh, l'accès ou limiter l'accès au terrain euh, par les familles viticoles actuelles. Je vous rappelle également, et ça c'est une préoccupation qui est d'ordre mondial au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, nous en parlons souvent. C'est euh, le, le, le regard qu'ont les, 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 les autorités sanitaires sur l'usage du vin, qui est de plus en plus négative et de plus en plus médiatisée. Et enfin, en France, on constate une baisse de la productivité, hein, qui, qui se traduit par euh, donc une mortalité accrue due aux maladies du bois, mais aussi euh, par peut-être des problèmes de vieillissement du vignoble. C'est ce qu'on appelle le dépérissement du vignoble. Voilà des défis qu'il faut considérer avec le changement climatique. J'en ai terminé. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le, les vins de Bourgogne, nous organisons chaque année, en début d'année, une semaine de formation au mois de, de février sur le terroir et la gestion du vignoble et les spécificités de vinification bourguignonne. C'est une formation d'une semaine qui est réalisée à l'Institut universitaire de la vignée du vin. Voilà, je vous remercie de votre attention et je liste ici les collègues du laboratoire qui participent à nos travaux sur la vigne et le réchauffement climatique. Merci. Merci, à Benjamin. Benjamin Bois, de l'Université de Bourgogne. Et adesso une relation équivalente, dans le sens où on parlera du changement climatique de la viticulture. Eh, in Trentino questa volta eh, um, e la redazione è di eh, Dino Zardi dell'Università di Trento e del collega Roberto Zorer della Fondazione MAC eh, che sentiamo ora grazie Roberto grazie a Emanuele e anche a Benjamin che mi ha preceduto illustrando molto bene delle tendenze che vediamo anche in in Trentino. Vi porto i saluti del professor Zardi, che purtroppo non può essere presente, però mi ha lasciato degli importanti contributi che andrò ad illustrarvi. E il messaggio che vogliamo diciamo, portarvi è riassunto qui in queste righe e dagli studi che abbiamo effettuato, sia della situazione storica della viticoltura trentina, sia di quella attuale e le proiezioni eh, future, eh, vediamo eh, diciamo confermate le tendenze che abbiamo visto eh, molto bene rappresentate anche per la eh, Borgogna. E oltre alla diciamo, gestione di quello che saranno gli scenari futuri, secondo noi è importante, eh, soprattutto per gli agronomi e viticoltori che ogni giorno hanno eh, a che fare col vigneto di eh, aggiornare i sistemi di monitoraggio ed anche di gestione del, del vigneto per poter affrontare sia i cambiamenti climatici ma soprattutto eh, le anomalie e le avversità eh, dovute ai cambiamenti stessi. Vi faccio vedere una panoramica un po' di quella che era la viticoltura eh, passata in Trentino partendo da queste Mappe che risalgono più o meno alle origini anche eh, dell'Istituto Gradio di San Michele all'Adige, dove vedete riportate in rosa le eh, zone viticole con anche i vitigni di eh, riferimento. Queste superfici non sono diciamo, da ritenere eh, pari di quelle di oggi, come superfici diciamo, di produzione intensiva di, vi di vite, perché a quei tempi. Le tipologie di allevamento erano molto diverse e non avevano certo quelle ehm, densità eh, per ettaro e produzioni che possiamo trovare al giorno d'oggi. Questa mappa risale al eh, 1875, abbiamo poi una mappa eh, dei primi del Novecento che eh, essenzialmente eh, rispecchia la situazione che abbiamo visto dove oltre diciamo, all'asta dell'Adige troviamo la viticoltura presente in Val di Non, Val Sugana e in Valle dei Laghi. Anche nella mappa di Cesare Battisti, che innanzitutto era un importante geografo e ha lasciato delle descrizioni molto accurate del territorio trentino, anche qui troviamo eh, la stessa diciamo, distribuzione, questa mappa. Eh, risale eh, al 1915. Importante è stato il lavoro di Reborigotti che, che, e questo lavoro è stato oggetto di un'importante eh, raccolta, riordino da parte della Fondazione Machi, in particolar modo della biblioteca e dal portale che è stato allestito è possibile andare a vedere zona per zona le eh, diverse regioni di produzione della vite del trentino al giorno d'oggi eh, disponiamo delle mappe in ambiente geografico quindi delle mappe già referite ed anche molto più puntuali questa è la carta dell'uso del suolo eh, prodotta dal servizio informativo ambiente territorio della provincia nel 2003 che attualmente è oggetto eh, di, una, di una revisione, vedete da questa mappa eh, come la distribuzione della vite si sia in qualche maniera eh, ridotta nelle vallati laterali per concentrarsi lungo l'asta dell'Adige, Valle dei Laghi, la zona eh, di riva ed arco. La superficie, come già stato detto, è di poco superiore ai 10.000 ettari e i, i paesaggi viticoli variano dalle zone appunto della conca del, di Riva del Garda a circa 70 metri sul livello del mare, fino a raggiungere poi nella Alta Valle di Cembra nelle anche confinanti eh, territori del, dell'Alto Adige e delle quote considerevoli questo è un impianto molto recente con vitigni ibridi e che si trova a 1260 metri di quota in queste zone come anche ha anticipato benjamin wa eh, la scelta varietale e la scelta di vitigni che non abbiano caratteristiche di, di precocità di germogliamento risulta fondamentale per il delle gelate quindi va bene se sì il periodo vegetativo corto e produttivo però eh, bisogna cercare di eh, scegliere dei vitigni che abbiano un germogliamento non anticipato per evitare il più possibile appunto il rischio di gelate e prendete tenete a mente questa immagine che vede appunto eh, vigneti in zone diciamo che in passato erano coltivate, anche per coltivazioni magari di cereali, di patate, eccetera, e che attualmente sono prati, se va bene, sfalciati, questo è il territorio, il paesaggio che abbiamo individuato come eh, possibile zona di espansione per la viticoltura del futuro. E adesso andremo a vedere un po', un po queste, come si arriva diciamo, a delineare questa informazione. Se noi andiamo a vedere eh, alcune tendenze eh, e raccolte storiche di dati di temperatura, vediamo come la temperatura eh, media annuale le, le, sia eh, man mano eh, crescente e soprattutto negli ultimi anni ci troviamo di fronte ad annate che sono diciamo eh, anomale verso il eh, situazioni più calde rispetto alla media nel, nel lungo periodo. Questa informazione la si trova anche per esempio sulle serie storiche raccolte a Roveretto eh, presso il convento dei frati francescani eh, dove sono stati raccolti diciamo, più di cento anni di, di dati, una serie storia, storica molto lunga. Al quale ho avuto anche il piacere e l'onore di partecipare personalmente durante il periodo del liceo, dove ho aiutato per un anno fra Benedetto a raccogliere i dati giornalieri. Se andiamo a vedere anche per Rovereto eh, i dati meteorologici, vediamo appunto di nuovo questo trend verso eh, periodi più caldi eh, negli ultimi anni. Possiamo calcolare degli indici che ci permettono in maniera sintetica di eh, andare a descrivere, ad esempio, il numero eh, di giornate calde eh, estive piuttosto che le onde di calore e vediamo confermato sempre lo stesso quadro. Viceversa, diminuiscono le giornate fredde. Giornate fredde invernali, quindi il rischio per esempio di gelata invernale è molto più basso rispetto a una volta. Ed anche il numero di giornate consecutive fredde diminuisce di conseguenza. Ora, partendo da questi dati, assieme qui a Emanuele Ezzel e a colleghe del centro mediterraneo dei cambiamenti climatici, abbiamo provato ad applicare. Eh, due scenari di cambiamenti climatici per una serie di stazioni meteo di cui si avevano i dati eh, storici per cercare di individuare il, lo scenario o gli scenari futuri per la viticoltura del Trentino. Qui vedete rappresentate le stazioni eh, con la temperatura media durante il periodo vegetativo che corrisponda all'indice bioclimatico di Gregory Jones utilizzato per la classificazione viticola e, e la relazione con la quota. Ora dalla situazione attuale eh, abbiamo poi i diversi scenari con emissioni di carbonio eh, crescente ed anche temperature medie dell'aria che aumentano. E vedete appunto come eh, negli scenari futuri dal 2020 2021-2050 e 2050-2070, con i due scenari di emissione 4,5 e 5 ci troviamo con temperature eh, crescenti durante il periodo vegetativo. Proiettando queste, eh, pro, diciamo questi risultati eh, su map eh, GIS, possiamo vedere in verde la situazione attuale sulla base appunto della temperatura media durante il periodo eh, vegetativo che eh, vediamo corrispondere anche con le mappe diciamo, che abbiamo visto all'inizio della distribuzione anche in passato potenziale della viticoltura. Quindi di per sé anche nelle condizioni attuali noi potremmo avere eh, una viticoltura in zone eh, diciamo, più ampie rispetto a quella in cui è limitata e eh, con gli altri colori vediamo rispetto alla situazione attuale quale eh, sarà il potenzia la potenziale espansione sulla base eh, delle proiezioni di questi indici bioclimatici ma anche tenendo conto comunque di un territorio con una pendenza non eccessiva e, e quindi ed anche con delle superfici contigue abbastanza elevate perché altrimenti L'insediamento di nuovi impianti eh, sarebbe troppo oneroso e svantaggioso. Se andiamo a vedere qual è l'uso del suolo attuale all'interno diciamo di queste zone di espansione, vediamo nella situazione corrente come eh, la gran parte del territorio che potenzialmente potrebbe essere evitato è. Al momento occupato da colture perenne, e se torniamo alla mappa precedente, per esempio risultava la Val di Non come potenziale viticola, ovviamente c'è insediata una forte frutticoltura e quindi difficilmente questo diciamo, territorio coperto da colture perenni potrà essere oggetto di cambio. Di, eh, di coltura se non in, in condizioni magari di problematicità per la coltura presente e di forte incentivo nel cambio di coltura. Altre zone sono urbane, quindi le zone diciamo di espansione che hanno scarsa eh, pendenza, eccetera, sono attualmente occupate da paesini, villaggi, eccetera, quindi anche quelle non possono essere eh, oggetto diciamo, di, eh, di estensione. Le zone più interessanti sono, come vi dicevo, quelle di Prato, prati pascoli che eh, attualmente rappresentano il, la zona di maggiore potenziale espansione. E, Sebbene, appunto, tramite queste proiezioni possiamo vedere i nuovi scenari viticoli, nel quotidiano è importante la gestione eh, delle anomalie, delle situazioni meteorologiche, e, eh, sempre nell'obiettivo di cercare di aumentare la sostenibilità delle produzioni. Per questo, nel, nell'ultimo periodo ci siamo. Eh, impegnati nello sviluppo di nuovi sistemi per il monitoraggio che, eh, che possono aiutare il, agronomi e viticoltori nella gestione eh, del vigneto, nel controllo del territorio. In particolar modo nell'ambito di un progetto Climate Kick abbiamo sviluppato questa situazione meteofenologica che raccoglie sia immagini temporizzate all'interno del vigneto per seguire L'andamento la, dello sviluppo eh, vegetativo della pianta e sia dati meteo che servono per alimentare eh, dei modelli. Le immagini vengono eh, raccolte per eh, permettere il confronto eh, con la settimana precedente ed anche è possibile vedere un filmato in continuo eh, diciamo, della situazione. Inoltre, i dati meteorologici, appunto, ci permettono di seguire e, e eh, alimentare modelli, per esempio, di difesa fitosanitaria con dei dati de di campo. I potenziali eh, utilizzi riguardano appunto il monitoraggio dello sviluppo e dello stadio fenologico su tutto il territorio, la valutazione dello stress idrico mediante un sensore di temperatura, una termocamera presente nel sistema, il riconoscimento. Eh, automatico di grappoli, quindi anche per avere stime di produzione, eh, la, il controllo della gestione della vigoria della chioma e eh, fornire dati e immagini per lo sviluppo di nuovi eh, algoritmi e modelli per la gestione fitosanitaria. E, infine, nell'ambito del progetto Codipra, eh, sempre a supporto dell'agricoltura trentina abbiamo allestito una rete di 200 stazioni meteo previsionali che ci permettono eh, in qualche maniera di eh, vedere eh, quale sarà la situazione in termini eh, di temperatura eh, di umidità, di nuvolosità, eh, vento eccetera e anche sulla base di queste previsioni orarie noi lavoreremo nel prossimo futuro per lo sviluppo di nuovi eh, modelli e questi modelli eh, con il contributo dell'Università di Trento e del professor Dino Zardi cercheranno di arrivare a caratterizzare anche il microclima del grappolo e quindi avere la possibilità di mh, una precisione che va eh, a, anche all'interno del vigneto stesso. Con questo vi ringrazio, vi lascio i nostri recapiti per eventuali contatti e inoltre vi invito a vedere la stazione che è qui vicina. Grazie molto. Grazie Roberto. E quindi c'è cioè, l'ultima presentazione di questa sessione. Ehm... Che è data non dal dottor Berti eh, che non è potuto venire ma dal dottor Bertanza del CODIPR che è il consorzio di difesa dei produttori agricoli della provincia di Trento ehm, il titolo di questa relazione è l'esperienza del partenariato europeo per l'innovazione cioè PEI Climate and Agriculture 4.0 in particolare so che in questa relazione si affronterà anche una tematica che è eh, al momento abbastanza eh, attuale e che è quella delle gelate, quanto abbiamo avuto in Trentino una recrudescenza di questo fenomeno negli ultimi anni, quindi ci si domanda se dobbiamo intenderlo come una, una, nuova, una nuova condizione di rischio, oppure eh, no, lo vedremo insomma. Prego. Grazie mille. Facciamo partire il timer così siamo nei tempi. Eh, porto, i del, porto i saluti del direttore che purtroppo ha avuto un impegno e l'ha portato fuori provincia e quindi ha delegato a me il compito di presentare questo progetto PEI, questo partenariato europeo per l'innovazione eh, dedicato ai cambiamenti climatici. Il tutto è nato nel 2017, l'idea di attivare questo PEI dopo la funebonda tremenda gelata che ha colpito i vigneti e i frutteti, tutte le produzioni agricole del Trentino, della verità. Da lì è proprio nata l'esigenza, la volontà di dire ok, eh, c'è questo problema, però allora cerchiamo di trovare qualche soluzione. Eh, in particolare il partenariato ha tre asset fondamentali, uno è eh, quello di testare metodi di difesa attiva, l'altro è creare una piattaforma, che possa andare a indicare qual è il rischio gelo sui appezzamenti agricoli trentini. E l'ultima fase è quella invece di strutturare una piattaforma, un vero e proprio DSS, quindi un vero e proprio supporto alle decisioni degli agricoltori, a disposizione degli agricoltori e dei tecnici, per andare a vedere quali sono le potenzialità dei vari territori. E I PEI, cosa sono questi PEI? Sono appunto l'acronimo per un partenariato europeo per l'innovazione. È una nuova, uh, un nuovo strumento che è stato accolto dal PSR della provincia di Trento e uh, voluto dalla comunità europea per sviluppare, per sfruttare, per valorizzare la ricerca dal basso. Quindi nasce proprio, come vedete, da questo termine bottom up, quindi dal basso verso l'alto, attraverso le vere esigenze del territorio. Proprio per questo è nato da una gelata. Purtroppo. Eh, I soggetti coinvolti dei Pay in generale si parla sempre di legame tra pubblico e privato. E anche qua vedete: vabbè, noi come Codipra, la Fondazione MAC, la Fondazione Bruno Kessler, APO, il Consorzio di Miglioramento di Fondiario e CIF e l'Università di Trento. Quindi ricerca e eh, messa in pratica. Eh, partendo dall'aspetto appunto del rischio gelo. Da questa um, calamità del 2017 si sono messe in prova alcune uh, novità, alcuni test di difesa attiva, grazie alla fondazione MAC, appunto. Con, come la uh, wind machine, la macchina del vento, questi ventoloni che uh, muovono l'aria dall'alto dall verso il basso, prendendo l'aria più calda dall'alto e spostandola verso il basso, le uh, macchine per: la nebbia, quindi per creare fumo che creano una cortina nebbiosa a livello del terreno proprio per anche qua riuscire a mitigare l'abbassamento di temperatura queste in pratica sono le macchine eh, che sicuramente avete visto in discoteca quindi da glicole vanno a produrre questo fumo e vengono, vengono utilizzate anche in appunto, come sperimentazione e poi si stanno testando anche dei metodi di difesa eh, antibrina tramite l'acqua a basso consumo idrico perché ovviamente l'acqua è un bene che, eh, limitante e eh, ovviamente da tenere in debita considerazione per questo ci sono dei appezzamenti eh, caldonazzo eh, denno eh, mezzocorona con degli impianti antibrina che sfruttano eh, nuovi eh, dispersori eh, pulsar che pulsano che vanno a utilizzare poca acqua proprio per invece che andare a bagnare tutta la fila bagnano tutto il campo bagnano solo la parete fogliare il rischio gelo eh, è sicuramente in, in aumento abbiamo visto purtroppo anche negli ultimi giorni c'è stata una gelata che ha portato pochi danni però eh, l'allerta c'è stata eh, quindi di conseguenza Cosa si sta cercando di fare? Si sta cercando di monitorare tutto il, tutto il territorio partendo da dei dati storici di danno contenuti nei database di Codipra, del consorzio e anche di altre banche dati. Questo si sta facendo proprio per monitorare il terreno, per creare una base di dati sulla quale poi andare a sviluppare l'indice di rischio gelo. Quindi all'interno delle banche dati che si stanno inserendo, questo invece è un lavoro che sta facendo la Fondazione Bruno Kessler, ehm, si stanno inserendo anche dati di morfologia del terreno, di uso del suolo, come le banche dati che abbiamo visto che ha citato Zorra, eh, distanza dai bacini idrici, distanza dalle autostrade, tutte le varie possibilità che possono andare a interagire con eh, l'aspetto meteo. Perché? Perché l'idea è proprio quella di creare una soluzione tecnologica informatica e dinamica che vada a mappare tutto il territorio trentino per eh, catalogarlo in base al rischio gelo di, eh, per ogni appezzamento. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è eh, già eh, vicino, perché è il secondo anno di eh, sperimentazione. Eh, C'è già un test da parte della Fondazione Muno Kessler che non vi ho portato perché è ancora appunto in fase test, che prevede di strutturare anche un modello previsionale di rischio gelo. Quindi potremo vedere a seconda dell'andamento della stagione, a seconda dell'andamento fenologico, quale potrebbe essere il rischio gelo nei prossimi giorni. Infine, l'ultimo asset della, eh, di questo PAY è appunto la creazione di questa piattaforma condivisa tra tutti gli operatori agricoli trentini. Quindi uh, l'idea è quella di passare da sistemi singoli a una piattaforma condivisa per creare un vero e proprio valore aggiunto per il sistema agricolo provinciale. Quest'unica piattaforma è uh, condivisa tra varie realtà produttive trentine e uh, ha come obiettivi appunto quello di condivisione dei dati, creazione di algoritmi per molteplici e diversificati obiettivi, in particolare mi riferisco all'intelligenza artificiale, quindi a strumenti che poi possono essere indirizzati verso il machine learning, quindi previsionali, supporto alla decisione per agricoltori tecnici ma anche per amministrazioni e ovviamente questa piattaforma sarà legata a diversi livelli di accesso, quindi l'agricoltore potrà vedere determinati... Ehm, parametri che possono essere utili alla loro coltivazione, Codipra ne vedrà altri che possono essere utili per tutto quello che riguarda la gestione del rischio, i tecnici, altri e così via. Questo è l'obiettivo finale del partenariato europeo. Eccomi qua. Se ci sono domande o eh, eventualmente altri dubbi, io sono a disposizione. Grazie a ah, Pietro Bertanza, abbiamo recuperato un po' del ritardo con cui avevamo iniziato eh, questa sessione e quindi eh, procediamo con la prossima. Adesso allora c'è il coffee break, ah, allora il coffee break eh, perciò eh, ci ritroviamo tra un quarto d'ora con l'ultima sessione della mattinata, grazie. Prego, prego sedersi, entrare chi è ancora fuori. Vediamo di recuperare un po'. Bene, intanto che prendete posto. Io chiamo la collega la professoressa Grando ad essere già La collega Grando è Professoressa qua al Centro Ricoltura Alimenti e Ambiente, Università di Trento, Fondazione MAC, eh, al corso di laurea in viticoltura e analogia. E nella sua esperienza di ricercatrice ha lavorato molto sugli argomenti che andrà ad affrontare anche adesso, le relazioni genetiche tra le varietà coltivate, le varietà selvatiche e aspetti di biologia appunto molecolare. E le lascio la parola, vedo che più o meno siamo già tutti. Il suo lavoro è proprio sulle relazioni genetiche del teroldego e i suoi legami con il Pino Nero, proprio eh, nel tema centrale proprio di, questa nostra, eh, di questi nostri incontri, Borgogna-Trentino, eh, in particolare Pianaro-Italiana. Prego, professoressa. Buongiorno a tutti. Eh, allora, prima di iniziare permettetemi una breve introduzione, visto che ci sono anche Molti studenti sarà un ripasso per loro, spero. E, um, I processi principali che diciamo, hanno originato eh, le varietà di vite sono tre, e questa è diciamo, una conclusione che è stata tirata anche negli ultimi anni, eh, da quando si è potuto appunto eh, fare delle analisi genetiche dei vitigni e quindi Stabilire bene anche i genotipi di questi vitigni. Allora, come si sono formati i vitigni? Molti si sono formati per riproduzione sessuale, quindi un incrocio spontaneo, incroci avvenuti in natura, e poi per la selezione eh, di questi incroci sulla base di interesse e sulla base di caratteristiche, insomma, che eh, potevano essere favorevoli per l'agricoltore. Grazie alla propagazione vegetativa quindi si sono fissati questi genotipi, sono stati portati avanti nel tempo, alcuni vitigni eh, si sono formati da seme diversi secoli fa e sono ancora propagati allo stesso modo. E un altro uh, fenomeno che uh, ha sempre dato origine a dei vitigni nuovi sono le mutazioni somatiche, cioè le mutazioni che possono avvenire casualmente. In qualche gemma, in qualche parte della pianta e poi di nuovo vengono propagate per via vegetativa. Vedete appunto nella slide eh, degli esempi: eh, le mutazioni interessano appunto i tessuti delle gemme e possono eh, veramente dare origini a, a dei fenotipi particolari perché possono riguardare anche solo una parte dei tessuti vegetali e quindi produrre. Dei, eh, delle combinazioni di genotipi come per esempio il caso dei pinot voi conoscete eh, i tre le tre principali tipologie di pinot pinot nero, pinot grigio e pinot bianco ed ecco che il pinot grigio è una chimera cioè è una mutante che eh, ha una parte di cellule che producono colore e una parte di cellule che non lo produce per esempio anche il pino bianco è un mutante eh, del pino nero. Quindi queste varietà, eh, ce ne sono anche altre con o senza semi, con eh, produzioni di bacche più o meno grandi, derivano da vitigni già selezionati, già preesistenti, che però appunto hanno manifestato delle variazioni. E queste variazioni poi sono state conservate con la propagazione vegetativa. E ehm, portate e conservate fino a, ad oggi. Quindi mh, qualcosa di molto diverso dagli incroci invece eh, deliberati, quelli pianificati a, tavo a tavolino, quelli controllati che si possono fare oggi. Quindi, quando parliamo di qualcosa eh, di, dei vitigni attualmente coltivati eh, di vitis vinifera. Parliamo di eh, piante che si sono formate spontaneamente, si pensa, e poi sono state eh, propagate dall'uomo. Gli incroci sono intervenuti successivamente, ma poi ritornerò su questo. Allora, eh, negli ultimi anni siete tutti eh, informati, insomma sono intervenute le analisi dirette del DNA e quindi è più facile stabilire se eh, una varietà di vite diciamo, è omogenea, è costituita da un unico genotipo, oppure se eh, al suo interno sono presenti, eh, per esempio, vari, vari genotipi. E allo stesso tempo, questo profilo genetico che è caratteristico di ogni vitigno ci può anche rivelare quali sono i genitori, per esempio, o i parenti stretti dei vitigni, proprio perché attraverso, voi sapete, le leggi della... Uh, genetica mendeliana insomma i genitori trasmettono ai figli i loro uh, caratteri genetici e i figli sono la combinazione dei caratteri dei genitori quindi siamo passati da uh, per quanto riguarda la descrizione dei vitigni dalle ampelografie autorevoli come questa uh, indicata di Molon a quelli che sono i database più moderni dove non solo appunto sono riportate tutte le informazioni e le immagini e le descrizioni eh, delle varietà ma anche il loro profilo genetico e eh, in queste in queste database appunto sono quindi depositate delle informazioni che eh, sono molto utili eh, per eh, cercare delle relazioni genetiche dei vitigni venendo al nostro eh, caso di oggi stiamo parlando di teroldego eh, Teroldego eh, è diventato un po' protagonista, eh, ormai 15 anni fa, eh, di, di una delle prime storie proprio di parentela eh, illustre dei vitigni. E questo è stato possibile grazie al fatto che l'Università di Davis e eh, l'Istituto di, di di Montpellier in Francia hanno scoperto eh, il pedigree dello Chirac. E quindi sono stati questo, è stato pubblicato questo trio, eh, dove mh, i due genitori, Mendes Blanche e Durezza, sono risultati appunto perfetti genitori di Sirach. Questo ha reso disponibile un aggancio formidabile e dei dati che eh, appunto, utilizzati anche da noi come ricercatori. Eh, con altri vitigni hanno permesso di attaccare eh, le nostre informazioni che avevamo già disponibili sul teroldego. Ehm, è stato possibile proprio perché c'era un trio, un trio completo e quello che abbiamo visto subito è che Teroldego ha una relazione di primo grado con durezza. Cioè Teroldego risulta, eh, vi risparmio un po' i calcoli e le analisi, comunque risulta un discendente degli stessi genitori di durezza e quindi è un suo fratello. Durezza è una varietà minore, una varietà che non è più eh, coltivata e infatti vi riporto più che altro un'immagine, ma comunque esiste nelle collezioni, non è più un vitigno diffuso. Eh, per quanto riguarda invece Sira e i suoi eh, parentali, vedete appunto che sono eh, tipici, diciamo, ritenuti originari di eh, zone della Francia come la Savoia, eh, l'Ardèche e eh, Sira nella Valle del Rodano. Una volta eh, stabilito questo, eh, i dati genetici hanno anche rivelato che sia durezza che teroldego nel loro profilo genetico hanno dei marcatori molecolari del, del Pinot e attraverso la ricostruzione che è appunto stata possibile non sono stati eh, identificati esattamente i due genitori ma si è visto che Pinot può essere diciamo un parente di secondo grado che eh, messo così diciamo in base al fatto che Pinot eh, è citato nella storia molto prima degli altri due Vitigni, si presume che questa parentela di secondo grado sia quella di un nonno con i nipoti e non eh, viceversa. Infatti, mh, diciamo il Pinot. Appunto, che si pensa sia originario del nord est della Francia, è stato molto diffuso in Europa eh, dai Romani e considerata una delle eh, varietà più antiche eh, europee. E quindi ah, questo lo dicono il fatto appunto che ci siano numerosi cloni, come abbiamo visto prima, e anche numerose denominazioni. La prima citazione eh, di Pinot risale appunto al 1394 e eh, contemporaneamente, diciamo, sia in Francia che in Austria. E quindi si pensa che il Pinot sia stato coltivato anche qui in Trentino, diciamo, eh, prima del Teroldego, prima che il Teroldigo venisse eh, nominato, diciamo, però le prime citazioni sono state riportate prima anche dal professor Facchini sono del XV secolo. Questo, questa mh, rivelazione, diciamo, ottenuta dai dati molecolari ha permesso di eh, pubblicare eh, la notizia che il Pinot ha eh, una relazione con Sira. Chiaramente appunto questo forse era più eh, un titolo diciamo più accattivante che non dire che era un, un nonno del teraldico. Però eh, questo anche perché, perché è stato detto che ha, eh, perché era importante dimostrare la relazione tra Pino e Sira. Perché questi, mh, questi due vitigni in Francia erano considerati appartenere a due eh, tipologie diverse a due famiglie a due popolazioni di vitigni che erano state molto indagate e nessuno aveva eh, supposto sulla base di informazioni eh, morfologiche diciamo osservazioni morfologiche che ci fosse una qualsiasi relazione quindi stiamo parlando di un tipo di studi che era basato su altri eh, elementi quindi questa è stata un po' una rivelazione, però ci ha permesso anche di inserire il teroldego in, un, in una comunicazione diciamo, eh, internazionale e di farlo entrare eh, un po' di più diciamo, anche nella circolazione eh, di, di, dei pedigri e delle idee. Con il passare di, di poco tempo eh, questo pedigree si è eh, arricchito di ulteriori informazioni. E infatti vedete che da un lato al Teroldigo abbiamo capito che si è originato il marzemino attraverso l'incrocio di Teroldigo con qualche altro vitigno che ancora non abbiamo identificato. Mentre eh, il contributo di altri ricercatori, indipendentemente, ha eh, trovato che Schiava Gentile insieme a Teroldego sono i genitori eh, di Lagrain, eh, da una parte. Poi possiamo vedere che Marzemino insieme a qualche altro eh, vitigno è genitore del refosco del peduncolo rosso, mentre se andiamo sul lato francese... Anche per eh, Mondeuse Blanche, per esempio, è stato trovato un possibile genitore, c'è cioè un legame diretto con la Mondeuse Noire e eh, Mondeuse Blanche è anche eh, un primo grado col Bionier. Una cosa che eh, sono contenta di poter dire oggi, eh, che ci dà l'occasione di non tenere eh, dei dati nel cassetto, è che, per esempio, attraverso un, eh, una di quelle. Eh, analisi che facciamo così a tempo perso perché qualcuno ci segnala dei campioni un po' strani. Eh, abbiamo analizzato eh, un, un eh, biotipo strano di teroldego, si pensava, eh, che è presente nei vigneti della cantina di Mezzolombardo, l'otaliana di Mezzolombardo, Lombardo, ci è stato segnalato un campione. E Questo campione non è Teroldego, però è risultato un altro figlio di Teroldego per schiava gentile. È coltivato in pochi filari proprio nella piana eh, rottagliana. E questo ci apre eh, qualche curiosità in più, qualche interrogativo sul fatto che questi incroci fossero stati veramente spontanei o non ci sia stato qualcuno che magari ha fatto anche degli incroci o non ci fosse appunto una popolazione di figli eh, di Teroldego che poi ha dato luogo eh, a delle varietà più selezionate come la Grain. Continuando eh, diciamo appunto su questa eh, trasmissione genetica dei caratteri del Teroldego li trovate comunque un po' spalmati in molte altre eh, varietà perché il Refosco dal peduncolo rosso ha un legame di primo grado con Corvina veronese la quale a sua volta ha un legame di primo grado con Rondinella e quindi ci spostiamo sulla marone mentre la parte di Marzemino che è molto diffuso in Veneto insieme a Garganega risulta genitore della Marzemina bianca, e vedete che insieme a Raboso del Piave, Raboso veronese, tutto questo eh, lo potete trovare eh, nel malloppone <ride> di Jensen Robinson e eh, coautori, diciamo che è pubblicato e per alcuni pedigree ci sono eh, anche in rete. I, eh, se volete, appunto, eh, li potete scaricare dalla rete che sono accessibili liberamente. Tanto per darvi un'idea di che cosa, diciamo ha comportato questo aggancio del teroldego eh, con eh, la durezza, abbiamo potuto aggiungere tutto questo grappolo a un pedigree molto complesso che si sta ricostruendo, dove vedete che Pinot è chiaramente uno dei fondatori della viticoltura europea, insieme al Gouet Blanc e insieme al Savagnin, che sono supergenitori di tantissimi altri vitigni. Quindi non eh, mi soffermo su questo, ma per restare appunto nel nostro tema voglio ritornare all'incrocio controllato, se è veramente controllato, perché abbiamo dato un po' di fastidio anche a Rebo Rigotti che eh, apprezzava molto i vitigni locali, li voleva migliorare incrociandoli con vitigni francesi e quello che eh, ci è rimasto... Dei suoi eh, incroci, dei suoi studi, effettuati insomma negli anni '50 del secolo scorso, eh, sono dei presunti eh, incroci, o meglio quelli che lui pensava di aver fatto o che sono stati annotati in questo modo. Perché non voglio adesso pensare che ci siano stati grossi errori. Le sue selezioni le abbiamo ricontrollate e abbiamo definito i veri genitori utilizzati, questo non è una rarità, insomma, si continua a sbagliare anche oggi, per cui figuriamoci quando eh, appunto non c'erano i dati molecolari. La cosa più eh, interessante da vedere è che appunto con eh, teroldego tra i parentali abbiamo questo vitigno rebo, certamente, e altri due sono stati registrati grazie appunto al lavoro di Italo Roncador che è stato citato prima e Umberto Malossini e ce n'è eh, ancora qualcun altro eventualmente da, eh, da valutare sempre con Teroldeco tra i eh, genitori. Quindi vuol dire che metà del genoma di questi vitini insomma è eh, fornito dal teroldego. Questo permette anche eh, di depositare in queste banche dati che sono molto molto utilizzate oggi eh, e quindi Teroldego risulta, eh, basta fare un filtro, insomma vengono fuori i genitori di queste selezioni. Quindi... Ehm, in conclusione diciamo che questi lavori sì sembrano appunto sono delle curiosità, non contribuiscono a fare del vino migliore, non contribuiscono a coltivare il teroldego eh, meglio, non contribuiscono a coltivare nessun vitigno meglio solo perché si sa quali sono le loro relazioni genetiche e eh, i loro legami genetici. La genetica può aiutare a coltivare i vitigni meglio e anche a fare il vino me meglio, però diciamo, non è questo tipo di genetica semplice fatta sul profilo genetico, insomma sono indagini più approfondite dei vitigni che possono aiutare anche le produzioni. Tuttavia, ne è un esempio anche questo evento di oggi, parlare di eh, genetica dei vitigni serve a costruire una storia Serve a raccontare qualcosa che può contribuire a caratterizzare meglio la produzione, che può promuovere meglio il vino e il territorio. Avere anche stabilito qual è il profilo genetico dei materiali veramente eh, coltivati, diciamo nella zona di, di origine, ci permette di stabilire le corrispondenze varietali dei materiali vivaistici ci permette di capire se eh, selezioni clonali che possono essere anche eh, morfologicamente particolari sono effettivamente teroldego oppure no e può aiutare anche eh, Diciamo in futuro a ristabilire se eh, magari delle varietà, eh, magari dei materiali di vite che sono stati anche modificati con delle nuove tecniche corrispondono effettivamente al terrore. Eh, termino ringraziando eh, le persone che, diciamo, collaborano a questo lavoro, soprattutto per quanto riguarda i controlli di materiali eh, nei campi, eh, quindi di. di Provenienza vivaistica e anche no, come avete visto prima, eh, quel materiale della cantina di Rottagliana, quindi Silvia Lorenzi in laboratorio, Umberto eh, Malossini e Tiziano Tomasi che appunto eh, conoscono il territorio e ci aiutano con i materiali e la, questi colleghi appunto della Fondazione MAC. E' la confraternita della vita del vino che recentemente ci sostiene economicamente proprio per queste curiosità che non, sono appunto, che non hanno delle ricadute eh, pratiche. Grazie. Le ringrazio la professoressa Grando che è stata proprio perfetta, ha guadagnato 20 secondi. Quindi eh, chiedo al collega al professor Mattivi, che anche appunto eh, lavora presso il centro agricoltura, alimenti e ambiente de, de, di Fondazione Max e di Trento, eh, lui è ordinario di chimica degli alimenti e eh, la sua relazione eh, è proprio in questo caso un lavoro di collaborazione, perché parla di applicazione della metabolomica, che è un settore che ha proprio lui stesso sviluppato qua in Fondazione Max di applicazione della metabolomica in enologia in Trentino e in Borgogna, perché c'è questa stretta collaborazione. Prego. Sì, grazie. Funziona sì, il microfono? Sì. Bene, in realtà io mi fermo al Trentino perché abbiamo sì, sì. il collega amico Regigo Goujon, che, che è il coordinatore del laboratorio di metabolomica di di zone quindi che non mancherà di... E, e, fra le, effettivamente no, in Trentino siamo stati sicuramente i primi in Italia fra i primi a cercare di eh, affrontare l'analisi dei vini con questa, questa tecnica in cui anche, anche l'Università della Borgogna ha investito moltissimo e anche con grandi risultati. In questi anni siamo occupati di diversi tipi di problemi del vino, dall'invecchiamento dei vini rossi alla differenziazione dei vini spumanti del Trentino, all'importanza eh, eh, condi all delle condizioni di, eh, diciamo, di imbottigliamento in condizioni inerte, però oggi visto che stiamo parlando di Teroldego eh, vorrei limitarmi a alcune cose che riguardano specificamente il Teroldego. I risultati che presento naturalmente non, sono, non dipendono da me, ma dal gruppo con cui lavoriamo, in particolare i collega Panaghiotti, Sarapissa e Daniele Perenzoni. E poi vi presenterò dei dati sensoriali nuovi che sono stati fatti presso l'Università di Napoli da, dal gruppo coordinato da Luigi Moglio. In particolare ha lavorato Paolo Piombino e la, la dottoranda Elisabetta Pittari. E ricordo un progetto che io credo che sia molto ambizioso. Che è il progetto di Diversity Wines, eh, che è coordinato da Maurizio Uliano per l'Università di Verona, ma dove sono coinvolti anche l'Università di Bologna, di Padova, di Napoli e di Torino, oltre naturalmente a, 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 diciamo, alla Fondazione MAC. E, di nuovo per i ringraziamenti, oltre al professor Uliano, che è il coordinatore di questo progetto nazionale, a tutte le cantine che hanno collaborato ai campionamenti dei vini e eh, due anni fa siamo andati a visitare, noi abbiamo eh, campionato diverse damisane di vini in parecchie di queste aziende che vedete, eh, che vedete elencate. Ai fini di eh, avere una campionatura che, naturalmente, non rappresenta l'intera produzione, ma ha eh, diciamo, all'interno le, le tre categorie principali di aziende quindi, eh, e, e un po' tutto il territorio. Ecco. Allora, eh, questo studio voleva cercare di capire qualcosa di più sulla stringenza dei vini rossi, in particolare del teroldigo. Però attenzione: uno dei problemi delle ricerche che si fanno nei laboratori è che spesso ci si guarda l'ombelico. Quindi, se noi prendiamo 30 teroldighi e confrontiamo 30 teroldighi non capiamo niente, perché la differenza del teroldico ce l'abbiamo quando lo compariamo con le altre varietà. L'Italia, nonostante che abbia una diversità ampelografica incredibile, manca però ancora di descrittori oggettivi, sia dal punto di vista compositivo che dal punto di vista sensoriale, per descrivere, capire e raccontare in cosa si differenziano questi vini, che tutti noi sappiamo la degustazione essere profondamente diversi, ma eh, non abbiamo... Codificato dei termini per delle chiavi di lettura per dire in cosa sono diversi come composizione e in cosa sono diversi come gusto. Allora, mi spiace, richiamo qualche, qualche diapositiva di, di chimica. E, allora, essenzialmente, eh, perché i tannini sono stati studiati in maniera eh, non approfondita e sono difficili da capire? Perché, eh, intanto, sono diversi in generale fra la buccia e i semi. Nella buccia abbiamo e vediamo se funziona il pointer abbiamo eh, delle procianidine cioè delle catene fatte di eh, ortodifenoli catechina e epicatechina ma anche delle prodelfinidine cioè delle catene dove abbiamo sia degli ortodifenoli che dei trifenoli quindi gallo catechina e epigallo catechina e noi possiamo con delle reazioni che poi vedremo Diciamo idrolizzare questa molecola e vedere di cosa sono fatte tutte le unità superiori e vedere qual era l'unità di base che c'era in fondo, quindi farle a pezzi. E... I tannini da semi di uva, oltre ad avere di solito un peso molecolare più basso, sono in parte delle procianidine simili a quelle che abbiamo visto nella buccia, però contengono anche delle procianidine galloilate, cioè con l'acido gallico. L'acido gallico di solito conferisce una stringenza più dura e quindi quando è in percentuale eccessiva può essere un, argomento non in, non, diciamo un attributo non particolarmente desiderabile, ma per il resto chimicamente sono simili a quelli della buccia, ma sono di peso molecolare più basso, quindi hanno, richiedono un'evoluzione più lunga. Pinonera è un esempio di, una, di un vitigno che ha due terzi di tannini nel vinacciolo e ha, e ha bisogno di... Estrarre bene anche i tannini pesanti dal vinacciolo e di avere un'evoluzione che permetta di, diciamo, di arrivare ai vini di qualità che tutti conosciamo. Perché non si riesce a analizzare a livello molecolare i tannini? Perché abbiamo tre monomeri principali, catechina, epicatechina e epicatechina gallato, in, eh, con combinazioni 3 alla N possono legarsi in due modi diversi, con combinazione 2 alla n-1, quindi so solo i tannini dei semi, poi nella buccia ce ne sono altri, come combinazioni possibili delle reazioni che possono fare, per esempio con un grado di combinazione di 10 abbiamo 30 milioni di formule diverse. Quindi capite che non possiamo, per fortuna, e non vorremmo neanche avere una tabella dati che ci dia queste cose, per cui dobbiamo per forza depolimerizzare queste sostanze. E cercare di capire in cosa differenziano i mattoni costitutivi. Le reazioni che si utilizzano storicamente sono la, la tioacidolisi o la fluoroglucinolisi, in entrambi i casi questo schema presenta un esempio della tioacidolisi. Essenzialmente, eh, si utilizza un nucleofilo, una sostanza che in ambiente fortemente acido riesce a rompere i legami di queste catene polimeriche dei tannini generando l'unità terminale che viene liberata nella stessa forma in cui rappresentano i tannini e tutte le unità, diciamo, estensioni fino a quella superiore vengono generate con dei derivati del, del, diciamo, eh, di questo benzilmercaptano nel caso che si utilizzi questo, oppure se si usa il fluoroglucinolo col fluoroglucinolo. Si va a analizzare prima e dopo, prima e dopo la tiosidolisi. E quello che si forma: questo è un esempio fatto dai colleghi, dai colleghi francesi di Sylvain Goyot, eh, nella mela, per esempio, dove è più semplice perché ci sono solamente due monomeri, non tre, e si può vedere, per esempio, che misurando il rapporto che si forma fra catechina e epicatechina e i benzilti si può vedere che si, può, si possono avere dei casi delle mele che hanno litanini che pesano tre fatti da tre unità altri con 11 e altri mele particolari da sidro che arrivano fino a catene di oltre 100, quindi sostanze completamente diverse, no? che vanno da un peso di 1000 eh, fino, a, fino a un peso di decine di migliaia. Allora, veniamo noi, cosa abbiamo fatto all'interno di questo progetto di Wines? Abbiamo deciso di selezionare eh, 11 varietà, 11, 11 campioni di vino, però presi nelle zone di produzione. Quindi, è chiaro, li avremo anche quasi tutti o tutti in, nelle collezioni di San Michele. Di solito la ricerca si fa così, si va a prendere eh, delle uve, si vinificano nello stesso modo, in un campo sperimentale. In questa maniera stiamo paragonando davvero quello che darebbero eh, se paragonati in condizioni rigorose. Ma il mondo reale non è quello. Noi vogliamo sapere. Le varietà, alcune delle varietà bandiera diciamo, no, dell'enologia italiana coltivate nei loro territori di elezione da, da, da aziende che sono rappresentative, da vigneti che sono diciamo, maturi e idonei a fare produzioni di qualità e comparare, comparare come, come si differenziano. Come vedete siamo andati a campionare non dovunque ma una selezione abbastanza ampia. Per darvi un esempio... Eh, nel caso del, del Teroldego abbiamo campionato 24 vini da 11 cantine, di cui abbiamo preso tutte le cantine nel 2016 e le altre o il 15 o il 13 per avere un, di un, un vino di un anno, quindi campionato diciamo, eh, nell'inverno dopo la vendemmia del 2016, e anche uno stesso vino che avesse due o tre anni di, di affinamento, però uno doveva essere giovane, cioè non ancora. Influenzato dall'uso di baric, per esempio, o da altri aspetti che lo diversificano, cosa simile, per esempio, in Umbria. Abbiamo campionato il sagrantino prendendo 20 vini da 10 cantine e così via. Nel nostro caso abbiamo usato la floro Glucinolisi, Non vi sto a noiare, comunque, è un metodo che abbiamo già applicato molte volte, è descritto in questo lavoro e permette di depolimerizzare e vedere come vengono formati i tannini. Adesso passeremo in rassegno rapidamente, in 5 minuti, alcuni esempi di quello che si può vedere. Intanto, per quello che riguarda i, i, i flavanoli liberi, quindi le diciamo, catechine, picatechine, in maniera, diciamo, eccetera, libere, abbiamo quantità che di solito sono abbastanza limitate, sono dell'ordine tipicamente di 100 mg litro, con eh, pochi vitigni che tendono ad andare molto sopra, per esempio l'aglianico, per esempio il sagrantino, per esempio anche la corvina, il teraldico si posiziona in, in, una, in un ambito intermedio, con circa, eh, anche qua con circa un centinaio di milligrammi litro di litro eh, di questi composti. E in cosa si differenziano invece eh, nel paragone tra, i, tra i, eh, le diverse varietà? Il primo elemento è la taglia media, quanto grandi sono in, uh, questi tannini nei vini giovani, nei vini appunto di, di, di meno di un anno. E vedete che eh, il sangiovese toscano è quello che ha dei valori più elevati, mediamente 20, la barra di errore vi indica anche di quanto varia su quella ventina di vini campionati analizzati. La corvina, al contrario, è quella che ha i tannini più piccoli, parliamo di, di una taglia che è circa la metà rispetto al a, a Sangiovese eh, toscana, vedete che c'è una piccola differenza tra Sangiovese per esempio in Toscana e Romagna, l'abbiamo campionato in due zone di produzione, dato che anzi, è il vitigno capostipico de, de de, dell'ampelografia italiana, tra i rossi, e ci sono piccole differenze, ma è confermato, il teroldevo è intermedio a dei, del tannino di taglia di circa 16 come Grado medio. Un secondo aspetto è la quantità, e su questo noi sappiamo, no, in ambito nazionale, che abbiamo un vino che è, si potrebbe dire che è il tannino, che è sagrantino, che ha quantità elevatissime e diciamo. Di un tannino anche particolare perché, abbia, se avessimo per esempio un Cabernet Sauvignon con i livelli di tannino che abbiamo presente nel sagrantino, non sarebbe potabile. Quindi, era uno degli elementi che ci ha fatto. Se cioè ci sono sagrantini che possono avere più di 6 grammi lito di polifenoli, danno ancora dei vini molto tannici ma eleganti. Per cui, cosa che con altri vitigni non è, non è possibile, e questo ci spiega molto chiaramente come, diciamo, quando parliamo di tannino, c'è una componente varietale che dà risultati organolettici diversi, su cui torneremo poi. Ecco, il, un, altro, un altro vitigno, per esempio, che è molto ricco in tannino e che si sa che è dove è dominante è il nebbiolo. Ecco, il terodigo eh, si pone invece, fra, diciamo, in questo gruppo, no? assieme a, a Montepulciano, Cane e Primitivo, su questo gruppo di, di, di varietà che sono su contenuti eh, leggermente inferiori alla media. In questo caso la corvina è molto sotto e è una cosa che sappiamo. Difatti in un caso si presta a fare la Barone no? con l'appassimento, con quell'enorme concentrazione, perché parte già da quantità molto più ridotte e dopo appassimento, lunga macerazione, si riporta su contenuti che sono simili a quelli degli altri vini. Non potremmo fare lo stesso tipo di concentrazione con vitigni molto dotati quantitativamente. Ecco, se andiamo a vedere come sono fatti il rapporto tra, eh, fra i monomeri di solito eh, catechina e soprattutto epicatechina sono dominanti in tutte le varietà, anche in questo il terodigo non fa eccezione, abbiamo un range di variabilità comunque tra i diversi vitigni, per esempio la corvina è molto particolare per avere un, un, appunto, un contenuto che è l'81% di catechina. E e alcune varietà, come per esempio il sagrantino, che tende ad avere una quantità comunque abbastanza importante delle forme eh, gallate, anche della piccatechina gallata, che tende a dare un tannino ancora più duro. E un quarto elemento di diversità sono le unità terminali: quindi, come termina? Eh, anche se è una percentuale piccola, no? Eh, la, la, la molecola terminale sulla catena ha una sua importanza perché è quella più esposta, è quella più verso l'esterno e quindi eh, si ritiene che sia probabilmente più importante rispetto ad altre. Anche in questo caso abbiamo che la catechina domina in tutte le varietà e l'epicatechina eh, va da un 16 a un 38%. Il teroldico in questo caso è la varietà che ha il contenuto più elevato di eh, epicatechina assieme all'alianico. Tutta una serie di dati, assieme a questi dati, il progetto ha raccolto anche una, una serie enorme. enorme di altri dati analitici che non sto oggi a annoiarvi a mostrare perché verranno diciamo, rendicontati in altra sede. Però eh, ricordo solo un aspetto: il, il tannino dei vini rossi è, eh, ha tanti aspetti di interesse. Fra questi, quello che è stato possibile scoprire con la metabolomica è che i tannini dei vini rossi, specialmente se il vino ha dei momenti di periodo in cui viene diciamo, elaborato a temperature non troppo fredde e comunque con l'invecchiamento è in grado di legare in maniera covalente la solforosa. Questo fa sì che eh, nei vini rossi invecchiati la solforosa libera naturalmente va non solo a diminuire per le reazioni che tutti sappiamo e che sono diciamo, scritte sui libri, quindi eh, trasformate in solfati eh, e diciamo e per vari tipi di reazioni codificate, ma c'è una frazione non piccola che finisce invece con legarsi con i tannini. Eh, questa arriva a essere di, anche di 15-20 mg di litro nelle forme libere. Nelle forme, diciamo, dei, la parte legata ai tannini, non abbiamo oggi ancora una tecnica per misurarla, ma questo tipo di reazione appunto della solforosa con i tannini ci fa pensare che abbiano una marcia in più anche i vini rossi potenzialmente per ridurre... L'esposizione ai solfiti delle persone che sono diciamo, che, che allergiche a questo tipo di cosa. Questa premessa di questi dati esemplificativi che stiamo compilando all'interno di questo progetto, sui quali non voglio annoiarvi oltre, ci permette di andare verso quello che, che, che è poi l'obiettivo. Nel 2000, i colleghi australiani hanno pubblicato. Quella che è la terminologia delle sensazioni del gusto no? dei vini. Voi sapete che le ruote degli aromi ne avete, le trovate dovunque. Io, per un periodo, le ho collezionate perché dovunque viaggiavo nel mondo tornavo con la ruota degli aromi del pinotage. Piuttosto che quando sono arrivato a averne una scatola, ho deciso che alla fine potevo anche fare meno di proseguire. Dei, dei tannini, invece, ce n'è una sola, questo gruppo di australiani che sono riusciti a, a vedere che circa un terzo dell'aspetto gustativo dei vini rossi non dipende dalla stringenza, ma due terzi dipende dalla stringenza e hanno cla classificato in sette categorie e 33 descrittori, sui quali un gruppo di un panel di, eh, di eh, degustatori molto allenato ha lavorato per oltre un anno e è riuscito alla fine a, a, a ridescrivere in maniera coerente vini diversi. La cosa interessante è che anche quello studio l'avevano fatto Analizzando vini provenienti da tutto il mondo, inclusi per esempio alcuni, alcuni eh, Brunelli, inclusi alcuni Baroli, eccetera, inclusi un po' grandi vini da tutto il mondo, proprio per avere uno spettro di diversità di questo. E non mi fermo su questo, però, le sette, delle, sette, delle sette categorie eh, danno un aiuto anche per come, eh, diciamo, come fare la degustazione. Eh, per esempio, le sensazioni di tattili no? di, di eh, superficie sono molto importanti. Quando noi usiamo diciamo, un tannino vellutato, no? un tannino eh, diciamo, no? che dà una sensazione tattile positiva, eh, è qualcosa che un, diciamo, un degustatore allenato riesce a a utilizzare e categorizzare abbastanza bene. Nello studio originale di Gawel addirittura i degustatori avevano in mano un mazzo di tessuti per cercare di capire quale gli dava la sensazione tattile più simile alla sensazione del vino. Oppure, non so, dynamic, no? Il fatto che, opacari, eccetera, no? Il fatto che il, dopo aver degustato il vino ti senti proprio che la bocca comincia a fare movimenti, no? Per cercare la lingua, cerca di di ricostituire la salivazione con dei movimenti è una cosa che se noi impariamo a leggere noi stessi mentre stiamo facendo le degustazioni riusciamo a, a, a utilizzare in maniera in, però per qualche motivo non è mai stata utilizzata questa cosa in Italia allora eh, all'interno di questo progetto abbiamo prodotto lo spettro di astringenza del tralego e, e appunto di questi sette descrittori abbiamo visto che eh, sei sono utili cioè eh, Facendo una serie di eh, eh, decine di sedute, dove ogni volta venivano proposti 11 vini, che erano uno per ogni varietà, i degustatori riuscivano a fare un ranking delle diverse categorie, descrivendo in maniera ragionevolmente coerente e con differenze statistiche su sei descrittori. L'unico che non è risultato in questo studio utile è quello di particolato, cioè la sensazione di avere del gesso, di avere della polvere, qualcosa. Quello non, non, non è sembrato utile. Allora, qua un aspetto importante di come abbiamo costruito queste schede di tutti questi 11 vini con l'obiettivo di imparare a descriverli in maniera appropriata, a dire cosa hanno di diverso e anche usarli per la comunicazione della diversità dei tannini nei vini italiani. Allora, abbiamo alcune note sicuramente positive. Il tannino complesso, il tannino vellutato. Quando gli enologi dicono tannini dolci, tannini piacevoli, hanno in mente questo. Però facciamo attenzione, funziona un po' come la bellezza come con tutto, non è che la, la bontà del vino italiano è la stricata di tannini dolci, perché anche le note secco, duro, acerbo e dinamico, quindi anche quello che molti autori hanno definito come un difetto, non sono un difetto, è solo questione di avere un bilancio fra le diverse caratteristiche che dia la ricchezza. Quindi, non so, un, un, grande, un grande sangiovese non è, non è caratterizzato dagli tanini eh, dolci, ha sempre una componente anche secca e, e, e dura abbastanza, abbastanza percepibile che ne fa anche la ricchezza. Allora mi, mi, appresso, mi avvicino alla fine. Eh, allora, eh, diciamo che noi abbiamo discusso che c'è una parte di astringenza decisa che però a priori non è. Detto che sia negativa, anche se spesso nella, nella letteratura internazionale viene definita semplificativamente come, come tale, ma è come definire i canoni della bellezza umana. Non possiamo dire che è bello solo quello che è perfetto, cioè, alla fine è, è il pattern, e quindi si è definito questo spettro della, della stringenza. Questo è lo spettro medio di tutti i terologi degustati, e una cosa simile l'abbiamo fatta anche per gli altri vitini. Cosa vedete? Che cos la la, allora. Il, il Teroldego è l'unico degli 11 vicini degustati che ha la complessità come, come caratteristica dominante. Ha anche, che lo controbilancia, sia delle note di tanino secco e leggermente acerbo e sono però contra, diciamo, controbilanciate da una componente importante anche per diciamo, le sensazioni di tanino vellutato. Complessivamente è uno dei vini che è stato molto apprezzato dai panel di degustazione nel confronto. E allora sempre... Eh, per darvi un'idea, questa è la media. In realtà, per ciascuna di queste caratteristiche, per esempio per il dinamico, che era basso, no? oppure per il vellutato, vedete che l'insieme dei vini che sono stati mostrati eh, eh, hanno una certa variabilità. Se vedete, i Teroldeghi hanno una variabilità piuttosto limitata. No? Quindi, quando diciamo che il teroldico ha una componente dinamica bassa, vedete che tutti i vini, tranne uno, si collocano qua. Guardate, per esempio, dove si colle l'alianico oppure il Sagrantino, sì, eh, oppure anche questi a sinistra. E vedete chiaramente che si posiziona abbastanza in basso mentre invece per il tannino vellutato si posiziona su valori medio-alti e di nuovo c'è un singolo campione che è più basso ma altrimenti sono tutti decisamente riproducibili in altre parole il profilo sensoriale del teroldego è identitario ha una limitata variabilità intravarietale ed è caratteristico di tutti i vini degustati quindi è utile per comunicare questo tipo di... per chiudere l'ultima diapositiva tecnica e abbiamo proposto una scala di astringenza che è la differenza tra la somma delle caratteristiche di astringenza decisa meno le, la somma delle caratteristiche di astringenza morbida. Naturalmente non è così facile diciamo, fare le addizioni, è una semplificazione, però questo ci permette di fare una scala di vini fra i vini che hanno la maggiore astringenza, quindi la maggiore diciamo, importanza del tannino nel contesto complessivo. E in questo caso il Teraoldigo si posiziona vicino al Primitivo, ma anche alla Corvina e al Canonau fra quei vitigni dove eh, la, la, eh, diciamo, il tipo di tannino particolare è, è tale da non rendere i vini particolarmente duri, ma più spostati verso una, una stringenza diciamo, eh, dolce. E per chiudere, e quindi la metabolomica, come abbiamo visto in questi anni, può partecipare a produrre delle informazioni sia qualitative che quantitative molto dettagliate sulla composizione dei vini. Da sola non dà risposte, deve integrarsi con tutte le altre tecniche a disposizione, quindi analisi sensoriale, tecnologia, e, e controllo degli impianti, eccetera. E nel caso dei tannini, il consorzio di Wine si è posto l'obiettivo di descrivere e comprendere il profilo gustativo identitario associati a numerosi vitigni monovarietali italiani, tra cui il teroldego. E adesso abbiamo in partenza, sempre finanziato dal MIOR, un progetto simile finalizzato a descrivere la diversità dei vini, degli aromi dei vini bianchi italiani. L'ultimo ringraziamento, oltre agli organizzatori, devo farlo al gruppo della Metabolomica perché. Voi sapete che insegnando e occupandosi di altre cose si finisce con non passare più dal laboratorio neanche per salutare molti giorni e quindi per fortuna c'è un gruppo di persone molto motivate e quello che a me piace è che questo è un picnic rovinato dalla pioggia ma sono persone che riescono anche a divertirsi quando piove mentre certi altri solo si bagnano. Grazie a tutti. Grazie, grazie Fulvio. Eh, penso che adesso interviene il professor Goujon ok e, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo però le relazioni sono molto interessanti quindi chiedo al pubblico che è veramente molto numeroso di pazientare se, se andiamo oltre un pochettino i tempi perché insomma vale veramente la pena, grazie Buongiorno, et c'est tout ce que je vais dire en italien. Je connais d'autres mots, mais ils ne sont pas appropriés pour euh, cette présentation. Euh, donc je vous remercie pour cette, pour l'organisation euh, de. Alors, il y a beaucoup de monde à remercier. Je vais aller euh, assez vite, pour notamment parce qu'il y a eu déjà beaucoup de remerciements, parce qu'on a un petit peu de retard, et puis aussi pour euh, permettre aux traducteurs de de souffler un petit peu je leur ai promis de parler pas trop vite je les remercie d'ailleurs pour la qualité de la traduction c'est important euh, nous en avons conscience puisque nous organisons depuis plusieurs années un congrès où il y a une, y a une traduction simultanée et c'est véritablement important cette qualité de la traduction simultanée pour la, la compréhension de de, de, des propos qui sont euh, avancés. Donc voilà, je, je, je m'associe euh, à, à ce que vient de dire euh, Fulvio pour euh, notamment témoigner effectivement des travaux que nous avons faits euh, aussi bien en, Bourg en Bourgogne qu'en Italie ici. Nous avons eu d'ailleurs quelques échanges avec Fulvio que nous avons sollicité pour travailler pour, euh, notamment dans le cadre d'un comité de pilotage de thèse. Mais ce ne sont pas ces travaux que je vais présenter ici. Je vais vous présenter en fait trois exemples de développement de, de cette approche de métabolomique en oenologie, euh, euh, donc réalisée à l'université de Bourgogne, avec un focus sur le pinot noir, puisque c'était un petit peu la règle du jeu. étant, donné, étant entendu que nous avons travaillé, bien évidemment. Euh, pas seulement sur le pinot noir mais aussi beaucoup sur le chardonnay d'ailleurs peut-être un peu beaucoup plus sur le chardonnay jusqu'à présent cela dit nous avons quelques jolis exemples d'application de, de, de cette métabolomique alors pour, en fait pour ce terme métabolomique n'est pas si euh, répandu ou en tout cas n'est pas forcément euh, immédiatement euh, associé à une technique analytique euh, par, par tout le monde. Et en, pour le définir assez simplement, euh, la métabolomique, en tout cas telle qu'on l'envisage ici, c'est l'étude de la diversité chimique du vin. Alors la métabolomique s'applique à beaucoup de, de, de domaines ou de matrices euh, biologiques ou biochimiques. Ici, nous nous intéressons, et en tout cas dans les exemples que je vais présenter, à la chimie du vin et notamment au vieillissement du vin, à l'évolution du vin, à son aptitude au vieillissement. Et en ça, on rejoint un petit peu des, des travaux que, qui ont été réalisés ici par l'équipe de Fulvio et dont il en a présenté un exemple à la fin. C'est euh, un petit peu comme s'intéresser à une empreinte, une empreinte digitale, donc ici qui va devenir une empreinte métabolique. Cette empreinte métabolique, on, on, on peut l'envisager finalement, et notamment si on s'intéresse à la composition du vin en bouteille, et donc au cours de son vieillissement, on peut l'envisager comme le résultat de d'influences successives tout au long de l'élaboration de ce vin, depuis le, la vigne jusqu'à la bouteille. Il y a donc une notion de, de mémoire de tous ces impacts environnementaux, environnementaux étant ici pris au sens large et incluant également l'influence humaine. Il y aurait donc une mémoire, possiblement, dans la composition du vin, de... Tout ce qui a constitué l'histoire de l'élaboration de ce vin. Ici, je donne juste quelques exemples rapidement. Euh, cette mémoire, si on la décline en composés chimiques ici, eh bien, on peut effectivement euh, retrouver des composés qui sont ma très majoritairement identitaires de certaines étapes de l'élaboration du vin. Par exemple, l'impact le, le, environnemental au sens large, l'impact environnemental au sens large. Euh, de la vigne, euh, c'est un, un exemple, c'est le resveratrol, le fameux French paradoxe, ce composé qui, euh, qui associe donc la, consommation, la consommation modérée de vin rouge à une qualité euh, euh, ou un bienfait pour la santé. Puis un exemple de, de marqueur de l'étape de vinification. Eh bien, c'est un composé tel que le tyrosol, c'est un métabolite levurien, il est produit par la levure, donc il, il n'apparaît que euh, dans le vin que après la fermentation alcoolique. Et enfin, le vieillissement, un exemple, c'est un composé d'ailleurs sur lequel euh, Fulvio a, a travaillé, a publié. Euh, c'est euh, l'adduit, donc l'addition du SO2, des sulfites que l'on ajoute pour la préservation du vin, sur des composés euh, qui sont naturellement présents dès, dès le départ. Par exemple, ici, un acide aminé, la cystéine. Et, et donc, l'intérêt de la métabolomique, c'est de considérer que cette diversité euh, chimique présente est porteuse d'informations. Et à titre d'exemple, ici, je, je mentionne un, un ordre de grandeur qui évolue beaucoup, mais on, on connaît actuellement, en termes, si on fait une veille, un petit peu des composés qui ont été identifiés, quantifiés dans les vins. Quel que soit le cépage, on est autour de 3 000, 3 500 composés. Le resveratrol, un exemple rapidement euh, de, de, de marqueur, justement, de de, de, de pardon, de, de, de l'étape de viticulture. Euh, il, il est emblématique en ce sens qu'il il témoigne relativement euh, euh, comment dire directement de l'état sanitaire de la vendange dans les 24 à 48 heures avant la vendange donc au, pour faire simple un vin ici donc on a pris euh, quatre parcelles différentes donc deux parcelles, deux parcelles en côte de nuit pardon, deux parcelles en côte de nuit deux parcelles en côte de Beaune et notamment les deux parcelles en côte de Beaune étant très proches l'une de l'autre pendant trois années successives, on a récolté à la vendange le raisin, puis le vin immé immédiatement après la fermentation, puis après, vous le verrez, un peu plus tôt, euh, après quelques années de vieillissement en bouteille. Et on voit ici que si l'on si on, 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 on analyse le resveratrol dans le raisin ou dans le vin, alors ici en l'occurrence c'était dans le vin, euh, on a des, des variations qui sont euh, en valeur absolue qui ne sont pas immenses, mais en, en concentration en resveratrol qui sont relativement importantes. C'est un composé qui est... Pas, Excessivement abondant. Et on voit que deux parcelles très proches, comme euh, aveaux et Couchereau, qui sont les deux parcelles de Côte-de-Beaune, peuvent avoir des, des concentrations en résidératole qui sont très différentes. Et cette différence va être très impactée par le millésime. Pour en revenir, c'est un exemple ciblé. Pour en revenir à la dynamique ou la démarche de métabolomique, euh, si on devait la décrire aussi, une autre façon de la décrire simplement, ou une de ses caractéristiques, c'est que on va s'intéresser de manière non ciblée à la composition du vin. Donc on n'a pas d'hypothèse a priori. On se dit, on va essayer de voir tout ce qu'il est possible d'observer. Et a priori, l'hypothèse est que dans toute cette diversité, il existe une information porteuse, il existe une, une signature chimique porteuse d'information. Alors après, à nous de déchiffrer cette information. Et parmi cette diversité chimique, il y a, par exemple, les composés phénoliques dont vient de parler Fulvio. Donc d'une certaine manière, il y a une, une notion, une, une notion conceptuelle dans l'approche aussi qui est euh, un petit peu euh, euh, illustrée ici par cette représentation de Honoré Domier, qui est qui est extrêmement importante aussi, qui est que on ne voit que ce que l'on regarde, et par conséquent, il euh, y a une nécessité pour cette approche non ciblée de prendre un petit peu de recul et de se dire euh, je, essayons d'observer le plus largement possible un objet ou alors sous différents angles. Et ce que l'on va essayer de mesurer ici, c'est le poids des molécules. Donc, on, on, on va peser d'une certaine manière les molécules, avec une précision qui a évolué au cours des, 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 des dernières décennies ou des derniers siècles de manière considérable, puisqu'on a une précision de l'ordre de la masse de l'électron dans les molécules que l'on pèse. Le résultat ici, que je vais, je vais passer très vite finalement, c'est la, 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 la stratégie méthodologique qui, qui consiste à l'enregistrement d'un spectre de masse ici, qui va être, qui va être une, une, une information semi quantitative de la composition. Ici j'ai un zoom sur, pour chacun de ces pics qui correspond à, au, à la pesée de composés, On va on essaye d'associer une formule élémentaire donc une, un, de dire que -ce qu cette masse correspond à combien de carbone, d'hydrogène d'oxygène d'azote qui sont les composés éléments, les, les éléments importants de la, de la fraction organique de la chimie. Et puis, on utilise des stratégies de représentation qui ont un caractère heuristique, voire holistique, c'est-à-dire qui permet de, visuellement de donner déjà une première impression euh, et qui va être euh, un outil de travail puisqu'elle permet d'une part de représenter une diversité chimique et d'autre part de la, de la catégoriser en termes de familles chimiques auxquelles les composés qui sont mesurés euh, appartiennent. Donc ici, par exemple, on va avoir une zone avec beaucoup, les, qui va être centrée sur les acides aminés, sur les peptides, et puis une zone plutôt sur les polyphénols ici. Nous avons ici un. un, un, un donc ce, ce diagramme s'appelle un diagramme de Vente-Crévellen. Et ici nous avons la représentation d'un mou de pinot noir, d'un prestigieux domaine de, de Côte-de-Nuit. Et puis on peut compter les points qui sont présents avec une, une nomenclature que l'on essaye de respecter, de, gar de garder constante, qui est que les points qui sont en bleu sont des points qui correspondent à des composés qu'on a pesés et qui n'ont que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Les points qui sont en vert, ils ont du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, et puis du soufre. En orange, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote, et en rouge, c'est carbone, hydrogène, azote. Et, souffre. et vous voyez qu'on peut compter ici les points. On a un ordre de grandeur ici qui est de l'ordre. Si on compte les points, on a à peu près 6000 points ici. Et sans rentrer dans les détails, si on tient compte des isomères possibles pour chacune des attributions, on peut dire qu'on pèse de manière instantanée euh, plusieurs dizaines de milliers de composés dans l'échantillon de manière simultanée. Et ces plusieurs de, dizaines de milliers de composés nous permettent d'anticiper un chiffre qui... Qui n'a pas vraiment de sens, mais qui, qui, est, qui a au moins un mérite, c'est de montrer que ce que l'on connaît actuellement de la composition du vin, c'est qu'un tout petit pourcentage de ce qui est potentiellement présent dans ce vin. Et euh, ce chiffre de 50 000, vous voyez, est encore un ordre de grandeur complètement différent par rapport aux au millions de composés possibles dont Fulvio vient, vient de parler. Un exemple de. Pardon. Oula, je sens que... Un exemple d'impact eh de, de, ou de signature euh, qui est importante pour l'élevage du vin, pour l'élaboration du vin, et particulièrement en Bourgogne, c'est l'étape de l'élevage en fût. Je, prends, je vais prendre cet exemple. Et où Vous voyez ici que par rapport à ce que l'on connaît actuellement de quelques centaines de composés d'arômes, ou quelques dizaines de polyphénols qui sont issus du bois, en fait la diversité chimique qui est potentiellement apportée par l'élevage en fût, elle est de l'ordre de plusieurs milliers, voire peut-être même plusieurs dizaines de milliers de composés. C'est-à-dire que le vin qui est dans le fût au cours de l'élevage est susceptible d'échanger plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de composés. Euh, à cet égard, euh, eh bien on, nous avons effectivement, ça a été un petit peu nos premiers, nos premiers résultats sur la métabolomique. Ça a été sur ce, ce merveilleux échantillonnage, sans doute un des plus beaux échantillonnages de pour l'étude de l'impact de l'origine géographique et de l'espèce de, de chaîne sur la qualité des vins. Alors de Bourgogne au départ, et puis ça a été étendu à des vins de la vallée du Rhône. Euh, brièvement, pour cette expérimentation qui a été mise en place en 1995-96, des forêts ont été identifiées en France, des forêts qui sont pourvoyeuses de chênes. Dans chaque forêt, alors des forêts étaient plutôt uniquement des chênes pédonculées, d'autres uniquement des chênes sessiles, et puis il y en avait trois qui avaient les deux espèces. Ces deux espèces étant les espèces les plus répandues pour l'élaboration des fûts en chêne. Pour chaque forêt, 24 arbres avaient été abattus enfin deux fois 24 arbres, un arbre donnait une douelle, 24 douelles donnaient un fût, afin de prendre en compte la variabilité inhérente à ce matériau biologique. Donc nous avions, à l'issue de cette expérimentation, 24 fûts, enfin, euh, pardon, 12, euh, 12 couples espèces forêts avec des vins euh, mis dans ces fûts, toutes conditions égales par ailleurs, à l'issue de l'élevage, ces 20, une différence devait être nécessairement due soit à l'origine géographique soit à l'espèce de chaîne. et ici nous avons montré donc pour, pour aller directement au résultat nous avons montré qu'en étudiant cette diversité chimique donc ces milliers ces dizaines de milliers de composés on retrouvait très facilement au travers du traitement statistique ici on retrouvait très facilement en fait, une signature d'espèce, que ce soit dans des vins blancs ou dans des vins rouges, on voit immédiatement, on peut dire, bon ben ce vin, il a été élevé dans un fût de chêne cécile ou dans un fût de chêne pédonculé. Mais on a pu montrer également que dans, pour certaines euh, forêts, et notamment pour la forêt de Biche, qui est dans le nord-est de la France, on avait une signature d'origine géographique. On a pu ainsi montrer quelque chose de fondamental, qui est que le, le vin, ici, le vin apparaît comme révélateur de terroir, non pas du terroir au sens où on l'entend, où on a entendu parler depuis hier, mais d'un terroir particulier qui est le terroir du chêne. Alors, juste pour, pour aller un tout petit peu plus loin, effectivement, on nous a demandé pour cette publication d'identifier des composés qui étaient potentiellement responsables et un composé qu'on a... Euh, pro probablement, euh, enfin, une hypothèse très probable, et que c'était un, un composé identifiant de la forêt de beech n'aurait pas été ici un, un composé indigène du bois, mais un composé, un métabolite de lichen qui pousse sur cet arbre. Et cette hypothèse était d'autant plus probable que cette région euh, euh, de l'Europe est une région particulièrement riche en biodiversité lichenique. Un autre exemple euh, qui, cette fois, fait référence au terroir au sens où on l'entend, ou on, on a entendu jusqu'à présent, je me suis permis ici de reprendre ce vers euh, que Jean-Pierre a commenté, Jean-Pierre Garcia, hier, mon collègue, a commenté, euh, pour, le, pour le, le contextualiser à cette étude, euh, et notamment en reprenant les mêmes quatre parcelles que mentionnées précédemment. Et avec cette notion qui est fondamentale, qui est que. Selon, en tout cas pour la, la, la vision bourguignonne du terroir, il manque une toute petite donnée importante, selon moi, dans ce verre qui, qui, qui témoigne effectivement de cette essence du, du sol ou en tout cas du, de, de l'impact environnemental sur le terroir. Et cet impact environnemental a une toute petite dimension, c'est la dimension humaine. Euh, à mon sens, le terroir. Le terroir Bourguignon, le terroir de la Bourgogne, cette magnificence en fait, elle a une intention. Le terroir de Bourgogne, ça a une intention, et cette intention, elle est nécessairement associée à la, à la, à la, à la juxtaposition d'une dimension humaine sur des conditions environnementales favorables. Et ici, donc, nous avons effectivement essayé d'appliquer ce regard. Euh, euh, Holistique sur la composition de ces vins. Et sur les vins après fermentation, on a été un petit peu déçu dans notre, dans notre dynamique dans laquelle on était. On a été un petit peu déçu puisque ce qu'on a observé globalement, c'est que le plus, le, le plus fort impact sur, les, sur la composition de ces vins, c'est le millésime. On s'attendait à voir assez facilement voilà une, une, une distribution statistique qui permettait de dire OK, on a les vins de la côte de Beaune, les vins de la côte de Nuit et idéalement même chaque parcelle. On a été un petit peu déçu. Et ces vins ont été, c'était les vins du domaine Jadot. Et après quelques années, on est retourné voir le directeur général, Jacques Lardière, et on lui a expliqué, on lui a dit, écoutez, on est un petit peu déçus, quand même. On s'attendait quand même à faire mieux. Et là, il nous a dit, écoutez, moi, je pense que le terroir, en fait, vous n'allez pas être déçu, parce que je pense que le terroir, il s'exprime au cours du vieillissement. Et donc, on est, euh, super, euh, j'ai dit, ben, écoutez, formidable, ben, ce serait bien si on pouvait. Euh, j'ai tenté un petit coup, j'ai dit, ben, écoutez, ce serait bien si on pouvait avoir des bouteilles. Et puis, il a dit, Banco, il a dit, ben, je vous donne des bouteilles de, de ces vins qui avaient été suivis au cours de l'élaboration. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a refait cette analyse statistique et on a observé, effectivement, sur ces bouteilles, après plusieurs années de, de vieillissement, que la, cette signature de terroir commencer à prendre le dessus, potentiellement, potentiellement présente, euh, par rapport à une signature de millésime, en tout cas pour les deux, euh, les deux côtes, côte de nuit et côte de baune. Et enfin, un dernier exemple qui, euh, cette fois, euh, donne une dimension temporelle un peu plus importante à cette application de la métabolomique, et où on est plutôt dans un, une, une approche un petit peu archéochimique qui, euh, qui s'appuie finalement sur une autre richesse euh, de la Bourgogne. Pas, une, la, la Bourgogne n'est pas la seule région viticole à être riche de cela, mais en tout cas, elle dispose effectivement de vieux millésimes, et par vieux millésimes, c'est plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et ici, grâce... Euh, Jean-Pierre Garcia, mon, euh, mon collègue qui a causé hier, hier, nous avons eu accès à une vieille bouteille qui a été retrouvée en 2006 dans les fondations de ce qui fut euh, l'abbaye de Saint-Vivant, l'abbaye des moines de Saint-Vivant. Donc c'est au-dessus, c'est dans les hautes côtes, au-dessus du village de Vaud-de-Romanée. Et donc brièvement, parce que je n'est vais pas, c'est pas le, le c'est pas mon, mon domaine de spécialité, c'est plutôt Jean-Pierre ici. Donc brièvement, cette bouteille, elle a, elle a été trouvée sous, sous une, sous une dalle. Excusez-moi, vous avez un peu. J'ai fini. Oui. J'ai fini. Elle a été trouvée sous une dalle, et euh, donc euh, voilà, on a eu accès à cette bouteille. Jean-Pierre a, a écrit un article là-dessus avec cette citation intéressante de Charles Baudelaire L'âme du vin euh, chantait dans les bouteilles. Et effectivement, cette approche métabolomique ici, ben, c'est aussi une, un questionnement de cette âme. Et nous l'avons questionné, cette âme. Nous avons ici une représentation de ce vin. Euh, Aubert de Villene, qui nous avait mis à disposition euh, ce vin, s'était dit éventuellement, au cas où on soit déçu par la dégustation, il avait ouvert. Une romaine des saints vivants 1915, qui était exceptionnelle, sans doute un des plus grands pinots noirs que j'ai eu la chance de boire. Et puis nous avons montré, effectivement, ce n'était pas l'objet, ce n'est pas la finalité de nos outils jusqu'à présent, mais nos outils ont cette potentialité de pouvoir retrouver dans cette signature chimique, sans doute, des éléments relatifs au cépage. On voit que nos échantillons se placent plutôt du côté des pinots noirs, dans un échantillonnage qui est certes réduit. Et puis également, des éléments relatifs à l'âge de ce vin, l'évolution, puisque vous voyez ici, dans cette représentation tridimensionnelle, que les, les, ces, ces vins se placent suivant un gradient qui les situe à des vins qui ont plus de 100 ans d'évolution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je voudrais mentionner tout particulièrement mon collègue Philippe Schmidt-Copelin de Munich, avec qui euh, nous travaillons depuis plus de 12 ans, et sans qui euh, ces travaux n'auraient pas vu le jour. Chloé Rulliégal, qui a été un petit peu la, la cheville ouvrière dans le cadre d'une thèse, et Jean-Pierre Garcia, mon collègue, pour euh, cette vieille bouteille. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci. <laughs> professeur Lujan, qui est professeur à l'Université de Bourgogne, et je il le collègue Stefanini, je pense, oui, sí, ok, parce que le programme. Abbiamo... come ben sai il collega ha un po' di ritardo per cui lasciamo a lui la capacità anche di recuperare qualcosa. Ho visto che ha una 50 60 slide magari 5. Vi racconto solo se volete. E perché perdiamo il pubblico. Il professor Stefanini, intanto è collega qua alla Fondazione MAC e, e lavora proprio sul miglioramento <coughs> genetico e la creazione di nuovi vitigni. Buongiorno a tutti, grazie uh -huh. di avermi invitato a poter presentare l'attività del gruppo di unità di genetica e miglioramento genetico della vite che ho l'onore di coordinare e in particolare svilupperò quello che è stato l'utilizzo del vitigno terolegon in questi eh, settori del miglioramento genetico della vite. Nella, per quanto riguarda l'attività di incrocio, ci occupiamo sia dell'incrocio um, per la qualità, quindi miglioramento delle performance delle nu di nuove varietà e quindi anche adattamento ai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda gli incroci con varietà resistenti per ottenere eh, genotipi eh, con una tolleranza migliore rispetto alle due principali eh, malattie fungine che sono eh, l'oidio e la peronospora. Eh, brevemente uno, ah, qualche collega ha già fatto vedere quello che è l'attività del miglioramento genetico per impollinazione con tutte le loro fasi più o meno impegnative e atte a eh, diciamo, produrre dei semi per eh, avere una variabilità eh, dove poter selezionare quelle che sono le varietà più interessanti. Da questo punto di vista la cosa interessante è che tutto ciò che si ottiene anche da un autofecondato è eh, possibile dare una impronta digitale e quindi dare la possibilità di eh, individuare e di caratterizzarlo da un punto di vista genetico. Che ruolo ha avuto la, il terologo in tutta questa attività? Sia per quanto riguarda la qualità e poi vedremo per la resistenza. Vedete che dal 1986, quando è stata ripresa l'attività di incrocio dopo la presenza del già citato Reborigotti, è stata realizzata una, una serie di... Eh, eh, attività di, di, di incrocio ripetuto sia per la qualità, eh, vedete qui con l'utilizzo del teroldego, eh, sia con altri vitigni che ovviamente non vi cito. Abbiamo raccolto più o meno 17.000 semenzali dai quali poi sono stati selezionati tutta una serie di, di vitigni, tra cui anche dei figli di teroldego e lagrain abbiamo potuto portare all'iscrizione. Criteri di valutazione ovviamente sono molto ampi, soprattutto dall'aspetto fenologico, in quanto l'adattamento di nuovi vitigni alla coltivazione, non, non, come abbiamo già sentito, non esulano dagli aspetti fenologici, la morfologia dei grappoli, in quanto anche per la tolleranza alla botrite. E poi ovviamente tutta la sensibilità ad altri patogeni, punto stress biotici come la pronosticloidio, oltre che ai caratteri eh, analitici per la qualità. Vi parlo in particolare di questo incrocio terologo per la Grind, perché è quello che la bacca rossa col terologo, ha dato dei risultati e con l'iscrizione di due nuove varietà che andremo a definire. Mi soffermo solo a dire che grazie anche alla collaborazione con la dottoressa Grando abbiamo individuato in questa popolazione anche degli autofecondati di teroldego, questo per dire appunto come citava nella sua relazione, uno pensa di aver fatto un incrocio, in realtà poi si trova eh, delle altre sorprese, a volte gradite, a volte meno. Per quel che riguarda la selezione di questa popolazione abbiamo individuato una dozzina di genotipi che corrispondevano alle nostre esigenze, cioè il primo obiettivo era quello di eh, varietà più tolleranti alla botritis dei due genitori, eh, con <coughs> anche livelli di tannino un po' più elevati perché come abbiamo visto nella, eh, nei due genitori eh, è un fattore che è limitato. Dal punto di vista dell'ampelografia... Dell e della fenologia sono stati caratterizzati, vedete che tutti i genotipi che abbiamo selezionato erano più tardivi del teroldego, cioè nel senso che appunto, abbiamo cercato di ottenere di selezionare vitigni, nuovi genotipi con caratteristiche di una maturazione un po' più prolungata e un'analisi di quello che riguarda l'incidenza della botrite con l'indice del BH. Tutti questi vitigni sono stati ovviamente caratterizzati sia dal punto di vista analitico, produttivo, eccetera, non, non, posso, non, non ho voluto tediarvi con tutti i grafici, l'analisi la, sensoriale ha permesso di definire quelle che sono le, le note eh, principali e per giungere poi a conclusione è l'idea di poter eh, selezionare e portare all'iscrizione i due vitigni, i due genotipi più eh, graditi al popolo del pane di degustazione e eh, quelli che avevano un'incidenza della malattia inferiore. Ma il Teroldego non abbiamo fatto solo Teroldego per eh, la grain, ma abbiamo sviluppato, abbiamo utilizzato il vitigno Teroldego che riteniamo un ottimo genitore con molte altre varietà, tra cui abbiamo ottenuto sia vitigni a bacca bianca, sia vitigni a bacca rossa. Per quanto riguarda i vitigni a bia bacca bianca, ovviamente quelli che sono tutti i parametri produttivi qualitativi, ma abbiamo cercato di ottenere quelli che sono i caratteri un po' più rilevanti, cioè quello della eh, eh, maturazione più tardiva e quelli che sono la conservazione eh, di, eh, de dei vini. Dal punto di vista della degustazione sono stati eh, caratterizzati tutti i vitigni eh, ottenuti, selezionati da, una, da semenzale singolo a eh, 25 piante, abbiamo fatto le micro, e per quanto riguarda i vitigni bianchi possiamo dire che questi tre vitigni hanno manifestato un, un, delle caratteristiche interessanti, sia produttive che qualitative, che dal punto di vista della fenologia e così via. Questi poi vitini bianchi non sono coltivati solo o utilizzati, o pensiamo di poterli utilizzare solo in Trentino, nella piana Rotaliana. Ma ovviamente sono vitini bianchi che possono essere pensati di essere utilizzati in val eh, come si dice, valorizzazione di situazioni eh, viticole con eh, una scarsa eh, connotazione varietale e quindi potrebbero dare delle. Eh, degli input di miglioramento della, della, del vitigno già esistente o quantomeno un incremento di interesse. Per quanto riguarda la, la, la bacca rossa, vedete che abbiamo caratterizzato, porto solo i caratteri più importanti sia dal punto di vista della, eh, della produttività, della qualità, il profilo antocianico, il profilo polifenolico, l'effetto della... Degustazione dei vini rossi selezionati ed ecco che abbiamo eh, individuato in questi tre genotipi, di cui uno è già iscritto con Iasma eh, ECO1, eh, i genotipi interessanti. Eh, queste, eh, questi genotipi eh, ovviamente nascevano da un'idea un di, come abbiamo visto anche nella relazione del dottor di eh, cercare di coniugare caratteri positivi. Di alcune varietà con il carattere eterologico, essendo anche la varietà eh, principe della nostra zona, quindi abbiamo cercato di eh, ottenere delle varietà che possono eh, migliorare. Scusate che corso via la, la. Una prima conclusione: questi nuovi genotipi possono essere utilizzati esattamente ad integrazione delle varietà esistenti. Dal punto di vista della diffusione di queste due varietà: Yasma Eco 1 e Yasma Eco 2, i nomi sono stati dati eh, nella speranza di trovare poi dei nomi più accattivanti, ma eh, la, eh, il desiderio di iscrizione era così eh, più forte di quello di aspettare il nome più adatto. E vedete che anche gliasma Eco1 ha già eh, 30.000 eh, piante eh, moltiplicate, quindi c'è un certo interesse per gli asma ECO2 meno, meno conosciuto e meno diffuso, comunque eh, siamo eh, soddisfatti per quelle che sono normalmente le, la penetrazione di varietà nuove nel nostro ambiente viticolo nazionale. Per quel che riguarda invece nuovi, i nuovi genotipi, quelli interessati più, eh, cioè che riteniamo più interessanti, vedete che sono eh, praticamente... Eh, mh, Diffusi o comunque provati in ambienti molto più caldi come l'Abruzzo e la Sicilia, oltre che nel nostro territorio trentino, in ambienti differenti. Per quanto riguarda la, la, la resistenza alla botritis e alla, eh, scusate, alla peronospora e lo idio, eh, riassumo brevemente due concetti. Innanzitutto, quando parliamo di varietà resistenti, non parliamo di varietà immuni, e quindi di fatto abbiamo un'incidenza che può essere di tipo eh, annuale dovuto alla, eh, allo sviluppo, cioè al, al clima più o meno adatto al fungo, oltre che ovviamente alla eh, condizione di, di sviluppo della pianta. Sicuramente possiamo eh, dire che questa, la selezione di queste varietà per noi è... È fondamentale la possibilità di ridurre notevolmente e significativamente il numero dei trattamenti. Per quanto riguarda questo settore eh, abbiamo diverse piante eh, in pieno campo in validazione, la selezione viene fatta sia dal punto di vista eh, fenotipico sui dischetti, sia una valutazione in serra dove con eh, la distribuzione del patogeno si possono eh, selezionare in tempi brevi, eh, vedete nel, dalla diapositiva la, la più o meno incidenza del, del fungo, e eh, ovviamente in alto a destra eh, vedete la eh, varietà resistente che è in e non ha presenza e, eh, di sviluppo del fungo. Per quanto riguarda il la, la, il discorso resistenza, eh, cerchiamo, ovviamente una delle, una delle obiezioni che ci spesso ci vengono fatte è quello di dire ma la, il fungo poi si sviluppa e supera i livelli di barriera, a questo punto abbiamo, re, stiamo realizzando un piano di eh, piramidizzazione di diversi geni, di diverse provenienze della resistenza e quindi non solo poi per l'oidra, per l'onospora, ma abbiamo inserito recentemente anche il per eh, dire che abbiamo alcuni genotipi con un livello di piramidazione elevato in cui incroceremo ovviamente, oltre che la varietà ateroldo, anche altre varietà. Per quanto riguarda il breeding tradizionale, cioè le, la valutazione dell'incrocio di eh, varietà di vitis vinifera per la varietà, co, per la varietà resistente, eh, ovviamente anche qui il, il carattere fenologico, cioè la caratterizzazione fenologica è fondamentale, come la raccolta dell'incidenza di tutti i, i parametri della resistenza, oltre che ovviamente a tutti quelli che sono i caratteri importanti per la vinificazione, e in particolare per le varietà rosse c'è la valutazione del livello di, eh, di glucosidi, in quanto sapete che c'è una... Eh, legislazione un, un parametro limite dei 15 mg per litro eh, data dal eh, regolamento OIV. Per quanto riguarda le nuove varietà, vedete che ci sono anche la, cioè il numero di, di ore necessarie di, eh, sono eh, diverse. e eh, Per quanto riguarda il teroldego per la resistenza, vedete il numeroso eh, utilizzo di questa varietà per portare. Eh, i caratteri positivi di, questa, di questo vitigno eh, insieme ovviamente alla resistenza, oltre che a fornire la, probabilmente qualche genotipo base eteroldego con resistenza elevata. E in Trentino eh, se dovessimo rispettare i 30 metri da tutti i siti sensibili avremo una riduzione del 30% di superficie viticola, quindi potete bene immaginare, soprattutto i nostri colleghi stranieri, che importanza la selezione di varietà resistenti per la, una situazione come il Trentino. Cosa stiamo portando in iscrizione? Stiamo portando tre varietà, baseteroldego, questa è la varietà un po' più, diciamo, più indietro nella, nella valutazione, vedete che manca un anno, è caratterizzata da, da, da grappolo piccolino come anche la bio... Diversità la, del, del terologo presente a grappolo più o meno grande, più o meno piccolo. Poi abbiamo queste due varietà, il 2210 e il 229, che sono praticamente le varietà prossime all'iscrizione e dove in, non presentano livelli di glucosidi sopra il livello. Eh, previsto dalla legislazione eh, che sarebbero i primi varietà rosse resistenti con livelli di, eh, di glucosidi, eh, diciamo se non uguali alle, alle vinife, ma comunque sotto i, i livelli, e quindi potrebbero essere effettivamente. Una innovazione. Dal punto di vista dell'analisi sensoriale, ovviamente non sono vitigni uguali, eh, sono vitigni con loro caratteristiche differenti. Ma a livello di un confronto con le varietà resistenti, anche attualmente disponibili nel mercato vivaistico, si pongono sempre in termini positivi. Concludo ringraziando tutti i miei colleghi eh, e i miei collaboratori della, della mia unità e spero di aver dato un esauriente panorama visto la velocità con cui ho dovuto... Grazie, si è sì, apprezzata moltissimo. Mm. Eh. Bene, chiedo alla dottoressa Françoise eh, Bagné di intervenire, a, ci parlerà di geomorfologia e pedologia, lei è una pedologa che ha lavorato moltissimo in Borgogna e quindi si tratta dei vigneti della Borgogna, grazie. Bonjour, j'ai baissé, je, baisser, je suis toute petite. Euh, donc bonjour à tous. Depuis deux jours on parle beaucoup de lieux, de, lieu, de terroirs, euh, notamment en ce qui concerne la Bourgogne. On a vu que la notion de, de qualité, de référence, la référence pour les vins en Bourgogne, c'est souvent le lieu on va donc essayer ensemble dans un temps très réduit d'essayer de, de regarder si réellement le paysage si la nature des roches si la distribution des roches va, vont être quelque chose si la répartition des sols la nature des sols vont être des choses qui vont être euh, essentielles dans la valorisation du, du vin sur la, sur la bourgogne. Olivier Jacquet hier dans sa présentation, euh, et puis ça a été repris ce matin aussi par Jean-Yves Bizot, vous a parlé de l'importance de l'imaginaire dans euh, la construction du discours sur les vins bourguignons. L'imaginaire en ce qui concerne les sols et les sous-sols, c'est très facile parce qu'on ne voit rien. On ne voit que la surface sur laquelle on marche. On ne peut qu'imaginer ce qu'il y a dessous. Donc autant vous dire qu'en Bourgogne, on a laissé libre cours à notre imagination et qu'il circule sur l'ensemble de, de la Bourgogne viticole un certain nombre de, de mythes et de légendes. On va essayer de voir ensemble ce qui pourrait être fondé ou pas sur ces mythes et ces légendes. Euh, je vais y arriver. Euh, tac. Non. Désolé. Voilà. Non. Oh là là. Je suis. Je, merci. Non. Des plus les ordinateurs. Merci. So, euh, géologiquement, la Bourgogne, le vignoble bourguignon, c'est une entité complexe. Vous avez. Alors, si je fais ça. Vous avez en noir les taches qui correspondent aux vignoble bourguignon. Vous avez deux taches, les vignobles de Lyon ici et puis le vignoble du Châtillonnais là, qui appartiennent à une grande entité géologique qu'on appelle le bassin parisien. Où vous allez avoir des roches sédimentaires qui sont qui se sont déposés dans un environnement tectoniquement calme, sans cassure, sans déformation. Et dans ces deux vignobles du nord de la Bourgogne, vous allez trouver un agencement des roches qui sera relativement simple à comprendre et un paysage qui sera un paysage de collines avec des, des, des couches euh, usées par l'érosion. Et puis vous avez un autre ensemble de vignobles qui va lui se situer au sud-est de la Bourgogne. Ça va être le vignoble qu'on appelle le vignoble de la côte, la côte de Nuit, la côte de Beaune, la côte chalonnaise et puis le Mâconnais. Et vous voyez que ces vignobles sont à la limite entre des couleurs très différentes en géologie. Ils appartiennent à une zone qui est une zone de frontière entre le massif central, qui est cette grosse tache rouge, avec Bibracte qui trône ici, voilà, pour ceux qui étaient là hier. Et puis la vallée de la Saône, qui est un rift, qui est un fossé d'effondrement. Donc on a des situations très différentes. Et même au sein de ces vignobles, Côte de Beaune, Côte de Nuit, Chalonnais, Maconnais, on a des choses qui sont différentes. J'ai choisi. J'ai cho euh, Non. J'ai cho choisi de. Donc voilà un zoom sur les, les entités géologiques avec le, les vignobles du nord, Chablis et, et le Châtillonnais, je l'ai perdu, ici, pardon, et puis les vignobles de bordure de fossé, d'effondrement. J'ai choisi de me focaliser parce que je ne peux pas vous raconter les diversités et les spécificités gé géomorphologiques et pédologiques de tout en un temps très réduit. J'ai choisi de me focaliser sur ce qu'on appelle la côte, donc la côte de nuit et la côte de Beaune. Parce que ce sont les vignobles dont on parle le plus. Alors c'est pas parce que j'ai envie de remettre une couche sur les vignobles les plus réputés. C'est parce que comme ce sont ceux dont on parle le plus, ce sont aussi ceux sur lesquels on raconte le plus de choses fausses concernant la géomorphologie et la pédologie. Voilà pourquoi j'ai choisi ceci. Alors la côte, qu'est-ce que c'est La côte, c'est un étroit euh, versant qui va s'étendre depuis Dijon au nord en passant par la ville de Nuit-Saint-Georges, puis Beaune, puis euh, passer à proximité de Chagny et se terminer au niveau des maranges ici. Donc euh, une zone très étroite, un coteau, qui va relier des plateaux boisés à l'ouest, avec une plaine plutôt cultivée avec des céréales à l'est. Une côte qui n'est pas une côte rectiligne. Vous voyez qu'elle est euh, avec une orientation quasiment nordiste de Dijon à Nuit-Saint-Georges. Il y a une, un changement dans l'orientation jusqu'à chassailles Montrachet, Et de nouveau un changement dans l'orientation au niveau de Centenay et puis des Maranges. Donc quelque chose qui n'est pas rectiligne. Un versant qui est souvent un versant de forme concave et un versant qui n'est pas continu parce qu'il est entaillé par des vallées, des vallées qui sont très nombreuses. Vous voyez que vous avez de nombreuses vallées qui vont recouper cette côte, des vallées qu'on appelle des combes en Bourgogne, on leur a donné un nom particulier, et ces vallées, la plupart du temps, ne sont pas occupées par des courbes d'eau pérennes, ce sont des vallées sèches. Si je superpose sur ce paysage le vignoble, alors je n'ai pas mis les hautes côtes, c'était à dessin, hein, mais je, le vignoble de la côte, donc côte de Nuit et côte de Beaune, vous voyez que c'est une bande très étroite, de 200 mètres de large jusqu'à 2 km au maximum, qui va relier donc Dijon jusqu'au jusqu Marange. Ce paysage. Qu'est-ce qu'il a de particulier Voilà une vue en trois dimensions de, de ce paysage véticole. Évidemment, j'étais un peu jalouse de vos vallées très encaissées, et donc j'ai exagéré énormément l'échelle des altitudes. Les, les coteaux sont beaucoup plus euh, euh, doux en, en Bourgogne que, que, que les belles falaises que vous avez euh, ici dans le Trentin. Donc vous avez un paysage de coteaux, un versant concave et un versant concave qui est occupé. Plutôt partiellement par la vigne, sur le pied de la, du, du versant, et la partie basse du versant et dans la, dans la plaine, la partie supérieure du versant et les plateaux étant généralement couverts de, de forêts peu, peu, euh, pas, pas très, très hautes. Et ce coteau est entaillé par des vallées. Vous avez ici, donc, à Gevray-Chambertin, euh, une double vallée qui va arriver sur la, sur la plaine de la Saône ce paysage est occupé par un vignoble un vignoble qui au fil des, des, des siècles a été hiérarchisé et si je superpose à ce paysage l'occupation du vignoble sur l'appellation Gevrey-Chambertin on a différentes couleurs, plus la couleur est sombre plus le niveau hiérarchique est élevé donc vous avez des grands crus en rouge foncé des premiers crus en rouge, des appellations communales en rose et puis des appellations régionales avec les couleurs les plus crélaires. La question qu'on va se poser ensemble c'est est-ce que est réellement la délimitation des appellations en Bourgogne sur la côte de Nuit, sur la côte de Beaune, va refléter parfaitement les caractéristiques des, du paysage, des sous-sols, des roches qui vont le constituer, des sols euh, de ce versant ou pas alors vous allez vous me dire que la vigne est cultivée en Bourgogne depuis très longtemps, que je ne dois pas être la première à travailler sur ce, sur ce sujet et qu'il y a certainement d'autres personnes avant moi qui ont travaillé. Alors effectivement, il y a d'autres personnes qui ont travaillé et il circule sur la côte un certain nombre de choses qui ne sont pas toujours des vérités scientifiques. L'une des choses qui circule en particulier, c'est que euh, nous sommes, comme partout ailleurs, très fiers de notre vignoble et euh, les Bourguignons seraient les précurseurs de la notion de terroir et j'ai bien employé le conditionnel, donc qui seraient les précurseurs de la notion de terroir et de cette délimitation du paysage, de cette construction du paysage avec le terroir. En tant que géologue, si réellement le sol et le sous-sol sont à la base de cette construction du vignoble bourguignon, je vais donc être capable de vous raconter une histoire géologique, puisque mon travail, c'est de raconter l'histoire géologique qui va refléter exactement l'appellation et la carte géologique de gevrey-chambertin devrait en changeant juste les couleurs correspondre à la carte des appellations communales premier cru et grand cru. Les explications ne s'arrêtent pas là. On entend fréquemment en Bourgogne, et c'est vrai qu'il y a une mosaïque de climat, qu'il y a une extraordinaire diversité des terroirs, c'est vrai, mais on a tendance à relier à chaque climat et à chaque lieu une caractéristique qui lui est propre, un type d'argile, un type de sol, un type de sous-sol. Si tel est le cas, en tant que géologue, toujours, je vais être capable, et là je commence à être schizophrène, de vous raconter une histoire géologique qui va pouvoir vous expliquer que d'un lieu dit à l'autre, que d'un climat à l'autre, nous n'allons pas avoir les mêmes types de sols, nous n'allons pas avoir les mêmes types de sous-sols. L'histoire va commencer à être un peu compliquée pour moi. Heureusement, j'ai des, des gens qui m'ont aidé au niveau du storytelling, puisque quand on demande aux Bourguignons, mais quelle est donc la raison de cette extraordinaire diversité et de cette unicité dans vos lieux dits En général, la réponse qui fuse tombe en deux mots argile et calcaire. L'argile et le calcaire qui sont présents dans le sol, dans le sous-sol, c'est toujours un peu flou. Évidemment, on ne voit pas, on ne sait pas. En tout cas, cette argile et ce calcaire seraient à l'origine de l'extraordinaire diversité et de la délimitation des, des appellations. Si tel est le cas, je vous refais le film 50 nuances de gris, mais je vous le fais avec 113 nuances à gevrey chambertin Et je vous fais une carte géologique où les proportions d'argile et de calcaire vont varier d'un lieu dit à l'autre pour pouvoir justifier d'une unicité des, des lieux dits. Évidemment, les histoires sont nombreuses, je ne m'arrête pas là, je continue. Cette unicité, cette qualité des vins en Bourgogne serait liée, et ce relief de coteau, ce fameux relief qui fait la spécificité de la côte de Nuit et de la côte de Beaune, serait lié à l'existence d'une grande faille. Alors tout de suite, on a peur, parce que la faille, c'est une cassure, et si en plus elle est grande, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer oui, il y a des failles sur la côte, parce que la côte est située en bordure de ce qu'on appelle en géologie un graben, un fossé d'effondrement, un rift, et il y a des cassures. Donc il y a des failles. Ces failles existent, mais en aucun cas vous n'avez eu, à un moment donné dans l'histoire géologique, une énorme falaise avec un trou, de, un vide de 1500 mètres et avec des, choses, des, des, des circulations dangereuses à cet endroit-là toujours dans la mythologie euh, régionale. On raconte que euh, ces failles, les anciens ont, suffisamment, ont été suffisamment observateurs pour pouvoir identifier les zones où on avait des changements et pour ne pas perturber l'unité de chacun de ces lieux-dits, nous avons tracé en Bourgogne les voies de circulation sur le tracé des anciennes fractures. Et donc méfiez-vous si vous venez en Bourgogne, il peut être très dangereux de circuler sur les routes bourguignonnes. Une autre chose encore qui va circuler sur les, les explications pour justifier de la différence, alors non plus du bas en haut, du versant cette fois-ci, mais d'un village à l'autre. Pourquoi est-ce que les vins de Vaune ne seraient pas les mêmes que les vins de Gevrey Il pourrait y avoir sur l'ensemble le, de la côte un, une activité tectonique qui aurait fait que les couches ne seraient plus horizontales mais que les couches seraient euh, ondulées et qui justifieraient de l'existence à Gevray chambertin mais ça c'est vrai, des roches les plus anciennes qu'on trouve sur la côte, et au niveau de Volnay au sud de Beaune, des roches les plus jeunes. Par contre, je vous fais remarquer, j'ai déjà insisté tout à l'heure, que la côte n'est pas quelque chose de rectiligne et qu'elle tourne. Donc on va voir si dans ce contexte de relief de coteaux non rectilignes, cette existence de plis reste quelque chose de, de, de réaliste ou non. Et enfin, la dernière, on insiste dessus, euh, le goût du vin, le goût du lieu. Est-ce que le goût du vin euh, qui traduit le goût du lieu, ça n'est que le goût de la terre euh, Tout reste à démontrer. Donc, une grande quantité d'informations qui circulent, qui paraissent souvent des explications plausibles. La seule explication plausible, c'est l'explication sur laquelle on peut se fier parce que ce sont des, des faits, ce sont des choses factuelles. Et les faits, c'est que le paysage qu'on a sous les yeux aujourd'hui, quand on regarde ce relief de côte avec des plateaux, une plaine... Entaillé, un relief entaillé par des vallées sur lequel va se développer un vignoble. Ce relief de côte, il existe parce qu'il est le résultat d'une succession d'événements au cours des temps géologiques qui permet de justifier de la carte un peu colorée avec des, des taches bizarres que je vous ai mis juste en dessous. Je n'ai pas 540 millions d'années, donc je vais faire un peu plus vite. Je ne vais pas vous raconter en détail l'histoire géologique de la côte, mais si vous gardez en tête trois images, trois cartes postales, vous serez capable de comprendre, pardon, la, la, la nature, la répartition, la diversité des types de roches, donc des types de sous-sols qu'on va pouvoir trouver sur la côte. Trois étapes. La première, elle est dans la période qui est en bleu ici sur mon, mon échelle des temps géologiques le plus ancien le plus jeune voilà euh, le français avec son béret assis ici euh, donc trois étapes la première pendant le jurassique où vous imaginez que la côte gevrey chambertin ressemblait aux bahamas aujourd'hui une deuxième étape ici il y a à peu près 30 millions d'années, pendant une période qu'on appelle Oligocène en géologie, où la côte ressemblait, pardon, au rift des Afars, à l'est de l'Afrique aujourd'hui, et une troisième étape pendant le Quaternaire, où la côte ressemblait à quelque chose qu'on peut trouver aujourd'hui en Sibérie ou en Alaska. Donc, je vous emmène en voyage dans le temps. Il y a 170 millions d'années, entre 180 et 135 millions d'années, la côte n'existe pas. Il n'y a pas de relief. Tout est plat. Tout est recouvert. Toute la région est recouverte par une mer tropicale, chaude, peu profonde, qui est propice au dépôt de sédiments particuliers qu'on appelle des carbonates, des calcaires. Donc, pendant 70 millions d'années, à l'endroit où vous aurez un jour le vignoble de Gevrey-Chambertin, vous allez avoir des lagons qui vont permettre le dépôt de boue carbonatée, qui vont plus tard vous donner des roches calcaires compactes, massives, épaisses, qu'on appelle le calcaire de Comblanchien. Et puis à d'autres périodes de temps, pendant, dans ces mers tropicales, ça va être l'action de la houle qui va dominer. Vous aurez des calcaires constitués de petites billes de sable blanc cimenté formé en, déposé en grand litage oblique qu'on appelle de l'olite blanche parce que ça ressemble à des œufs de poisson, ces petites billes d'autres périodes des mers jurassiques sur la côte vont voir la prédominance des phénomènes de marée et marée après marée vous aurez des lits de sable constitués de débris de coquillages de petits grains de calcaire qui vont s'accumuler on va appeler ça les calcaires de la Doie d'autres périodes de temps vous aurez des milieux très calmes et vous aurez des coraux qui vont pouvoir vivre sur les fonds euh, marins à gevrey chambertin? Ou des dépôts de tempête, parce que les tropiques c'est bien, mais il y fait quand même pas toujours beau. Les calcaires de Dijon-Corton, par exemple. D'autres périodes de temps vont voir l'installation de grandes vasières, de grandes baies, où les calcaires vont moins facilement sédimenter. On aura plus d'argile. Cette roche constituée d'argile et de calcaire, c'est ce qu'on appelle des marnes, et on trouve dans certaines de ces marnes beaucoup de fossiles. C'est le cas de celle-ci, où on a des toutes petites coquilles d'huîtres, donc des marnes avec des petites huîtres. Donc uniquement pendant ces mers jurassiques, on a une grande variabilité du substrat, parce qu'on a eu une fluctuation des, envir des, envir des, environn des environnements de dépôt pardon, il y a 150-160 millions d'années. La mer va rester à peu près jusqu'à 65 millions d'années, et puis il y 65 millions d'années, la mer va se retirer. En Conséquence de la formation des Alpes il y a 34 millions d'années, la région Bourgogne va être soumise à une intense activité sismique et pendant 10 millions d'années, entre 34 et 23 millions d'années, la côte qui n'était avant qu'une mer tropicale absolument plate sur des milliers de kilomètres carrés va peu à peu se structurer et le relief, séisme après séisme, va se créer au cours de cette période de, euh, de formation de la future vallée de la Saône. Donc les roches se déposent il y a 160 millions d'années et les, le relief de côte se forme entre 34 et 23 millions d'années. Il ne va pas se former d'un seul coup, donc avec une seule grande faille, mais il va se former progressivement, séisme après séisme, avec un décalage de quelques centimètres, de quelques décimètres, de quelques décimètres, etc. etc. Ce qui fait qu'au bout de 10 millions d'années, on va avoir des cassures. On va avoir des cassures qui décalent en général de quelques décimètres, quelques mètres, jusqu'à une centaine de mètres au maximum. Et ces cassures, parfois, on les voit dans le paysage. C'est le cas ici d'une du, faille. Qui, était, qui est visible à l'ouest du Grand Cru, le mont Raché, sur la côte de Beaune. Mais la plupart du temps, ces failles, on ne les voit pas dans le paysage. Et si on n'a pas un viticulteur qui a creusé ces contours, si on n'a pas une observation, le relief ne nous permet pas de voir les failles dans le paysage. Donc voilà un zoom sur cette faille visible à, à Gevray-Chambertin. Et donc il faut imaginer non pas une grande faille comme les légendes qui circulent euh, sur la formation de la côte, mais plein de failles qui vont jouer les unes euh, en même temps que les autres avec des décalages plus ou moins marqués et qui, un relief qui s'érode en même temps qu'ils qu se forment. Donc on a une grande diversité des roches par leur nature de dépôt au cours du Jurassique, mais aussi par leur fracturation au cours de l'ère tertiaire, au moment où le relief va se créer. Cette fracturation, elle est parallèle au relief, mais elle va aussi être oblique par rapport au relief, et elle va, cette fracturation oblique par rapport au relief, permettre de réfuter de manière claire et indubitable cette hypothèse de plis d'anticlinaux et de synclinaux sur la sur la côte. Il n'y a pas d'ondulation, il n'y a que des cassures euh, dues à l'activité tectonique sur la côte. Cette activité tectonique va s'arrêter il y a à peu près 23 millions d'années. Les phénomènes d'érosion vont lisser ce, ce coteau. Et je vais faire un saut jusqu'à ma troisième carte postale pendant l'époque quaternaire. Pendant l'époque quaternaire, ce ne sont plus les phénomènes eee evet. Tectoniques, mais les phénomènes climatiques qui vont être prégnants et qui vont finir, finaliser les, les, les paysages et la nature des sols et des sous-sols de la, de la côte de Nuit et de la côte de Beaune. On a connu six périodes de climat froid, six périodes de climat glaciaire. Pendant ces périodes de climat froid, il faut imaginer que la côte ressemblait donc à quelque chose comme ça. Le, les roches se sont déposées, le relief existe. Il fait tellement froid qu'il n'y a qu'une végétation, qu qu végétation rase, des mousses, des lichen et il y a ce qu'on appelle un permafrost donc un sol gelé en permanence sur 10 20 30 mètres de profondeur ce sol va dégeler au printemps et en été euh, il va donner euh d'accord euh, donc, euh, je, 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 je termine. Ne vous inquiétez pas, je suis à la fin. J'ai plus que 20 000 ans à, 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 à terminer. Donc, vous, vous allez avoir, grâce à ce climat froid, le creusement des vallées sur la côte. Donc, il n'y a pas eu de glaciers sur la côte, contrairement ici, mais il y a eu des, des, des rivières qui ont permis le dépôt d'alluvions au débouché de ces vallées. Il y a eu des, 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 du gel des gels qui a permis le dépôt d'éboulis sur les pentes. Et donc, vous avez une, une histoire géologique qui justifie d'une une répartition complexe des sous-sols. Ces sous-sols qui ont une répartition complexe vont en s'altérant donner des sols. Donc vous avez une distribution et une variété des sols très importante sur la côte. Cette distribution, cette variété des sols, elle ne reflète pas la, le, la délimitation des lieux dits, mais elle correspond à la géologie et à la position sur le versant. Et donc vous avez... Je vais y arriver, c'est la dernière. Voilà, vous avez bien un paysage qui va résulter de l'histoire géologique, avec une distribution des roches que vous pouvez maintenant comprendre qu'il y a une logique, une distribution des sols qui a une logique. Et comme tous mes collègues, je vais rajouter l'action humaine qui est une action super importante à la fois sur le terrain, mais aussi par les décisions, les réglementations qui sont prises. Et vous n'avez des appellations aujourd'hui en Bourgogne, que parce qu'il y a eu de l'appellation humaine et pas uniquement parce qu'il y a des sols et des sous-sols magiques. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Françoise. Et... Abbiamo il... il collega che veramente gioca in casa perché lui vive à Parigi ed è Trentino. Donc, quindi... il dottor Satori che ci parlerà della geologia invece della pedologia. Del, del Trentino della Pianura italiana chiedo al pubblico di portare pazienza ma vale veramente la pena rimanere fino all'ultimo minuto per fare grande perché questa non la conosco questa qua quale questa Arriva, arriva, è un po' lento. Dov'è cioè. il. Prego. Eh, parti già svantaggiata, però. No, è una presentazione breve, ma cercherò di essere ancora, ancora, ancora più breve, in tre parti. Ehm, la prima, che riguarda l'origine dei dati sui suoli di cui, di, dei quali disponiamo per il Trentino. Che sono il frutto del progetto PICA del quale vi dirò qualche, qualche parola poi descriverò in due parole i principali paesaggi ehm, pedologici della, della viticoltura trentina e, e per finire due parole sulla, sulla piana, sui suoli della piana, piana rottagliana ecco il progetto PICA che è cominciato nel 2011 ci ha permesso di riunire i dati sui suoli preesistenti, i vecchi studi che esistevano, che non coprivano tutta l'estensione, quindi eh, le zone non, eh, che non avevano ancora cartografia le abbiamo cartografate ex novo. Tutti i dati, dati sono stati omogeneizzati, sono stati validati e ab li abbiamo riuniti in un'unica un un banca, banca, banca dati. Ehm, però eh, allora qui, quindi disponiamo a questo, a questo punto di una carta di tutto il trentino il trentino viticolo però bisogna tenere ben presente che la, che la scala della carta è differente nelle diverse, nelle diverse zone per esempio per, per i dintorni di trento la cantina di trento per la sua zona ha commissionato una carta a grande dettaglio al 10.000, quindi lì è una zona coperta molto bene. Altre zone, e purtroppo la zona anche della piana rotagliana sono coperte molto, molto, molto peggio. Quindi è vero che c'è questo grande strumento molto, molto efficiente per tutto il trentino, però, come dire zona per zona, l'affidabilità. Non è, non, è, non è la stessa, eh, abbiamo un, un, complessivamente 160 tipi di suoli, un po' più di 160, però molti sono simili, molti riguardano, riguardano zone molto piccole, mentre mh, poche decine di suoli invece sono son ben conosciute e riguardano superfici molto, mh, molto, molto grandi. Ecco, questo è un esempio della, eh, della, della carta. Ogni tipologia di suolo è, è indicata da una, da una sigla con tre lettere e una cifra secondo la metodologia eh, eh, europea. europea eh, RAV1 vuol dire Ravina 1, e, e eccetera. Ecco. E quindi ecco, quello, che stiamo, quello, quello che stiamo facendo adesso una volta che la banca dati è, è costituita cerchiamo su base statistica di individuare dei gruppi di suoli no? per quanto riguarda appunto le finalità viticole visto che eh, 160 tipologie sono, sono molte e, eh, abbiamo cercato e stiamo cercando di ridurla a pochi tipi funzionali che siano legati poi agli utilizzi, agli utilizzi eh, viticoli e, e come dire, che, 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 che ci diano delle, delle, um, um, dei raggruppamenti. E significativi per quanto riguarda la, la viticoltura e questo è un primo esempio per esempio dove ehm, stiamo cercando ehm, un lavoro che fa, che, che fa Zorer in collaborazione con il CNR di Firenze di mettere in relazione questi gruppi semplificati di tipologie appunto che non sono più 150 tipologie ma 5-6 gruppi con qui per esempio col grado zuccherino e, e con altri caratteri delle uve e, e dei vini. Lavoro che appunto sarà possibile in futuro, grazie a quello che stiamo facendo. E stiamo preparando un volume sui suoli del, 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 dei vigneti di Trentino, come quello che abbiamo fatto per la, per la valle di Non, per i Meletti, che è pre previsto per l'anno prossimo. Ecco, questo per dire l'origine dei dati e, e, diciamo, e, e il fatto che adesso abbiamo la, la, la banca dati grazie al progetto, progetto, progetto PICA, che ha visto, io mi sono messo come, gli organizzatori mi hanno messo come... Come, come, come relatore, però è un lavoro che, che riguarda moltissime, moltissime, moltissime figure professionali che hanno han partecipato al lavoro, dal geologo, dai rilevatori dei, su, dei suoli, i tecnici di campagna che ci hanno, che ci hanno aiutati, il laboratorio della FEM, gli altre, le altre persone della FEM, insomma moltissime persone che hanno partecipato al lavoro. Questi sono diciamo, i, nostri, i, i, i paesaggi che noi descriviamo in, eh, nel trattino viticolo sono questi, questi, questi dieci. Però, in realtà, se andiamo a vedere quelli importanti di cui dirò alcune parole adesso, sono i depositi, depositi glaciali, i conoidi e le piane alluvionali. Queste, 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 queste tre realtà eh, coprono gran parte della viticoltura della viticoltura trentina, cominciando dai depositi glaciali, quando parliamo di collina, no? il dottor Facchini ci ha, ci ha, ci ha, ci ha mostrato anche le, le, le percentuali e l'importanza che ha la, la collina trentina in viticoltura e soprattutto anche dal punto di vista qualitativo, quando parliamo di collina in realtà parliamo dal punto di vista di suoli, di suoli sviluppati su eh, materiali glaciali. Diciamo, sotto c'è il, il materiale che sono dei calcari molto spesso simili a quelli eh, che ci ha mostrato la collega francese, però sono coperti da, da piccole coperture glaciali lasciate dal da ghiacciaio dell'ultima glaciazione, gla, gla, quindi parliamo di 15.000 anni fa, sono cose recenti dal punto di vista dal punto di vista geologico, in realtà tutti i vigneti, in realtà tutto quello che vediamo qua, so, sono tutti suoli sviluppati su materiali glaciali, anche se poi vediamo il substrato a fiorare qua e là, in realtà, se andiamo a vedere i, i suoli su ma, eh, su sostrato, su roccia, sono molto, molto rari. C'è qualcosa su basalto, c'è qualcosa su marne, no? però in realtà sono delle piccole, delle piccole realtà. La maggior parte della, della nostra collina è questa: no? materiale su strato coperto da materiali glaciali e il, um, i suoli sono sviluppati da materiali glaciali. Questi, questi appunto sono. sono Tipici, tipici esempi della nostra collina che tutti, tutti, tutti conosciamo, e sempre si tratta di materiali glaciali. Poi nella costa vediamo affiorare la roccia, però tutti i vigneti in realtà sono su materiali, materiali glaciali. Materiali glaciali del ghiacciaio dell'Adige, che viene dall'Alto Adige, dal nord, e quindi con dei, materi dei materiali misti che hanno dolomia, cal calcari, però anche materiali silicatici: c'è sempre il porfido, ci sono graniti metamorfiti quindi dei materiali che noi chiamiamo misti perché hanno una composizione composizione mista e non a caso poi in campagna troviamo e troviamo pietre di porfido di granito proprio perché, perché il ghiacciaio ha mescolato ha trascinato questi materiali di, di origine, di origine diversa no? e quindi poi i suoli possono, eh, possono essere diversi come profondità e anche un po' come tessitura vanno da franchi a franco sabbiosi però sostanzialmente i materiali di partenza sono molto, molto, molto simili quindi una situazione in realtà più semplice di quella Descritta dalla collega della, 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 della Borgogna l'altro grande paesaggio tipicissimo della viticoltura trentina sono, sono i conoidi. Eh, vedremo che anche la piana rotaliana è in realtà un conoide, lo, lo, lo ha già detto il dottor, il dottor Facchini. Ecco qui in questo caso invece i materiali sono legati ai materiali dell'area eh, de, 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 dell che alimenta il conoide e quasi sempre sono, sono calcari duri, calcari liassici eh, identici a quelli della Borgogna. E Dolomia, no? per esempio, tutta la Vallagarina, tutta, tutta Dolomia e tu, tutti, tutti i, i conoidi sono, sono alimentati da, da materiali dolomitici. Quindi, qui non troveremo materiali silicatici, non troveremo altri materiali, ma, ma, ma materiali assolutamente in questo, questo caso è proprio un tipico eh, tipici materiali, materiali dolomitici e il suolo si svilupperà esclusivamente da questi, da questi, da questi materiali. Quindi anche, anche questa diciamo è proprio un, 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 un... ecco i detriti, abbiamo anche dei, dei detriti, qui, qui questo non è un conoide, lo si vede perché dietro non c'è una, una, una valletta, questi semplicemente sono detriti eh, caduti per gravità. Eh, al, al piede di, di, di un versante, anche in questo caso sono o dolomitici o calcari a seconda di quello che c'è dietro, e noi dal punto di vista dei suoli abbiamo visto che è inutile distinguerli anche se morfologicamente la, la forma è diversa, in questo caso un detrito di versante prima era un conoide, però dal punto di vista eh, l'analisi statistica ci dimostra che dal punto di vista dei suoli i suoli sono assolutamente identici, quindi noi li consideriamo come suoli, suoli di conoide. E passo all'ultimo grande paesaggio della viticoltura eh, trentina, il dottor Facchini parlava di, eh, di, di valle, no? e, e esso sono le piane, le piane alluvionali, le piane alluvionali dell'Adige, che no? per... per... E delle valli secondarie. Anche qui ci sono in realtà delle distinzioni, nel senso che i suoli possono essere sostanzialmente o franco-limosi o franco-sabbiosi, possono essere insomma, più fini o più grossolani, però eh, sono sempre materiali, del, materiali del, dell'Adige. <coughs> No? e questa è la piana, piana di mori, sono sempre, sempre una, una, piana, una, una piana, alluvionale, diciamo le tre grandi, i diciamo, tre grandi paesaggi di questi so, 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 della de, 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 de viticoltura trentina, so, sono, so, sono, so, sono, questi che abbiamo, che abbiamo visto molto, molto velocemente: i no? materiali glaciali, i conoidi e le, 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 piane, le piane alluvionali. Ecco, per, ehm, per quanto riguarda la la, la piana rotagliana, il dottor Facchini ha già detto che la, la chiamiamo piana rotagliana, piana rotagliana uno, uno pensa a, una, a un deposito alluvionale di, di valle, in realtà è un conoide, è un conoide poco inclinato, ha una piccola, una piccola pendenza, però non, è, non, è un, non, è assolutamente, non sono assolutamente eh, materiali della, della, della piana alluvionale in sé. Questo è molto importante anche per, eh, per il semplice fatto che nella piana alluvionale abbiamo una, una, una falda molto superficiale, mentre tutta la piana rotaliana la falda, la falda non c'è perché nel conoide non non c'è falda ci siamo? Questo, questo, diciamo, questo è la, la piana la, la, piana, la piana questo è l'asse della, 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 della valle dell'Adige noi siamo qua no? a San, San, San Michele ecco i, i, i materiali portati dal fiume Noce no? dal torrente noce anche questo ce l'ha mostrato eh, dottor Falchini so, sono materiali con, con molto granito perché vengono le molto granito anche qua molti materiali eh, metamorfici e molta dolomia anche qua materiali misti però rispetto ai materiali glaciali la, la parte silicatica i graniti sono molto più, più abbondanti ci siamo un materiale misto però dove, dove la parte silicatica è molto, è molto, è molto abbondante e ecco, come, come, come tipi di suoli, come stiamo a tempi, ma vado molto... Ah, beh, no, no, ma, no, no, ma in due, in due, in due minuti finisco. Eh, abbia, sostanzialmente abbiamo cinque tipologie di suolo, ve ne mostrerò due senza... Eh, per, però appunto i materiali sono sempre gli stessi, poi, poi i suoli possono essere più profondi o meno profondi, più ghiaiosi o meno ghiaiosi, però il materiale di partenza è sempre... È sempre questo no ve ne mostrerò solo eh, solo due i due tipi più principali questi sono gli ettari come li calcoliamo noi che sono sempre per eccesso perché noi comprendiamo anche strade zone non coltivate così però per, da, per dare, per dare un'idea dell'estensione dell vi mostrerò questa eh, questa prima come, come dire ecco la, 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 la la tipologia meno profonda è questa, questa, questi suoli antichiara, che hanno semplicemente un, un suolo di 50 cm che poggia direttamente sul materiale ghiaioso e vediamo che la, la capacità di ritenzione dell'acqua è bassa, no? meno di 100 mm. Ci siamo? Mentre le, 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 que, quest, questi suoli morei, le, 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 che sono molto più profondi, sono sopra 1,20 m, 1,30 m, la capacità di ritenzione idrica è molto, è, molto, è molto maggiore, semplicemente perché qui sono le, le fasce lungo, lungo il torrente dove la ghiaia è presente a 50 cm di superficie, mentre qua la ghiaia c'è, ma è più, è più, è più profonda. No? Ecco, e qui proprio, proprio per dare due... due, due Due, due informazioni su, su queste tipologie più, 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 più diffuse. Abbiamo visto la, la, la capacità di ritenzione idrica. Comunque, sono su suoli a, a, a tessitura franco-limosa, franco però con pochissima, sal, con pochissima argilla. La caratteristica è proprio quella di, di avere pochissima, pochissima argilla. Ecco, qui io direi che andiamo molto veloci per non... Questa è la scheda comunque che, che noi utilizziamo nel, nel progetto Pica eh, che dà tutte le informazioni eh, utili per quanto riguarda la, la viticoltura. Il potenziale di vigore di questo suolo è alto, mentre quell'altra quell tipologia che abbiamo visto che è quella più, 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 più superficiale con una capacità di ritenzione idrica allora molto... Eh, molto 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 minore e, e, e sotto la ghiaia ecco però appunto teniamo presente e qui eh, concludo che per tutta la zona della rottagliana abbiamo sette profili i punti di campionamento come li chiamiamo noi sono i profili eh, pedologici quindi tutto il nostro discorso è basato su un numero di dati, sono queste, queste macchioline marrone scure, è basato su un numero veramente infimo di, di dati, il lavoro è stato fatto molto bene, il, geologo, il geomorfologo ha lavorato molto bene, quindi io credo che non ci allontaneremo molto da questo, questo schema, però è chiarissimo che per una zona così vocata come questa, secondo me, ci vorrebbero più, più dati e qui, qui concludo ricordando appunto che in realtà il lavoro l'ho riassunto, riassunto io però eh, partecipano e hanno partecipato moltissime, eh, moltissime persone sotto coordinamento del dottor Faustini di, di Cavi e qui concludo, grazie grazie, grazie Giacomo Dubbramente eh, argomenti molto, molto importanti, molto interessanti. Eh, adesso abbiamo come ultima relazione il collega Malossini che da anni qua in Fondazione Maxi occupa della selezione con prima con il collega Roncadoro, eh, hanno lavorato su eh, un po' tutti i vitigni nel Trentino, oggi ci accenna con il tempo che abbiamo <ride> la parte eh, di lavoro di selezione e anche di registrazione e omologazione riguardo al terolego. Grazie Umberto massimo. Allora, un problema, scusami, sulla con le presentazioni, c'è nel senso qua sulla mia. Mm, è un PowerPoint? No, no è un sì, è un um, PDF. Mm, 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 e eh, ho, ah, ho visto, ho visto, ho visto. Proviamo a collegarlo con la. Ah, perché non è uscito? Scusa. Sì, intanto, buongiorno. Eh, penso che sia una mission impossible eh, di, ah, eh, tentare una eh, presentazione restando nei tempi. Quindi, così pe mh, sto pensando di, di fare un passaggio di diapositive, magari commentando una cosa per diapositiva. Grazie, Massimo. Um, allora. A schermo intero, perfetto, ehm, niente. Allora, così Teroldo, eh, anche per i, le amiche e i colleghi francesi, in, è la, la, la condizione la, la, uh, unica forse al mondo è il fatto che c'è una che, correlazione fra c'è una. Una relazione fra un toponimo, cioè quindi un luogo letterolde noto fin dal 1500 e, e mh, anche utilizzato fino ai giorni nostri, con il nome appunto del vitigno e dei vini, quindi luoghi che vuol dire. Mh, mh, quella, il savoir faire francese, il francese, quella comunità di persone appunto, che, 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 che caratterizza la rotaliana. Quindi anche il materiale selezionato nel corso dei secoli immaginiamo che sia sempre stato di Teroldeo. Quindi il programma che abbiamo eh, portato avanti. Eh, eh, io personalmente, appunto, dall'89, è stata la mia attività principale, quella della, del programma della vita in corso, quella della se, eh, selezione comunale sanitaria. Sul Teroldigo ha avuto la possibilità appunto di eh, avere questa ricchezza rotaliana, quindi la vicinanza appunto eh, dei campi sperimentali, eccetera. Ehm, eh, è un programma istituzionale appunto a carattere nazionale e internazionale, così era l'inizio eh, del, della storia. L'origine del materiale di, di Teroldigo eh, ha eh, appunto la data 68, in due vigneti della piana rotaliana, sempre nelle zone. Ehm, eh, eh, vicino appunto a quello del, dei toponimi delle dell'eterolio a mezzo lombardo e a mezzo corona è proseguito nel 77 quindi una decina d'anni dopo con altre eh, indagini selettive eh, ha ottenuto dei risultati in, come iscrizione eh, di croni omologati e abbiamo delle selezioni ancora da quei vigneti originari e eh, abbiamo mh, la, mh, lo, Abbiamo materialmente le piante madri di diversi vigneti di tutti eh, i cloni omologati di una buona parte dei biotipi, oltre 600 del programma ancora in, in vita. La presentazione era fatta in due maniere, cioè cercando di riassumere: ehm, ci sono delle schede omologate, schede, do scusa, eh, sul registro nazionale delle varietà di vite, e quindi c'è un collegamento, si possono recuperare tranquillamente, tentando di fare. Un taglia e incolla come si fa eh, spesso, um, si fa, può redigere una scheda, insomma, queste, eh, integrandola con dei dati di sperimentazione e ricerca è un po' più, più difficile, necessiterebbe di più tempo di quello che abbiamo forse a disposizione. Le sperimentazioni e le ricerche eh, di cui abbiamo goduto, eh, sono, grazie appunto alle collaborazioni fattive con, le, con le, i, i produttori, riguardavano i vigneti. Eh, ieri c'era una parte della giornata eh, appunto. Ehm, presso il convento dei frati minori francescani a Mezzo Lombardo è uno dei tanti vigneti realizzati, vigneti sperimentali. Lì si raccolgono dei dati sperimentali, confronto cloni portinesti eh, e cose di questo tipo. Altri impianti più vecchi riguardavano specificatamente una selezione di portinesti deboli perché allora comunque c'erano diverse tecniche di coltivazione e anche di... Ehm, Gestione dell'acqua, dell per esempio, no? l'irrigazione a scorrimento. Forse Massimo, che anche lui è, è, è mio coevo, si ricorda alcune è, è, situazioni di coltivazione di allora. Quindi, 114, 114 e Schwarzman erano portinesti deboli, adatti a quel tipo di uh, gestione, di fertilità, eccetera. Quindi, cercando di fare questo assemblaggio di schede diverse, schede singole, che appunto riportano diverse eh, caratteristiche. Eh, sulle fasi fisiologiche abbiamo per il teroligo, ed è l'unica eh, varietà su cui abbiamo della differenza fra biotipi di questo tipo, una ehm, precocità di invariatura, di, di maturazione di un clone, questo teroligo SMA152, che però quindi può avere un vantaggio eh, nell'anticipo di maturazione, un, per vini novelli per esempio, ma uno svantaggio che è collegato alle caratteristiche del grappolo stesso che... Ehm, eh, è abbastanza eh, compatto, è piccolo, quindi si differenzia anche per questo, però, mh, appunto, questo anticipo di maturazione, legato eh, anche alla compattezza, dà delle, ehm, delle frequenze e dei gradi di attacco. Per botrite e Malciumelaceo nettamente più elevati degli altri cloni a confronto. Ecco, la, il messaggio che riguardava l'insieme della presentazione era quello proprio della confrontabilità dei dati nei vigneti sperimentali. Un'altra caratteristica legata a una fisiopatia invece che a un'amperopatia, come, eh, come suscettibilità, si sta abusando forse del termine resistenza, io di, tornerei a dire suscettibilità. È un altro clone che invece ha caratteristiche opposte diciamo così, a quello del precedente, ha un grappolo lungo e quindi il racchide è abbastanza allungato e quindi è più sensibile al dissecamento del racchide. Una cosa positiva, un carattere positivo, perché appunto cerchiamo anche la complementarietà dei caratteri, è il fatto che ha un acino piccolo, con tutte le conseguenze che ne ricavano. Questa è una tabella riassuntiva appunto sui caratteri chiamiamoli agronomici, no? quindi qui vedete delle, la differenziazione che diamo, è un taglio mh, divulgativo questo eh, alla presentazione chiaramente. C'è una differenziazione fra cloni omologati ben, ben visibile, sia a livello del grappolo, dell'acino, ci sono differenze che sono appunto già evidenziate prima, e gli altri aspetti. Sulla produttività, per esempio, grazie ai risultati dei vigneti sperimentali citati, possiamo confermare, per esempio, che i due cloni che sono più produttivi, il 146-145 e 145, SMA. Eh, hanno una, una necessità di diradamento dal savoir-faire, come si diceva, dell'esperienza, della coltivazione in campo, eh, tengo a sottolineare che eh, le esperienze sono fatte su più di mezz'etero, hanno una differenza eh, eh, notevole. Come un altro aspetto da evidenziare nel caso di valutare la potenzialità produttiva dei, e qualitativa di un clone che appunto è già di suo, produce tanto, ma se lo innestiamo su due portinesti diversi, ecco, l'effetto è abbastanza notevole, un dimezzamento della produzione di uva e di legno per ceppo non è una cosa semplice. Immaginatevi, dalla relazione precedente, di mettere uno stesso clone in due suoli diversi, però potrebbe dare esattamente lo stesso tipo di risultato. Non scendo nei dettagli, questo per fortuna ho fatto un po' di foto che possono avere anche un... Così. Una, una, un effetto didattico. Eh, questo è, doveva essere da sinistra a destra un passaggio fra, nello stesso em, appezzamento un clone eh, le, em, allevato a pergola doppia eh, su SO4 rispetto allo stesso a controspalliera. Le differenze di età dei due vigneti ci sono, però sono eh, relative rispetto allo stesso clone. Allegato a filare su un portinesto di Bello schwarzman quindi c'è una, una uh, differenziazione che spero di aver colto con quelle immagini. Gli aspetti tecnologici, qualitativi dei, dei, delle, delle produzioni dei, dei, clonali, si, mh, mh, a scheda si sono, sono appunto bene le, le solite classiche, quelle di, di avere dei parametri zuccherini, di acidità, eccetera, eccetera. Ho evidenziato zuccheri e, e mh, polifenoli antociani in questo caso, per differenziare appunto le caratteristiche medie. Abbiamo appunto goduto delle eh, possibilità di lavorare con ehm, la cantina Rotaliana di Mezzolombardo per alcune di, di queste eh, estensioni di eh, valutazioni, non alla microvinificazione, ma a mh, quantitativi di eh, vinificazione maggiore per clone e per portinesto. Quindi abbiamo un, una buona idea, insomma siamo abbastanza. Consapevoli di dare dei giudizi pur delicati su cloni, eccetera, eccetera, in questa, in questa mh, fase di presentazioni, um, anche perché l'obiettivo è, è il materiale vivaistico, sì, c'è questo, questo obiettivo, però mh, ricordiamo appunto eh, la, la, il compito di sperimentare, di ricercare, di dare un, un dato il più possibile eh, obiettivo quindi abbiamo delle indicazioni che danno una tendenza a quello che sono le caratteristiche clonali Bre brevissimamente prima di arrivare alla conclusione, confronti ci sono altre selezioni in corso sì, ti chiedono sempre una novità ci sono ancora eh, 16 di quei biotipi originariamente scelti più di 30 anni fa che secondo noi alcuni dei, di questi possono dare eh, delle Um, un interesse, possono essere di interesse ai produttori proprio perché hanno delle caratteristiche appunto, complementari anche rispetto ai cloni già omologati. Questi sono degli esempi che avevamo um, così buttato lì su dati non elaborati, quindi sono dati grezzi. Rispetto alla produzione per pianta, le tre barrette, quelle verdi sono quelle dei cloni omologati, non importa in questo momento vedere quale, chiaramente per, la, eh, per il dettaglio dell'immagine e della presentazione, i gialli sono i nuovi cloni e quindi vi, eh, abbiamo un'idea di come si posizionano. Per i soliti parametri, produzione, peso medio delle grappole. In questo caso può essere interessante la valutazione del patrimonio anto, eh, di Antociani e del, cioè della ripartizione del, del, del discorso di Antociani e polifenoli, bucce e, e vinati su queste nuove tre selezioni rispetto alle altre e altre considerazioni sulle zuccheri e sull'acidità anche questi in un, in un contesto di anticipo di ritardo di, di maturazione eccetera possono essere forse di un certo interesse concludendo cercando di riassumere appunto le differenze principali fra i bicchioni hanno riguardato la precocità di maturazione la suscettibilità a botrite marciume acido la produttività vigore vegetativo le forme evidenziate appunto sono quelle di avere una maggiore compattezza o meno per il grappolo piramidale e altro. Le dimensioni del, di grappolo eh, acino, peso, eccetera, eccetera, sono state evidenziate. E per ogni clone che si registra e si iscrive in catalogo, noi come. Ehm, Scuola, diciamo così, acquisiamo il materiale, lo mettiamo in screen house, lo, lo mettiamo in coltivazione in campi possibilmente protetti e, e poi vengono, i materiali vengono poi ceduti ai vivaisti che sono i tramiti appunto delle, di questa, eh, di questa mh, attività. E, oltre a Terodio abbiamo un'altra serie di eh, varietà e di cloni, fra cui anche Pigno Nero, quindi eh, Borgogne, Borgogne e altre Borgogne. Qui c'era il. il, il le classiche diciamo, definizioni, per noi, la, anche perché poi di clone il termine si viene abusato, forse potremmo anche chiamare la selezione clonale sanitaria come eh, la selezione per il miglioramento individuale delle varietà, la differenziamo e la mettiamo insieme con la selezione massale, non. Non mi dilungo su, su queste. Chiedo se poi arrivare alle finisco conclusioni. Grazie. Non finisco le conclusioni, appunto eh, con le ultime slide. Eh, sarebbe molto, molto complicato molto, eh, entrare nei dettagli. Il, anche il collega presentava dei dati divaistici, giusto per avere un'idea su quello che è, è stata la parte storica di questa attività. Insomma, quasi 5 milioni di barbatelle eh, di viti certificate ottenute dai cloni è abbastanza importante, in positivo e in negativo, in confronto con 200 mila viti di materiale standard. Questo è, ehm, il valore intrinseco dell'attività svolta secondo noi, oltre all'omologazione dei cloni, risiede nella dimostrata capacità di garantire negli anni il mantenimento di una nutrita gamma di materiali che è funzionale al rinnovo degli impianti in un contesto appunto che è, è, è sta cambiando. Ehm, vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver riassunto. Grazie, Dispiace, dispiace non averti lasciato tutto il tempo che meritavi ma in realtà effettivamente abbiamo come era, com era anche da immaginare insomma la, la mattinata era molto fitta io eh, la domanda a diritto se ci sono domande eh, la pongo e, e naturalmente eh, sebbene che eh, Rosa mi fa notare che eh, l'organizzazione eh, riguardo soprattutto alla proseguo Prego. Comunque il walkaround sì, e, e le masterclass perché inizierà la la fumata tra 5 minuti comincia. Tra 3 minuti, un quarto d'ora. Eh, eh, magari avremo un po' anche lì spero un'elasticità di un dieci minuti consigliamo quindi, eh, esatto, chi si è mezzo, prenotato mezzo panino, qualcosina esatto. prima ecco, ecco. <coughs> mi rincresce eh, comunque insomma siamo lì, tra pochissimo anche grazie così. ancora e buon proseguimento sicuramente il pomeriggio è altrettanto interessante eh, quindi eh, buona giornata ancora